touch my foldy flaps, grab my terry folds, grab my foldy holds, grab my terry flaps, in my terry folds, grab my terry flaps, you gotta touch 'em, my terry folds, grab my terry folds, touch my holdy flaps, take a big flap, take my foldy flaps, my terry folds, my foldy holds, and my terry flaps, gotta grab my terry flaps, grab my terry flaps, squeeze my holdy folds, hold my goldy folds, grab my foldy folds, grab my terry flap holds. Did you ever want to hold a terry fold? I got one right here. Grab my terry flap, squeeze it. Grab it, squeeze and tug on my terry flap. Hey, I want to take you to the terry fold dance. Want to come with me? You can grab my holdy folds. Squeeze them tight. You son of a bitch. Suck my holdy flappy folds. Lick my flappy foldy holds. My terry flaps in your mouth. Suck my flaps, you piece of shit. Fuck you, you stupid dumb motherfucking bitch. Hey, grab my terry flaps, gonna eat those toldy folds. I got a couple of terry fold flaps, I got a flappy foldy flap. I'm gonna go take you to food, gonna eat, then we're going to the terry fold dance. You and me, we're gonna go to the terry fold place. It's gonna be a night out. Gonna have a real fancy time. I don't know. Should I do it again? Okay, is it rolling? Okay. Yeah. Grab my terry fold flaps. Grab my flappy folds. Grab my terry folds. Grab my foldy flaps. Touch my foldy flaps, grab my terry folds, grab my foldy holds, grab my terry flaps, in my terry folds, grab my terry flaps, you gotta touch 'em, my terry folds, grab my terry folds, touch my holdy flaps, take a big flap. Take my foldy flaps, my terry folds, my foldy holds, and my terry flaps. Gotta grab my terry flaps, grab my terry flaps, squeeze my holdy folds, hold my goldy folds, grab my foldy tolds, grab my terry flap holds, grab my terry folds. E buonasera a tutti, buonasera, anzi no, buon pomeriggio, buongiorno, buon meriggio, buon meriggio a tutti e bentornati sul canale Twitch più disturbato della storia, che mette insieme terzo mondo dell'intelletto e filosofia, mette insieme discorsi complottisti e cose altolocate, incazzate. E ospiti, in assoluto, anche ospiti estremamente problematici con ospiti di altissimo livello. Ora, non sappiamo... Non vi diremo un ordine degli ospiti che saranno di maggiore e minore livello, sarete voi a decidere. Però sappiate che quest'oggi noi parliamo del Signore degli Anelli, parliamo della traduzione nuova Alle Due Torri, che è il secondo volume di quella meravigliosa saga che è il Signore degli Anelli, e ci occuperà una buona parte del pomeriggio, forse 3 ore, forse 4 ore, forse 12 ore, non lo so. Sì, insomma, fra imprecazioni ogni tanto troveremo degli epiteti un po' lunghi e quindi ci metteremo tanto a imprecare contro questi. No, perché traduzioni. Quello che faremo oggi sarà leggere insieme, ovviamente, una lettura un po' obliqua, una lettura comunque veloce, ma commentata, comparata, articolata, della nuova traduzione Alle Due Torri. E visto che
il primo volume è stato così tanto discusso, ho voluto portarlo in live questa cosa, perché credo che potrebbero venire fuori delle cose interessanti. E per farlo però non saremo soltanto io e Ari, perché quest'oggi ci accompagneranno tanti bellissimi o bruttissimi, meravigliosi o terrificanti ospiti, il primo dei quali è già qui che ci aspetta, o che forse siamo noi ad aspettare lui. No, è lui che ci aspetta, cosa dici? Lo facciamo aspettare ancora è un po'? È un ospite inaspettato. Un ospite inatteso. Citazione. Ciao Kalel! Salve carissimi, ciao, ma buongiorno cari. E buongiorno anche alla chat, rieccoci ciao. Qua. La prima ciao, volta, bellezza. La prima volta che sono qua da te su Twitch. È sì, la prima sì, volta che sei qui da noi su Twitch, è vero. Emozione. Quindi, emozione, sei già stato ospite su Daily Cogito alcune volte, sì. Ma su Twitch è la prima volta, quindi esatto. Benvenuto. Beh, io non potevo che chiedere a te come primo ospite di questa live, perché voglio dire, credo che abbiamo sofferto entrambi moltissimo durante l'uscita del primo sì. volume. Anche se io ti dico, quando ho fatto il mio video, tanti mi hanno scritto dicendomi: ah, ma guarda che Kalel non sarebbe per niente d'accordo con te. Così sono andato a vedermi il video di Kalel e io ho detto: gente, non avete capito un cazzo o del mio video o di quello di Kalel, perché in realtà abbiamo detto la stessa identica cosa, però ovviamente con sfumature e prospettive diverse. Sì. Perché comunque io non so come tu effettivamente, poi perché non abbiamo mai parlato, ma io sono rimasto abbastanza terrificato con sfumature dalla Compagnia dell'Anello tradotta, la nuova traduzione di Bonpiani, e non vedevo l'ora, visto che sono un sadomasochista, non vedevo l'ora che venisse fuori Le Due Torri. E infatti eccolo qua, l'ha comprato fresco ieri, l'ho comprato ieri, l'ho appena aperto e leggiucchiato. E sicuramente potremmo fare dei ragionamenti interessanti, mentre tu mi hai detto che il primo l'hai preso e il secondo non hai grande intenzione. Allora ti dirò, quando l'avevo preso, era uscito il primo, ammetto di non l'avevo letto tutto quanto, perché per questioni di tempismo l'avevo un po' letto a sprazzi, un po' solo per farmi un'idea, e in realtà a me, allora, in generale aveva avuto degli alti e dei bassi, per come l'avevo visto io, perché c'erano delle cose atroci, ma c'erano anche delle cose che tutto sommato riuscivo a comprendere, anzi, secondo me, erano sensate. Ne abbiamo discusso anche l'altro giorno, la questione per esempio di Samwise che diventa Samplicio è sensata anche da un punto di vista semantico e tutto quanto, certe cose ci stavano. Sì. Molte altre, un po' meno, molte uscite di stile, un po' meno. In certi punti mi è piaciuto il fatto che Fatica sia andato ad adottare un registro linguistico un po' più aulico, in altri punti era totalmente fuori luogo e si arrivava proprio anche nel ridicolo. Sì. Però diciamo che avendomi recuperato poi tutto quanto la traduzione dopo qualche settimana, ero arrivato al punto di dire ok, no, il secondo sicuramente, mi è bastato questo, il secondo non penso che lo prenderò, perché neanche la curiosità può esserci, però sono contento che tu l'abbia fatto. Infatti quando mi è arrivato il tuo invito, proprio ho preso la palla al balzo e ho detto perfetto, perché almeno lo leggi tu, li spendi tu i soldi. Esatto. Bastardo. E io sono lì che soffro, ma un po' meno, perché almeno non ce l'ho il libro. Nel frattempo, tra pochissimo ci raggiunge anche il buon Barbascura X, che farà un salto, un saluto, starà qua con noi qualche minuto per chiacchierare. Grazie a Lucio Olasino per l'abbonamento. Grazie a Fabio, perché me li perdo, a Shanno per aver rinnovato il secondo mese. Grazie. E grazie a chi è? A chi era? Ce n'era un altro che ho perso per strada. Sì, POS7 grazie per essersi abbonato per il secondo mese. Quindi grazie mille e fate partire l'hype train. No, non c'era nessun altro. Quindi bene, ci divertiremo un sacco quest'oggi, perché, ripeto, tanti ospiti, tante cose. Quello che cercheremo di fare è, come dicevo, una lettura obliqua di questa nuova traduzione, che è la traduzione uscita, mi sembra, intorno al 20 aprile, che io con ritardo ho preso, perché poi appunto le librerie erano chiuse, in realtà volevo averlo in mano cartaceo per sminuzzarlo come si deve, e appunto cercheremo di fare un po' di lettura. Io vi dico subito che da quel poco che ho visto, a me pare che si siano aggiustate delle cose. E qui voglio fare un discorso preliminare importante. Il discorso preliminare è il seguente. Mi sembra che forse sulla base del cataclisma avvenuto dopo il primo volume, forse abbiano aggiustato un po' il tiro. Questa è la mia percezione. E perché lo dico?
Beh, perché in realtà su alcune scelte lessicali che adesso andremo a vedere, secondo me hanno proprio aggiustato il tiro, nel senso hanno tenuto conto di alcune critiche. Questa cosa da un certo punto di vista è bene, perché significa che, boh, cioè nel senso hanno riconosciuto di aver fatto delle cose sbagliate. D'altro punto di vista è male. È male perché, significa che non c'era un progetto iniziale. Mm. Cioè è un po' come l'ultima trilogia di Star Wars, ok? Che evidentemente mancava di un progetto iniziale e che hanno continuato a cambiare in corso d'opera, ok? Perché voglio dire, di questo abbiamo già un po' discusso, per me era palese il fatto che dal primo film della nuova trilogia c'era una visione, il secondo film ha rivisto quella visione, il terzo film è stato una rivincita sul secondo film. Ecco, quindi capite bene che quando si cambiano le cose in corso d'opera, in un progetto editoriale di questo tipo, potrebbe essere anche un problema. Perché tipo in realtà è successo con Lost. Esatto, cioè nel senso ci vorrebbe una coerenza dall'inizio alla fine. Cioè avrei preferito, sotto certi punti di vista, di trovare gli stessi difetti del primo libro qui, mm-hmm, per quel poco che ho visto. Poi magari mi sbaglio, eh. Non so tu, Adrian, come la vedi su questa cosa? Qua non lo so, non l'ho letto. No, secondo, non sul libro, ma cioè nel senso, se c'è, metti il caso, ok? Prendi il caso che la tua, cos'è, una trilogia quella che stai scrivendo tu, giusto? Che cazzo ne so, non lo so neanche. Vabbè, vedi partire con il progetto, appunto. Mettiamo che no, sia una trilogia. Se una trilogia e qualcuno te la traduce, ok? Credo che tu vorresti una certa coerenza fra il primo volume, certo. Ecco, esatto. Il sospetto che ho, e adesso cercheremo di capirlo un po' meglio, è che qui invece non ci sia questa coerenza. Ma prima di andare avanti do il benvenuto al capitano! Ciao a tutti! Ciao! Super andiamo bene. Max. Bene? Mi sto belli gasati. Siamo gasatissimi. Abbiamo appena preso il caffè, quindi adesso ci sentiamo in forci. Ci aspetta una lunghissima live piena forse di imprecazioni o forse di elogi, non lo sappiamo. Però grazie, grazie per essere venuto qua. Grazie. Di niente. Ci tengo a precisare a tutti quelli che ci osservano. Purtroppo, ragazzi, non potrò rimanere per tutta la live. Potrò stare soltanto poco perché... Anche perché la live durerà minimo 4 ore. Cioè, guarda, ecco. Cioè, qui sarà una live lunghissima con un sacco di ospiti, quindi non ti preoccupare. In realtà, no, però mi faceva piacere passare, come no. Dai, no, sono contento di averti qua, bella. Bene. E tu capitano, tu col signor Adinelli com'è che sei messo? Tu l'hai letto? No. Non l'hai mai letto? No, è proprio è il classico tipo di libro che non fa per me, per niente. Oh cazzo, aspetta che adesso bagniamo subito la scuola. Cioè, lo so ragazzi, lo so. Cioè, difficilmente a me piace il fantasy da leggere. Il Signore degli Anelli, devo riconoscere che mi ha molto attratto per tanto tempo, però ho letto quella, era molto descrittivo. E poi c'è in generale un problema che io ho, cioè non mi piace leggere cose che so come vanno a finire. No, quindi sì, posso comprenderle. Mi sembra tantissimo una perdita di tempo. Quindi, avendo visto i film prima dei libri, quando mi è venuta voglia di leggerli, mi è subito passata perché ho detto: vabbè, ma io so che cazzo succede. Cioè, cos'è? Io sono dell'idea in realtà che se leggessi tipo adesso Il Signore degli Anelli senza sapere nulla, riprendessi proprio il libro, sarebbe una palla incredibile, secondo me. Addirittura un descrittivo, no, così no. Cosa hai fatto? Secondo me, perché comunque c'è da dire che il libro è pesante, è bellissimo, ma è pesante. Quindi posso assolutamente capire quelli che non riescono, che fanno fatica ad avvicinarsi alla serie letteraria. No, il problema è che secondo me quei libri devono essere fantastici da leggere quando te li leggi quando sei più giovane, diciamo così, no? Al momento io sto leggendo dei libri per lavoro. E ho una pila di libri che vorrei leggere, stanno là da 10 anni. Capito? Quindi se aggiungere qualcosa di cui so già l'esito non mi ispirerebbe. Sì, oltretutto un po' lungo anche leggermente, ma proprio appena guarda così. Proprio. Io guarda, il Signore degli Anelli lo lessi la prima volta a 13 anni quando ancora i film non erano usciti. Il film uscì tipo un paio d'anni dopo la mia prima lettura. Infatti io fui uno di quelli che si incazzava quando tutta la gente diceva: il Signore degli Anelli, io dicevo: no, l'ho scoperto prima io, eravamo quella persona odiosa. È mio, sì, è mio. Quella persona odiosa che diceva: no, non strappatemi il Signore degli Anelli. Bruttissimo. Io da piccolo non leggevo, pensa tu, cioè, mi sta sul cazzo. A parte che mi ero letto, l'unica cosa che mi leggevo erano i piccoli brividi, perché mi ispiravano le copertine e c'erano dentro gli adesivi. Io ho cominciato a leggere con i piccoli brividi. Vabbè. E tu non ti rendi conto, ma io ho cominciato a leggere i piccoli, perché io sono cresciuto in una famiglia senza libri, cioè nel senso, tipo mio padre c'aveva i libri di Bruno Vespa, mia madre quelli di John Grisham, ok, ecco, proprio. Leggi da bambino i libri di Bruno Vespa, diventi Bruno Vespa. Esatto. Oppure diventi Breivik, ok, quindi diventi un violento. E un giorno capita che a scuola, mi ricordo, eravamo in quinta elementare, ci portano in biblioteca
biblioteca e letteralmente mi cade addosso una scaffalatura di libri, solo i libri, non lo scaffale per fortuna, ed okay. era tutto quanto i piccoli brividi. E io mi ricordo questa scena che tipo... mi ero fatto male, però lo sguardo è stato attirato dalle copertine. Tu sanguinante. Sanguinante, ma... voglio leggere questa... Vado no, a prendere una cosa. Ah, ce l'hai là. Beh. E se ne va. E ci abbandona ma, così. Ma, ci abbandona. Comunque era marketing perfetto. Io entravo in libreria quando ero piccolo, li vedevo, li volevo leggere tutti perché la copertina ispirava chissà quelle cose. Inutile dire che ogni volta che finivo un libro ero super deluso perché non rispettava minimamente le aspettative. Era proprio... già che si discute di aneddoti di inizio, Rick mi aveva ricordato una cosa. Questo è letteralmente il primo libro che abbia letto, cioè proprio questo qui, che è la prima edizione rumena della pietra filosofale. È stato Harry Potter. Harry Potter. No, è sempre... E ho sempre detto di aver... ho sempre scherzato sul fatto che io abbia avuto un patto di sangue con Harry Potter, perché quando avevo 6 anni e stavo leggendo questo libro... ha cominciato a sanguinarmi il naso e il sangue mi è finito sulle pagine e a distanza di 16 anni è ancora qui. Questo è il mio sangue, che non è neanche io il libro. Questo bello. È il mio sangue, bevetelo. Questo... mio Dio. E gustatene. Che non è... ecco, se fosse stato un racconto di Stephen King a questo punto il libro esatto. avrebbe preso. Esatto, tra l'altro mi ero preso malissimo perché non era mio, me l'aveva prestato la mia insegnante dell'epoca e infatti qualche anno fa l'ho ricontattata per farmelo spedire perché lo volevo avere troppo, ho detto è una reliquia per me questa. Gli hai detto che è sporcuito sangue, te l'ha messo sì, in no, ma lo sapevo. Non lo toccherò mai più, vabbè. E poi qualcuno no, vedrà anche il tuo corpo e diventerà il nuovo Jesus. No, vabbè, io volevo dire, quando ero piccolo, i piccoli brividi mi hanno svezzato, però io ho provato in tutti i modi a leggere, quando ero piccolo, e che rimanevo deluso. Io volevo i mostri che combattevano, volevo cose brutte. Cioè. Quindi ho iniziato a leggere Zanna Bianca, aspettandomi i combattimenti tra lupi. Arrivato tipo al capitolo 4, ho capito che non andavo in quella direzione e l'ho abbandonato. Ho iniziato a leggere 20.000 leghe sotto i mari, pensando che a un certo punto, cioè la copertina c'era un cazzo di sommergibile e una piovra gigante che se lo stava abbracciando, ho detto beh figata, combattimenti con piovra gigante sotto i mari, ma belli. Quarto capitolo, due palle, non c'è nessuna piovra gigante, mamma nessun mia. Combattimento, terrificante, l'ho abbandonato pure quello. Alien, c'era il libro di Alien che mi avevano prestato, avevo capito che non andava minimamente in quella direzione e mi sono bloccato pure là. E niente, non venivano incontro ai miei gusti masochisti, quindi. Capito, cioè, le confessioni di Barba Scura, una persona che legge voleva soltanto per farsi triggerare. No, però poi ho recuperato tutto, ho recuperato... Hai recuperato. Bravo, bravo. C'è stato un periodo devastante in cui ho letto come un animale. Adesso non gli animali non vengono. No, esatto. Cioè, è proprio l'esempio sbagliato. Lo dici tu. Che ne sai? No, tu gli animali non leggono. Hai mai visto una libreria animale? Tipo i procioni? Le hai mai viste i libri di procioni? Guarda, io penso che i procioni i libri li leccano e li masticano, ma non li leggono. No, li lavano, e li assimilano così. Li assimilano così, che bello, tu che bello. Gli occhi e i procioni con le papille gustative. Cioè, loro leggono con i polpastrelli, no? Per questo toccano più. Esatto. Bene, bene, bene. Beh, allora, la live è già andata a merda, grazie a questa canzone. È molto bene, cioè, è molto... Se non vuoi che la live vada a merda, non mi invitare, cioè... comunque, per riportarla sui binari, questa live, caro capitano, tu devi sapere che il signor degli anelli sta avendo... faccio anche questo riassunto per chi magari in chat non conosce la vicenda, però il Signore degli Anelli ha visto la prima traduzione in italiano, che anno era? Tipo metà anni 60, se non sbaglio, quella dell'Aliata, giusto Adrian? Sì, metà anni 60, ok. E c'è stato un problema. Il problema qual è stato? Che ovviamente la versione dell'Aliata, che fu comunque anche approvata dallo stesso Tolkien, c'è proprio una lettera che attesta questa cosa, però c'è stato un problema politico. Cioè Tolkien per 20 anni è stato fagocitato in Italia dalle destre estreme, quindi Tolkien era lo scrittore dei fascisti, è lo scrittore dei neonazisti, da cui ci dissociamo, ed era tutto sto discorso di merda. Ma io non sapevo sta cosa. Ma evidentemente di gente che in realtà non ha mai veramente letto Tolkien, perché poi se tu vai a trovare un'ideologia politica in Tolkien significa che ce la vuoi trovare per forza.
Però, cioè, vabbè, insomma, facevano il tipo per Sauron. Questo è stata fagocitata. Okay. Sai, Sauron veniva da est. No, poi Sauron, c'era la mano bianca, si alleava, Saruman. Si alleava ai poi... popoli del sud. Quindi, sai cos'è? Anche la questione razziale, perché se tu guardi, in effetti, sembra che nel Signore degli Anelli siano tutti ariani, tutti bianchi, perfetti, tutti bianchi, gli elfi, esatto. Occhi azzurri. Che poi non è vero, perché... gli orchi hanno invece la pelle scura. Esatto. Sì, esatto. Gli orchi hanno la pelle scura. Sì, che poi in realtà se leggi scopri che esistono anche le persone di colore, cioè tutti, esatto. Gli Umbar, Food, solo che giustamente figurati se certa gente sappia leggere adesso. Quindi per vent'anni Tolkien è stato fagocitato da questa ideologia. Ora cosa è successo? Okay. È successo che la traduzione dell'Aliata, per quanto imperfetta, per quanto revisionata, come qualsiasi traduzione, è un compromesso, negli ultimi anni si è risollevato il discorso e dire ok, perché non facciamo una traduzione nuova per intanto rendere più in linea con i tempi questa opera, perché la traduzione c'è 50 anni, e anche per sottrarre un po' la, diciamo così, la percezione politica del Signore degli Anelli, dando una nuova pelle a questa opera, ok? Qual è il problema? Il problema è che la nuova traduzione, che è questa qua, che è la traduzione della Compagnia dell'Anello, quando è uscita... tanti, fra cui anche il sottoscritto e il buon Kal-El, ne hanno parlato. Cos'è che ha fatto questa traduzione? Questa traduzione ha creato un casino devastante, per essere proprio così. Altrimenti, dall'altra parte, potremmo dire, se volessimo essere meno francesi, che ha scatenato un Niagara di sterco. Ok, secondo me questa è la cosa giusta da dire. Una bella immagine, effettivamente. Oh, molto da piccoli brividi, vero, anche questa. Sì. Il Niagara di sterco. Ma è per una questione affezione alla precedente versione o per errori di memoria? Cioè, in parte sì. Sì, perché... allora, una minima parte sì, perché sai, ti abitui a certi nomi per mezzo secolo, poi da un giorno all'altro ti vengono cambiati, ovviamente ti fa un po' strano. Solo che alcuni di questi cambiamenti avevano senso, molti altri un po' meno, ad essere generosi. Ovviamente la cosa che ha triggerato subito tutti è un po' la questione affettiva, perché, per esempio, non so, tu sai che Aragorn è un ranger, ok? I ranger nel Signore degli Anelli vengono chiamati così, in inglese. E la prima traduzione precedente era Ramingi, okay? Che sono d'accordo, essere una traduzione perlomeno imprecisa, evocativa, però Ranger Ramingo, quindi poteva essere rivista, solo che l'hanno ritradotta con Forestale, cioè no, Forestale no, ma forestale. No, veramente, cioè, sono diventati i forestali, e infatti è esploso il caso dei meme con Aragorn e Faramir e la tuta dei forestali, il pandino dei forestali, no, perso, e Arenè. Ok, dopodiché la spada, altre cose insensate, la spada che fu spezzata, Narsil, la spada di Aragorn, che è la spada che fu spezzata, che è la traduzione letterale dall'inglese, è stata cambiata con la lama che ha subito il danno. La lama che ha subito il danno. Cioè, nel senso... E stai dici, ma perché è stata cambiata? È un pochino troppo descrittiva, proprio. No, a parte questo, è anche descrittiva dalla parte sbagliata, perché la lama che fu spezzata ti dice è una lama che è stata spezzata, ma la lama che ha meglio, spezzata, magari può essere anche che ci abbia un po' di ruggine. Esatto. Magari essere è piegata così. Sopra guardate, poi vi racconto un aneddoto sugli adattamenti, perché io mi sono ritrovato per sbaglio alla Mondadori che stavano adattando il nuovo libro di, come si chiama, di Hunger Games. Okay. E mi hanno chiesto un consiglio e io ho finalmente capito, cioè, ancora non so se poi hanno preso quello che avevo suggerito io, quindi l'errore sarà fatto da me ne assumo la colpa. Però il discorso è, mi sono messo nei panni loro che devono adattare queste cose che a volte suonano estremamente male in italiano, però devi quindi trovare delle parole che siano esattamente quello che voleva esprimere l'autore. D'altro canto deve suonare bene in italiano. Certo. In quel caso era letteralmente un casino, perché il titolo di quel libro era grosso, era lungo, però era conciso. Tradurre una parola in particolare in italiano diventava da una parola in inglese a quattro parole in italiano. Certo. Avrebbe storpiato il libro in maniera mostruosa, quindi lo devi completamente cambiare, capito? Nella lama che è stata spezzata, cioè non riesco a vederlo, non questo c'è problema. Nessun motivo. Peraltro, scusami, ma in chat Xaitat dice che Cannarsi avrebbe tradotto Ranger come distanziatore. È bellissimo. Beh, molto attuale, effettivamente. È bellissimo. Tra l'altro proprio in tema Covid, giustissimo, bellissimo, bellissimo. E comunque, e poi al netto di queste cose, ce ne sono tante, ce ne sono anche delle incoerenze. Alcuni nomi...
sono stati lasciati in inglese. Per esempio, non so, Pipino, che è nella traduzione, quindi Pippin, è diventato Pipino nella traduzione precedente. E adesso, e infatti tutti bene o male sono stati, no, Merry non era stato italianizzato in effetti, adesso l'hanno ritradotto in Pippin, ok, ma il cognome di alcuni personaggi è stato invece italianizzato, come Brandybuck è diventato Brandaino, perché Book è Daino, ok, ma allora, ma oppure Samwise è diventato Samplicio, ok? Quindi siamo veramente di fronte a delle cose che stai dicendo, cosa cazzo sto... No, io in realtà lo capisco allora di lasciare tipo Pippin, perché il nome era quello, è un nome. Cioè tu non puoi tradurre propriamente un nome, specie quando è un nome inventato. Certo. Sì. Cioè, capito? Non ha senso. Posso immaginare che loro abbiano pensato, va bene, però il cognome invece effettivamente non è un cognome, diciamo, di parole, di lettere associate, messe a caso. Effettivamente ha una corrispondenza in italiano, quindi magari questo proviamo a tradurlo. Posso immaginarlo, non lo trovo una cosa così assurda in realtà, è una scelta stilistica diversa, ma questa qua forse la posso anche approvare. Perché, cioè, voglio dire, se tu ti chiami, non lo so... Book, e io ti traduco come libro, perché cioè l'autore ti ha chiamato così per una ragione legata alla storia o per una ragione legata, non lo so, all'albero genealogico del, lo saprà lui, ci sta, però il nome no, cioè, secondo me quello è un errore che hanno commesso all'inizio, perché sono tradurre Pippin con Pippino non ha senso. Vabbè, cazzo infatti ci può stare, però poi ripeto, si fanno dei rovesciamenti, allora o mi ritraduci tutto in italiano oppure mi lasci tutto com'è e sti cazzi. Certo, cioè. E poi, allora, al netto dei nomi, poi ci sono tante scelte, tipo la locanda del puledro impennato. Oddio, puledro impennato, che è in inglese Prancing Pony, che letteralmente è il cavallino imbizzarrito. Rampante, dai. Rampante, esatto. Ok. Mi diventa il... Aspetta, com'è che è? Fermi lì. Il cavallino inalberato. Il cavallino inalberato ci diventa. Il cavallino cazzo inalberato. Ma ti rendi conto? La locanda del cavallino inalberato. No, questo è proprio terribile. Fuori. Perché? Grazie The Burl per aver rinnovato con Twitch Prime. E al netto dei nomi, ecco, questa è la parte che in realtà è più triggerante, ma è anche meno criticabile, perché alla fine i nomi, vabbè, dai, cioè nel senso dici, vabbè, posso anche sopportarlo. Perché se poi la traduzione è fatta bene, posso persino scusare. E invece, hashtag e invece, e succede questo. Succede che nel capitolo L'ombra del passato, proprio all'inizio, ancora a pagina 89 della nuova traduzione, a un certo punto c'è Gandalf che sta raccontando a Frodo la storia dell'anello. E sta raccontando dei poteri dell'anello, ok? E nella... Aspetta, mi trovi... Passami qua, perché vi prendo la traduzione precedente dell'aliata, ok? No, quella dell'aliata. Allora, io c'ho tutto qua, c'ho tutto l'armamentario, fermi qua. Allora, nell'ombra del passato, a un certo punto c'è il buon Gandalf che dice... bisogno. Aspetta che devo capire... Ok, siamo più o meno all'inizio, è perché me l'ero segnato anche, ma un cazzo. Bello comunque il cavallino cazzo inalberato. Secondo me dovrebbero cambiare, fare una modifica e chiamarlo così. Quel cazzo di cavallino inalberato. Esatto. Ci esattamente. Te lo trovo io. Trovami il finale Gamgee nel tagliare l'erba. È la fine di un paragrafo. Finale con nel tagliare l'erba. Comunque il problema è che quando traducono, voi pensate che ci sia un team di persone che stia facendo la traduzione, che viene controllato, ricontrollato e quant'altro? In realtà no, cioè c'è uno che se lo becca, fa la traduzione, al massimo chiede un consiglio a qualche persona che sta là o che collabora con lui in quel reparto, però non è che viene controllato, ricontrollato, letto per evitare errori. Questo è un problema, specialmente non te lo aspetteresti dal Signore degli Anelli. Qua è chiaramente lo ha fatto questo lavoro qualcuno che non conosceva il Signore degli Anelli dal principio. No, il cavallino inalberato non è che è sbagliato, è semplicemente che tu mi smorzi la solennità del ruolo che ha nella storia, capito? È un po' come sto entrando a Disneyland, mi capisco. Cavallino rampante.
No, ma sai cos'è? È che è brutto, semplicemente. Non è sbagliato, ma è proprio brutto stilisticamente. Sarebbe bene in un'altra storia più fanciullesca, e soprattutto in una scena più fanciullesca. Tu vai in un villaggio con una sua fatta di caramelle, lo chiami così, ci sta. Sì. Però, insomma, non è quello che succede. Trovato. Fermi qua. Allora... A un certo punto, appunto, c'è Gandalf che sta spiegando i poteri a Frodo, i poteri dell'anello. E... Ma dove cazzo è? Fermi che l'ho perso di nuovo. Sei un genio, Rick. No, la mattina, eccolo qua. Un mortale. Te lo tengo. Un mortale che abbia... Forse no. Che cazzo... Oh, è difficilissimo trovare qua, eh. Rick sta imparando a leggere, scusate. Ma vaffanculo. Tranquillo, Rick, con le tue forze, non ti preoccupare. Vai, no, andate avanti a chiacchierare voi, io ho perso il segno, sono un coglione. Dunque, no, in realtà puoi anche trovare. Trovato. Allora, guardate, cioè, interrompe gli ospiti così. Sì, no, esattamente. Lo sapevo, per riempire i buchi lasciati da lui, vai. Esatto, è per quello che c'ho gli ospiti io, cioè così riempite i buchi mentre io cerco le parti. Allora, nella versione precedente, Gandalf dice: "Un mortale, caro Frodo, che possiede uno dei grandi anelli, non muore, ma non cresce e non arricchisce la propria vita. Continua semplicemente fin quando ogni singolo minuto è stanchezza ed esaurimento." Ok? Cioè, nel senso, è una frase comprensibile. Normale. Che va bene, diciamo che vogliamo rivedere questa frase, ci sta. E c'è scritto nella nuova traduzione: "Un mortale che detenga uno dei grandi anelli, Frodo, non muore, ma non cresce né ottiene più vita. Si limita a continuare finché da ultimo ogni istante viene in uggia." Ma come cazzo fai a tradurre così? Ma cosa? Mio Dio! Ma da chi sei andato ad aggiornarti? Dal nonno? Il nonno? Il problema non è manco uccia, il problema è proprio che ha zigocolato il pensiero, cioè non so... Cioè... Sembra una frase cannarsina. Ma anche perché, allora, sai cos'è? Qua posso parlare per par condicio. In questi tipi di scene, in un fantasy, quando vai a spiegare un concetto come un sistema magico, ti devi impegnare a renderlo il più comprensibile possibile, come se lo stessi spiegando a un bambino di 5 anni, sì. Che è quello che Tolkien cercava di fare nell'opera originale. Se tu però mi prendi quella che dovrebbe essere una spiegazione, è un po' come se tu prendessi, cazzo ne so, le istruzioni della lavatrice e le scrivessi nel stile nuovo, e dico, ma non è quello il senso, cioè devono essere... comprensibili e dritte al punto. E proprio già sono difficili di solito le istruzioni della lavatrice, poi se me le metti pure in stile nuovo finisce un casino. Cioè fuori di testa, ragazzi, fuori di testa. Io francamente ci sto nel renderle un pochino più, diciamo, epiche, una spiegazione, sì, anche certo. Che ne so, una cosa un pochino più, diciamo, solenne, però alla fine me la devi rendere leggibile. Qua è stata proprio montata la frase male, la devi leggere quattro volte per capire che cazzo vuoi dire. Con un'espressione che non è epica, è veramente un'espressione da nonni. No, cioè, nel senso, allora lì viene meno. Non è nemmeno da nonni, è proprio la costruzione della frase che complicata. Certo. Cioè, ed è pieno di cose così. Cioè, il primo volume è pieno di cose così. A un certo punto, nell'originale, quando Galadriel perde i poteri, nell'originale dice "I will be diminished", che significa letteralmente, ma ovviamente leggendo il contesto, significa "io mi ritiro", cioè "I will be diminished", è "io mi ritirerò", sì. O come dice nella traduzione dell'Aliata, "io perderò i miei poteri". Sì. E Fatica nella nuova traduzione traduce, il suo memoria non mi occorre neanche prenderlo, "mi sminuirò", cioè diminished viene tradotto con diminuito. "Io mi sminuirò", che non... nessuno direbbe mai una cosa del genere. No, terrificante. Quindi si è sollevato un vespaio incredibile con il primo volume, giustamente, perché ripeto, ci sono delle scelte. Poi, di fronte alle critiche continue che sono state mosse, Ottavio Fatica ha detto che
aspetterà l'uscita del terzo volume prima di rispondere alle critiche, ma... Quindi sta tentando di recuperare. Ma, come vedremo durante questa live, secondo il mio parere, proprio, ripeto, ho letto soltanto alcune cosette, già hanno aggiustato un po' il tiro in questo secondo volume. Però prima dobbiamo passare ai coppini, perché ce ne sono stati svariati coppini. Allora, c'è il coppino di Xerof 5, che per renderlo ancora più ingiusto, dice: il Signore degli Anelli fa cagare e non l'ho mai visto, schifatemi pure male! E il coppino quindi va... A chi va il coppino? Beh, direi a te. Tirami il coppino, dai. Ok, coppino. Poi c'è un coppino di Siord che dice: coppino a Rick che non sa consultare un libro e rompe il mood. Esatto, questo e poi c'è lo sottoscrivo. Bombo che dice: coppino a Dari. Così, senza motivazione. Più ingiusto di così non si può. Quindi... Comunque penso, cioè, non ci sarebbe nessun problema nel dire: va bene ragazzi, avete effettivamente ragione. Gualtiero Cannarsi ci ha pacato un euro. Grazie Gualtiero. Grazie. Comunque, dicevo, non ci c'è niente di male nel dire: la prossima edizione, raga, aggiustiamo questi... piccoli problemi, tanto insomma ha voglia a fare edizione, questa sarà la prima ristampa, ne faranno un sacco di altre, cioè, ti dico la quarta. Ni per un semplice fatto che prima dicevo, infatti con il buon Kal-El, e in realtà se tu hai a che fare con una trilogia, io preferisco che se tu fai una cazzata nel primo volume tu la porti avanti in modo coerente per tutto il resto, perché in realtà se tu devi tradurre una trilogia di un libro del genere, tu devi avere a priori in mente il progetto di traduzione. Sì, ma in che modo cambiare, ad esempio, nella nuova edizione quella frase che non si capiva potrebbe influire nell'efficacia degli altri libri? Ah, no, questo sono d'accordo. Il nome della locanda non torna oltre il primo libro, immagino. Quindi non vedo perché non possano cambiarlo. Sì, no, ma io parlavo di una cosa stilistica, capito? Cioè, nel senso, i nomi, mi sembra... sì. Perché i nomi, vabbè, anche qui in questo secondo volume cambiano dei nomi. E ragazzi, poi adesso io vi leggo l'indice e cominceremo già a rebrividire, perché c'è un capitolo con un nome importante cambiato. Vado a recuperare il libro, prendilo. Però no, io dicevo più che altro lo stile, cioè mi sembra, io ho letto le prime 20 pagine ieri e mi sembra che lo stile sia stato modificato. C'è una rottura stilistica. Quindi tu preferiresti che mantenessero lo stile, seppur scadente, in tutti e tre i libri. Io invece no, cioè direi non penso che abbiano fatto bene a buttar fuori il libro così come tu l'hai recensito e come è venuto fuori, e avrebbero dovuto fare uno studio a priori. Però dal momento che hanno avuto così tanto backlash, secondo me era inevitabile che tentassero di aggiustare il colpo, anche perché piuttosto che avere una trilogia scadente preferisco che il primo libro sia un po' scadente e gli altri due magari si risollevino, giusto per non avere tutto merda, insomma. No, sì, io sono con Ari, cioè alla fine anche semplicemente io sono venuto meno a quel principio che ti ho detto all'inizio, cioè di non leggere cose di cui so la storia. Sì. Con Harry Potter, che mi sono letto tutti quanti 12 anni fa, quando sono... No, vabbè, no, non che 12 anni fa. Tipo 6 anni fa, quando mi sono trasferito a Dublino, volevo imparare bene l'inglese, mi sono letto tutta la saga, no? Certo. E lì tu ti accorgi che non è la traduzione, perché l'ho letto ovviamente in lingua originale, quindi è proprio quello che voleva dire la Rowling, ti rendi conto di come cambi drasticamente il linguaggio e lo stile da libro a libro. Il primo libro era proprio infantile, l'ultimo era estremamente maturo, molto più complesso, molto più nello stile. Quindi a me non pesa in realtà, cioè non è una cosa così drammatica nel leggere una storia se cambia leggermente lo stile. Però, l'hanno fatto gli autori originali spesso. Però attenzione, qui c'è una differenza abissale. La scelta stilistica che differisce da libro a libro in Harry Potter è una scelta autoriale, cioè è l'autrice che ha cambiato i registri mano a mano che andava avanti. L'ha fatto proprio perché ogni libro voleva avere un'atmosfera precisa. Infatti il quinto è un noir, il sesto... Però se posso dire una cosa, secondo me, per quel che mi riguarda Harry Potter, io Harry Potter l'ho letta come saga sia in lingua originale che in italiano, e per esempio io lo trovo molto più scorrevole in italiano, non per una questione, io non ho problemi a leggere in inglese, ma proprio perché la traduzione che è stata fatta e l'adattamento, secondo me è molto più fluido, è molto più semplificato e tutto quanto. In inglese la Rowling scrive comunque in una maniera
vabbè, come scrivono gli inglesi, ma è leggermente più pesante, non è, non è esattamente così fluido come in italiano. Quindi in realtà una traduzione, pur cambiando, facendo certi cambiamenti di stile, può apporre un aspetto positivo, può migliorare qualcosa per come la vedo. Certo. Però appunto lì, come dire, i cambi di stile che ci sono, come stava dicendo appunto Rick, seguono quelli che erano anche quelli originali della Rowling, con il fatto che i primi libri sono proprio da ragazzi, però man mano che vai avanti maturano. E infatti, se tu leggi in originale Il Signore degli Anelli, Il Signore degli Anelli è letteralmente una filastrocca di 1200 pagine, sì, cioè fra il primo, secondo e terzo libro non ci sono cambiamenti di stile, capisci? Se comunque tu invece no, da traduttore mi fai questi cambi di stile, è un problema perché? Perché significa che già dal principio non avevi un progetto, cioè non sapevi quale scuola adottare, quale tecnica adottare. Con questo sono d'accordo, infatti è un problema. Secondo me dovrebbero rivederli tutti e tre alla fine di questa... dell'uscita del terzo, perché naturalmente non puoi lasciare un libro totalmente diverso stilisticamente dagli altri due, non ha minimamente senso. No, il terzo lo fanno tutto tipo in bolognese, capito? Cioè nel senso che dicono sai cosa facciamo? Allora, io non sono per niente d'accordo con Carella, ad esempio, sul fatto dei libri, perché a me onestamente non ho notato questa cosa, si vedeva una crescita proprio del racconto che in qualche modo cambiava con la crescita dei personaggi, ovviamente lì dove era molto più infantile quando loro erano bambini diventava molto più complesso quando diventavano adulti. E onestamente l'ho trovato super ultra mega scorrevole, al punto che pure quando sapevo cosa stava per succedere, io me lo sono letto con una passione pazzesca, mi ricordo, certo, che sono uno dei libri che sono proprio... Quindi no, non sono proprio d'accordo col fatto che lei scrive in maniera complessa, anzi dirò... No, ma non per intendere... Nemmeno poco scorrevole, capito? Cioè io l'ho trovato così tanto quello. Io dicevo solo che rispetto... Ho trovato l'edizione italiana più scorrevole, ma non per questo intendevo che quella originale sì, non lo fosse. Allora, questo è però... tu hai un bias che non puoi... al momento tradurre, perché ormai tu sei influenzato dal fatto che lo hai letto inizialmente in italiano, quindi vabbè, questo è un parere che ovviamente dipende da persona a persona, cioè, e non possiamo influenzarci. Aspetta, in realtà tecnicamente parlando io l'ho letto rumeno prima, io c'ho tre rumeno, quindi vabbè, ok, sì, però vabbè, voglio dire, ognuno c'ha... ma che lingua di merda è, è rumeno, allora ma è come se non l'hai letto prima. Intanto è più vicino al latino dell'italiano, quindi siamo già più aulici, eh? No, no, però vabbè, il discorso è ognuno di noi ha dei bias legati all'affezione, sì. Poi possiamo parlare soltanto quando abbiamo avuto la stessa esperienza, è sempre complicato in questi casi, però vabbè, personalmente io l'ho letto così, l'ho trovato molto scorrevole, molto piacevole, e per lo stesso ragione io non sono d'accordo con Rick quando dice che se cambiassero il secondo, cambiando leggermente lo stile, tu te ne accorgesti così tanto. Secondo me tu non te ne accorgi proprio, è soltanto, diventa quasi una cosa di principio secondo me, perché l'unica cosa è che quelle frasi, quelle poche frasi nel libro che ti facevano storcere il naso, non le trovi più. Non è che ti cambia il linguaggio al punto da sembrare un altro libro, un'altra persona che scrive, è esattamente la stessa persona, semplicemente se le fanno fare una revisione da qualcun altro, qualcuno le segnala, oh guarda, a pagina 14 è scritto sta cosa, non ho capito che cazzo hai scritto, la riarrangiamo, no, certo. E quella frase tu non la trovi, però lo stile non cambia, capito? Ma infatti io questa cosa qua la dico da persona consapevole di com'è il libro in originale, cioè nel senso, se tu non hai mai letto il libro in originale, credo che questa cosa tu non la noti particolarmente, però a me sì, è un problema, perché significa, allora, se tu, qualcuno in chat diceva era meglio a sto punto, sono d'accordo, se facevano uscire tutta la trilogia insieme, ecco, sarebbe stato molto meglio in quel caso lì, perché io che mi accorgo di queste cose, per me è evidente che loro sono partiti senza progetto. Prima dicevo con Calella, è come, ah peraltro guarda che maglietta c'ha Calella, Ari, guarda che maglietta c'ha Calella, ah, beh, giusto, è la tua maglietta Vader Retro, yeah, grande, Vader Retro, grazie Ari, visto che c'è questa, visto che c'è questa, ricordatevi che in chat viene fuori il negozio di Ari, lo trovate anche sotto, andate, ci trovate un sacco, esatto, di roba fighissima. E come dicevo, l'ultima trilogia di Star Wars, qual è il problema? Il problema è che è evidente che loro già dal primo episodio della nuova trilogia non sapevano dove andare a parare, infatti hanno cambiato in corso d'opera 2-3 volte. Per me questo, da persona che ci lavora con queste cose, non con Star Wars, ma con edizioni, eccetera, eccetera, è un problema, perché se tu invece approcci a una trilogia di questo livello, tu devi all'inizio avere una tecnica di traduzione inattaccabile, che pur sollevando inevitabili critiche,
tu porterai avanti al netto dell'opinione pubblica, perché sennò, cioè, nel senso, non è più un atto di traduzione. Forse è un atto di fatto un... proprio apposta il fatto di farli uscire in momenti differenti, cioè partendo già con le mani. Ma certo, avanti, è una trovata di marketing, ragazzi. Cioè, però, allora, sono d'accordo sulla questione del marketing. È ovvio che non li fai uscire tutti insieme. Sono d'accordissimo che tu li faccia uscire uno alla volta. Però io davo per scontato che la traduzione, il lavoro dietro, ce l'avessero già tutto pronto. Esatto. No, vabbè, ma non funziona mai così. Barba, sbagli. Guarda, no. Io conosco chi ha tradotto, per esempio, l'ultima edizione della Torre Nera di King. No. Tu devi partire non con tutta la traduzione già fatta, ma con un progetto di traduzione. Perché se tu da traduttore all'editore non porti e dici, guarda, queste sono tutte le scelte che farò durante l'intera saga, tu non avrai mai il contratto, capisci qual è il problema? Ma magari le hanno approvate quelle scelte ci sono già state, ma noi non lo sappiamo. E poi le hanno, c'è un errore di base che non è riguarda soltanto il traduttore, ma riguarda anche chi ha curato tutto, dal marketing ai diritti e tutto quanto. Però è ovvio che quello si è presentato e ha detto, guardate, il nome di questo lo cambio, però non è che ti ha portato la traduzione della, non lo so, del dialogo che non si capisce un cazzo. Quello è un problema interno a chi ha fatto la traduzione, ovviamente non lo controlla. L'unica cosa è che il progetto ci può stare quando ti dico, guarda, devo cambiare il nome di questo personaggio, e lì lo porti nel progetto. Non hai bisogno di avere tutta la traduzione a monte già fatta per questo. No, non quello. Cioè, per me è cambiato l'approccio. Comunque, vi leggo i titoli dei capitoli. Partiamo dalla sinossi, così poi cominciamo anche a buttarci intanto un po' nella lettura. Grazie Communist Boy che ci ha ospitato. C'è Frecht che ci ospita, nickname. C'è Calei che ci ospita, e poi c'è Communist Boy. Vecchio mio, cioè, grazie. Grazie. Comunque, allora, i capitoli sono la dipartita di Boromir, i cavalieri di Rohan, gli Uruk-hai, Barbalbero. Tranquilli, Barbalbero l'hanno tenuto così. No, è rimasto, anzi, l'hanno cambiato in Barbero. Barberalbero. L'ent che racconta la storia. Esatto. Abbiamo il cavaliere bianco, abbiamo il re del palazzo d'oro, abbiamo il fosso di Helm, la strada per Isengard, relitti e rottami, la voce di Saruman, il Palantir. Qui sembra tutto a posto. Sì. Smigol domato. Bene o male sì. Sì, c'è troppo silenzio. Il cambiamento che vedo sul primo capitolo, cos'è che hai detto, da addio di Boromir è diventato? Sì, è la dipartita di Boromir, che vabbè, cioè effettivamente vabbè. È un po' meno romantico. Si è dipartito. Esatto, ma più che altro mi sa di Boromir che viene rapito dagli alieni. Se ne va offeso, dice, oh, ascolta raga, io non ci sto più, ciao, mi diparto. Ah beh, da questo poi ci sta alla fine. C'è Smigol domato. Cioè, ecco, questo qua, dimmi com'è, che è il libro quarto, la traversata del Marese. Cos'è il Marese? No, è l'attraversamento delle paludi, che cazzo è il Marese? Il Marese! Lo sapevo che succedeva una roba del genere. La traversata del Molise questo a sto punto. Brutto. Il questo Marese. Io, se tu mi dici Marese, io penso a tutto tranne che alle paludi. Che poi, scusami un secondo, ma nell'originale è Swamps? È qualcosa tipo White Marsh, ma è Marsh, mi sembra. È Marsh? Infatti... Quindi hanno fatto una traduzione un po' più letteraria, però è veramente orribile. Ah, oh, vabbè, ma dai, ma come fai? Ma come fai a dire una roba del genere? Aspetta che... Il Marese! Cioè... Ma c'è l'anello del conte. Esatto. Sì, The Passage of the Marshes. Madonna santa! Vabbè, arrivato il Marese! È il Marese! Oh! Dead Marsh, esatto. No, in inglese no, è Dead Marsh. La buttare, sì. Fermati, mi dissocio dal lancio. Poi c'è La porta nera è chiusa, Coniglio stufato alle erbe aromatiche, La finestra occidente, Lo stagno proibito, Viaggio al crocevia, Le scale di Kirith Ungol, e attenzione ragazzi, attenzione. No. Ce la stavamo quasi facendo. Quasi a posto. Porca e la poi? Mamma di Vishnu. Ok, arriva il capitolo che è La tana di Shelob. Ah ragazzi, tenetevi forte perché questa è dura. Shelob. Porco il cazzo, si chiama così in originale, non c'è motivo di toccarla, è un nome come un altro e diventa La tana di Aragne, che in realtà per un veneto sembra aragne. Cioè io mi immagino Natalino Balasso che fa: perché Frodo prese la scala di Kirith Ungol e arrivò nella tana di aragne, e aragne era un ragno. Ma dai, Aragne, ma porca puttana, dopo la traversata del Marese, dopo il Marese, aragne.
Ma vaffanculo, capito? Ma vaffanculo. No, ma questa è stata proprio gratuita. Questa è gratuita. Proprio una... ti entra mi è arrivato come una gamba tesa in area. Aragne. Ma perché Shelob? Ma che cazzo c'ha di male Shelob? Ma chi... è un Goliant? Quando poi tradurranno il Silmarillion? Un Goliant cos'è che diventa? E otto gambe! Ma cosa? Che cazzo è? Aragne. Oh ragazzi, ma dicono la moglie di Arambe. Aragog. Arambe, esatto, Arambe. Arambe, no. Adesso cambierà Aragne nei commenti, cazzo. Sjord 1 aveva scritto Arambe, esatto. Arambe. Dai, Aragne, che ripeto, secondo me è Aragne, ma potrebbe essere Aragne, cioè potrebbe essere veramente veneto questo, eh. Cioè, Aragne. Che altro? Boh, allora sai che il fatto è che anche questo, effettivamente tu Shelob per l'etimologia del nome non hai come tradurlo, cioè è veramente impossibile. No, è quello il perché bello. In realtà ce l'ha un'etimologia, perché mi ricordo che avevo letto qualcosa del genere tipo fa, mi ricordo il fatto che lei si è chiamata Shelob, she, il she è per indicare che sia femmina, cioè è l'articolo femminile. Lob invece era qualcosa, è tipo un termine che viene usato per nell'inglese, quello antico, arcaico, per indicare i ragni. Però, ok, quindi suppongo che la sua cosa è detto, ok, devo indicare in qualche modo con un termine antico i ragni, prendo Aragne, che è la cosa più vicina dalla mitologia greca. La ragna, allora, scusami, andava meglio. Aragne. Aragne vive nelle traduzioni di Tolkien. Aragne e lasagna, infatti. La ragna. Vabbè, e l'ultimo capitolo si traduce con le scelte di Mastro Samplicio, e va bene così, però... Il mio caro Barbascura adesso deve anche sentire la traduzione, perché sai, quando hanno annunciato la traduzione di Fatica, stavo dicendo di cannarsi, di Fatica. Ho quindi tanto paura di confondermi. Esatto. La prima cosa che hanno pubblicato è la nuova traduzione della Poesia dell'Anello. Un anello per domarli, un anello per trovarli, un anello per... Allora, partiamo da qui, perché ovviamente anche questa è proprio all'inizio della nuova traduzione del secondo libro. E la nuova traduzione dice questo. Tre anelli ai re degli elfi sotto il cielo. Sette ai principi dei nani nell'aule di pietra. Nove agli uomini mortali dal fato crudele. Uno al nero sire sul suo trono tetro. Nella terra di Mordor dove le ombre si celano. Un anello per trovarli. Un anello uno per vincerli. Uno per radunarli e al buio avvincerli. Nella terra di Mordor dove le ombre si celano. Ora, se tu prendi l'originale, capisci che già qui c'è un problema, perché per esempio ci sono dei cambiamenti totalmente arbitrari. Ad esempio, un anello per trovarli, un anello per domarli, un anello per ghermirli. La ripetizione di un anello era fondamentale nella prima traduzione. Indispensabile, se vedi. Trocca una ripetizione, una musicalità, che è quello che deve essere il verso dell'anello. Sì, esatto. È una litania, quindi... Ma poi l'aule di pietra, il trono tetro, cioè se prendi l'originale proprio non ci siamo già lì. Però, infatti... allora, io qua, lo sai, devo sempre spezzare la lancia, perché aule di pietra è l'unica cazzo di cosa che per me è davvero geniale che abbiano fatto. È l'unica cosa decente. Non so se ti ricordi. Perché è il rimando al Valar. Aule, che è il creatore dei nani. Quella è una cosa furba, in effetti. Ci può stare, assolutamente. Sì, però non ha nulla a che vedere con l'originale. Cioè, nel senso, nell'originale è Dwarf Lords in their Hall of Stones. Cioè, nel senso, anche qui è una roba arbitraria. No, più o meno. Perché anche nel Silmarillion, che non è la sua traduzione, veniva usato il termine aule per indicare... diciamo gli spazi aperti, o per meglio dire i luoghi dove soggiornavano i Valar. Ok, no, ho capito quello che intendi, però di nuovo nella Poesia dell'Anello originale questa roba non c'è. Sì, però ripeto, capito, questa è l'unica cosa che io condono, l'unica, perché ha un senso logico e secondo me forse l'unica cosa che dico, ok, è molto furba come cosa. Tutto il resto no, è merda. Questo in cosa realtà proviamo a lanciarci. È sempre molto soggettivo. L'unico problema che secondo me, perdendo di musicalità, perdendo proprio di, non lo so, quella era una parte proprio classica. Quella secondo me non dovevi proprio toccare. Sì, quella era proprio. Sì, ma anche perché era quella pure. L'elisione della ripetizione di un anello non ha senso, perché nella traduzione, nell'originale è one ring two, one ring two, one ring two, cioè lo ripete rafforzare, capito? Qui elidono sta roba e dici, ma perché? E vabbè,
Partiamo? Proviamo a leggere partiamo qualche stralcio. Dai, aspettate, raga, purtroppo devo andare. Barba mando... scura si diparte. Si diparte. Capitano, grazie per essere vi mando stato con un noi. In bocca al lupo con il resto della, dell'analisi. Sto soffrendo per voi. Mamma mia. Una bella botta. C'è una bella nulla. Sofferenza. Ci vediamo presto, speriamo. A presto carissimo. Grazie mille per essere stato con noi. Ma va, figurati, grazie a voi. Ciao bello, ciao. Vai, sono pronto. Okay. Siamo pronti? Adesso fra poco distruggimi. Fra poco ci raggiungono anche il buon Barbaroffa, Dario Moccia e Agnese, quindi insomma, avremo di che bestemmiare. Allora, la dipartita di Boromir. Ok, quindi non l'addio, no, la dipartita. Ovviamente, ripeto, quello che farò sarà leggervi qualche stralcio, lo commentiamo e poi andiamo di pezzo in pezzo perché il libro non possiamo leggerlo tutto, ovviamente sono 600 pagine, non è il caso? No, non è il caso di leggerlo tutto. Aragorn si inerpicava in fretta su Barbaroffa, che è qui con noi. Ciao Barbaroffa! Ciao! Ehi! Ciao caro, non ti stiamo sentendo. C'è stato un urlo e poi si è mutato tutto. Non ha retto l'emozione. No, troppa emozione. Ora troppa mi sentite? Sì, ti sentiamo. Sì. Ciao, bellezza. Ok, ho sentito qualcosa che si inerpica su di me, ma non voglio interrompere. Aragorn si inerpica su di te. Allora, chi è? Aragne? Aragne! Anche se ho proposto un nome molto spettacolo. Più... Il nuovo spettacolo di Natalino Balasso! Aragne, ostia! Io propongo... Arachnella, molto porno anni 70, okay, vampirella. Buttiamo fuori Barbaroffa. Sì, buttalo. Ok, abbiamo appena espulso Barbaroffa dalla live. Merita anche tu nella rete di Aragnella a solo 9,90 all'ora. Ma caldissimo, sei caldissimo proprio. Mi autocoppino, Rick. Vai autocoppino a barba, vai autocoppino. Iniziamo subito. Bravo. Quindi, Aragorn si inerpicava in fretta su per la collina, ogni tanto si chinava a terra. Gli hobbit hanno il passo leggero e non è facile neanche per un forestale. E già qui c'è il dolore, già qui arriva il dolore. Rintracciarne le impronte, ma non lontano dalla cima, una sorgiva tagliava il sentiero e nella terra bagnata scorse quel che cercava. Non mi ero sbagliato, disse tra sé. Frodo è corso in cima alla collina, chissà cosa avrà visto, ma è tornato sui suoi passi e l'ha ridiscesa. Aragorn esitò, desiderava anche lui arrivare all'alto seggio, nella speranza di scoprirvi qualcosa che lo guidasse nelle perplessità, ma il tempo lo incalzava. Con un balzo improvviso si lanciò attraverso le grandi lastre di pietra e su per gli scalini verso la cima, poi sull'alto seggio, assiso, si guardò intorno. Ora, porca troia, a parte che non capisco perché alto seggio per due volte, così a buffo proprio, perché in realtà non c'era, è vero, ripete un po' alto seggio, ma sì. Guarda, solo che poi l'ultima frase dice solo seduto sull'alto seggio, giro lo sguardo tutto intorno, quindi quell'assigio, cos'è che hai detto? Assiso, aspetta. Totalmente superfluo. Vedi, a me bisognerebbe vedere l'originale, però. Eccolo qua. Come l'ha messo, perché se è un pianissimo seated, allora dobbiamo rendere la traduzione piana, cioè senza... Eccolo che adesso arriva. Allora, Aragorn hesitated. He desired to go to the high seat himself, hoping to see there's something that would guide him in his perplexities. But time was pressing. Suddenly he leaped forward and ran to the summit, across the great flagstones and up the steps. Then, sitting in the high seat, he looked out. E basta. Sì. Vedi? Però, vedi? Domanda. Vai. Qua abbiamo parlato di stone shelf, ho capito male, shelf come... Stone, aspetta un attimo, ti dico... Prima. No. Prima, sì. Flagstones. Prima ancora. And up the steps. The steps sono... Steps, perché sale gli scalini, perché sta andando sulla torre di... Sì, ma ho sentito prima che si riferiva al trono come un shelf, ho sentito male. No. Come he scappano. Desired to go to the high seat himself. No. Ah, ok. High seat himself. No, scusa, ho parlato con la S perché sì, mi piace fare... questo... mi piace leggere le cose come se fossi Allen Ginsberg, esatto. Sì. E in inglese mi piace fare questa voce. Moloch!
esatto, come un contadino del Missouri. Io quando parlo inglese parlo come se fossi, no, in realtà Rustin Cole di True Detective. Yes, and I saw the destiny in front of me and it sucked. Questo è sì, quello che mi sento un di... po' Sean Connery anche, volendo. Un po' Sean Connery, sì. Procediamo. Okay, andiamo avanti di qualche riga. Ma non vogliamo commentare il forestale? Forestale l'abbiamo già commentato a gogo. Guarda, sai che ci ho pensato per tanto tempo che parole avrei usato io se... Perché Ramingo, rispetto a Ranger, poteva essere non esattamente la cosa più adatta del mondo. Io sono perfettamente d'accordo. Anche se ha creato comunque un'aura romantica intorno a queste figure. Però, ma perché allora Ranger non me lo metti con Guardiano, porca troia? Cioè, non mettimelo Guardiano. Esattamente quello io nel mio video. Guardiano. Perché Vagabondo no. Guardiano. È un Guardiano, effettivamente. Il Ranger... è un guardiano, ma è molto più, cioè, se devo, certo che è un guardiano della foresta, va bene, però è molto più guardiano che forestale. Certo. No, forestale mi sembra veramente difficile da difendere, perché sì, sai cos'è? Più che altro anche da un punto di vista della trama è proprio sbagliato forestale, perché ormai tutte le terre a nord è brughiera, ormai neanche quasi più ci sono le foreste, perché sì. tutto il regno numero ormai è andato a farsi benedire. Ma io parlo anche dal punto di vista proprio linguistico, cioè proprio dal punto di vista dell'economia linguistica, cioè il principio per cui tu la lingua la usi per fare il minor sforzo possibile per essere più efficiente e meno ambiguo possibile. Cioè, se io dico forestale, la prima immagine che ho è un'altra, cioè sì, è proprio... Sì. Vabbè, esatto. La guardia, questo è ovvio. È comica proprio, sì. Guardiano, però, devo dire la verità, a me non fa impazzire come alternativa. Cioè, se dovessimo trovare un'alternativa con le spalle al muro, ok, forse guardiano, ma Ramingo mi sembra la cosa migliore perché ha un'idea di vagare, e guardiano esatto, mi sembra più statico. Ecco. Lì dipende, esatto, capito, dipende qual è l'aspetto che vuoi portare. È per questo che forestale è indifendibile. Io credo, cioè, se dovessi pensare al processo creativo che ha portato a questo abominio, penso che loro abbiano cercato una parola che mettesse insieme... Ecco, per esempio, Luca dice il guardaboschi. Ok, poteva essere guardaboschi? Avrebbe comunque fatto abbastanza brutto, però sarebbe stato un po' meglio di forestale. Sì. Anche però, come ha detto giustamente Kal-El... Più che altro, sai perché... Allora, per quanto guardaboschi possa sembrare male, però, per quello che diceva Barbaroffa prima, funziona meglio, perché guardaboschi ti sa già di qualcosa già di più antico, di più medievale, sì, per dire vero, così. Forestale, ti ho detto, pensi a Duccio e René alla fine della terza nella stagione, Jeep. Lì che perdono tempo e girano col Jeep. È proprio sbagliato per l'immagine. Allora, la traduzione, io ora non sono assolutamente un esperto, ma quello che tutti hanno sempre ripetuto, per la traduzione tu non devi guardare solo la traduzione letterale, quella più azzeccata, ma anche quella più culturale che si avvicina. E dire guardia forestale al giorno d'oggi ti evoca nella mente delle immagini completamente diverse rispetto a quello che è il ranger tolkieniano. Decisamente non romantiche come immagini, ecco, esatto, questo è il discorso, esatto. Capito? Guardia caccia, ecco, già guardia caccia sarebbe stato più bello. Oppure a questo punto tenevano Ranger e basta, solo che venivano in mente i Power Ranger poi, capito? Esatto, perciò però, secondo me Ramingo, tutto sommato, lasciacelo. Sì, infatti, guardia caccia, mi piace tantissimo perché è come il guardia caccia che è Hagrid, assolutamente. Sì, però sì, sì, lì però... si perde qualcosa dal punto di vista fonosimbolico, secondo me. Perché guardia caccia, già come parola composta, appesantisce. Ramingo, sì, proprio dal valore fonosimbolico, proprio zup, va. Quindi... È una parola baule, cioè nel senso sono due parole, due concetti messi insieme, quindi viene depotenziato, io sono d'accordo. Sì, un portmanteau, sì. Preferisco... Poi richiama anche ramo, capito? Quindi il richiamo alla foresta... Cos'è che chiama ramo? Ramo, ramingo. Ramingo. Ah, ok, pensavo guardia caccia, ho detto, no! dov'è il ramo del guardia caccia? Ok, Ranger dei Tremors, eccolo lì, perfetto, vedo... Ranger Smith di Yogi, esatto, vedo, cioè, sono tutte queste cose che boscaiolo, sono molto... Boscaiolo, dicono! Molto... Il boscaiolo, bellissimo! No, a sto punto il Redneck, cazzo, dai, Redneck esatto. Aragorn. Oppure Ranger, poi parentesi, non Power Ranger. E lo ripeti sempre. Ogni volta.
Sì. No, no, metti proprio Power Ranger, però Power tagliato proprio con la linea. Sono bellissimo, bellissimo. Cioè, la prima parte diventerebbe così. Le impronte degli Hobbit sono leggere, è difficile rintracciarsi anche per un Ranger, ma non Power Ranger, ma non lontano dalla cima. È bellissimo, cazzo. Ecco, l'abbiamo trovato, ma senza Power, bellissimo. Ma andiamo avanti di qualche pagina. Nuova traduzione. Presa l'ascia, il nano tagliò vari rami che legarono assieme con le corde degli archi, stendendo i mantelli sopra l'intelaiatura. Su questo catafalco, ecco, è innamorato della parola catafalco. No, sì, okay, trovato. Non avete idea di quante cazzo di volte scrive catafalco? Vabbè. Su questo catafalco improvvisato trasferirono la salma del compagno fino a riva, assieme ai trofei della sua ultima battaglia che scelsero per accompagnarlo. Era solo un breve tragitto, ma non fu impresa da poco perché Boromir era alto e robusto. Aragorn restò sul lungo fiume di guardia al catafalco, mentre Legolas e Gimli, col catafalco, si affrettavano dietro il catafalco a guadagnare a piedi Part Gale. No, sto scherzando ovviamente. A un miglio più di distanza. Ci volle un po' prima che tornassero con due barche, pagaiando con solerzia lungo l'argine. Vabbè, qua in realtà non ci sono cose particolarmente violente. C'era una però parte... No, posso fermare solo un attimo? Cioè, solo per dire il problema è quello che secondo me... Catafalco, cioè, a parte tutto, io per esempio... Io non l'avevo neanche mai sentita questa parola, ok? Perché non è così... Cioè, solo che... Se io chiedo in chat cos'è catafalco, secondo me la maggior parte, io non l'avrei saputo dire. Non fosse che ho letto qua che l'equivalente è barella, non mi sarebbe mai venuto in mente il catafalco è la barella. E questo è un problema. Cioè, certo, può essere anche un problema io che magari ho un registro linguistico molto ridotto, ok. Però porca miseria, perché non mettere barella, che conoscono anche i bambini, e mi devi mettere catafalco? La questione Covid, cioè barella, esatto. Ti viene subito in mente coronavirus, quindi evitano catafalco, almeno non pensi agli infermieri, ai dottori. Ma magari oppure anche quello che hai detto prima. Su qualsiasi cosa. Come in inglese? Ma lettiga. Scusami se ti ho interrompo. Lettiga. Lettiga, cioè nel senso quello, ma catafalco. Ma se, cioè nel senso... Però, ho interrotto forse Kalel che stava... Ma va bene interrompere Kalel, vedi, sì, non facciamolo parlare. Tanto è qua soltanto per riempire un po' l'immagine. Esatto. No, ma poi anche la questione che hai detto prima, tipo pagaiando o robe cos'era. Cioè, perché non mettere... Qua è remando. Perché sì, no? Sì. Cioè, ok che magari effettivamente quella si chiama pagare non remo. Ma porca puttana, perché ti devi complicare la vita? E questo è il concetto. Infatti adesso dobbiamo chiederci, ma Ottavio Fatica, chi ti ha pagaiato? Cioè, capito? Questo è chi ti ha pagaiato? Chi ti ha pagaiato? Ma sul pagaiare ci può anche stare, perché, non lo so, forse sì. Lo conoscevo io. Anche io non conoscevo catafalco. No, nemmeno io. No, ma no, scusatemi però. Ora, per curiosità, ho cercato catafalco. Non c'entra un cazzo, se tu cerchi catafalco ti escono delle... cerca catafalco su Google Immagini, per favore. Ti escono tipo... il catafalco è un'impalcatura in legno ricoperta da parati sulla quale si pone la bara o un simulacro durante le cerimonie funebri e le funzioni religiose. Ok, ma loro qui sono nella foresta inseguiti dagli Uruk-hai. Non è che si mettono a costruire un cazzo di catafalco per... No, prendono lo sbattono nella barca e lo buttano via. Ma ti hanno detto di sì. Il catafalco non è tipo la pira funeraria dei troiani o una roba del genere? Sì, allora, secondo la Treccani, allora, innanzitutto deriva dal greco kata, giù in basso, e fala, che è torre di legno, e ha tre significati. Come dici tu, cerimonia funebre è un'impalcatura che serve da sostegno alla bara, quindi come hai detto tu, poi scherzosamente una struttura o insieme di oggetti ammassati che colpisce per la sproporzionata voluminosità, quindi si può dire, ecco qua, oppure palco innalzato per gli spettacoli, quindi cioè, rischia addirittura di essere, per essere troppo ricercato, ironico. Sì, sì, assolutamente, sì, assolutamente. Hanno buttato su un catafalco, potrebbe essere ironico. Sul pagaiare, vabbè, qua... A parte che se io entro in casa di amici, vedo casino, dico, minchia che catafalco, quindi esatto. Da questo momento in poi, sì. Esatto. A casa un catafalco. Però è vero, perché cerchi su Google immagini, ti vengono fuori le impalcature in chiesa che non c'entrano un cazzo proprio. Quindi anche se uno volesse capire che cosa è il catafalco, vede una cosa che è totalmente fuori dal contesto forestale. Vi leggo l'originale perché è interessante. Allora dice, di nuovo farò il contadino del Missouri, quindi sopportatelo.
Taking his axe, the dwarf now cut several branches. These they lashed together with bowstrings and spread their cloaks upon the frame. Upon this Roth Beer, Beer scritto, Beer, se volete cercarlo è Roth Beer. Roth okay. Come si scrive? Roth è Rogue. Rogue è... Rozzo, semplicemente. Sì, 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 ok. They carried the body of their companion to the shore together with such trophies. Quindi è Bayer, credo sia. Non so se sia. È un modo. È sempre un termine ecco. Un po' più alto per dire Bayer. Cazzo. E allora era meglio lettino. Era meglio lettiga. È la lettiga quella su cui vengono posti i corpi dei vichinghi quando vengono messi sul fiume. E gli sei da fuoco. Sì, non è una pira. Non è un catafalco. Il catafalco è una cosa complessa. Cioè, nel senso se è... poi la devi accompagnare sull'acqua, non può essere ma poi, una pira. Poi, al netto, ripeto, quello che diceva Kalel, per me è perfetto. Catafalco non dice un cazzo al lettore. Ed è pure difficile capire di cosa si sta parlando. Quindi è una scelta sbagliata. Coppina Ricchi per la pronuncia da scaricatore di porto. Oh, you share will pay this madness. Oppure... cosa ancora migliore, toglilo. Lo adagiarono. Esatto, basta, lo adagiarono. Esatto. Togli proprio la... Esatto. No, esatto. Toglierlo non puoi perché la ripete due volte all'interno della frase e si ricollega. Cioè, puoi toglierlo magari una volta, ma due no. Perché stavo leggendo perché? Adesso tutta la frase. Perché due volte? Perché non lo puoi catamarano. Togliere, secondo me? Catamarano. Potresti togliere. Cioè, se è ambiguo, se devi spiegare, se devi andare ad impelagarti e rendere la traduzione brutta... Cioè, toglilo proprio, è importante che sia un catafalco, che sia una lettiga, che sia una barella, che sia una bar, lo adagiarono da qualche parte, cioè, non però, penso che no, sia funzionale. Ti spiego, perché tutto il paragrafo prima è incentrato su loro che costruiscono sto cazzo di catafalco, e effettivamente toglierlo è un errore proprio per quel che riguarda la sintassi, perché tu hai costruito tutta la frase incentrato su quel termine. Non puoi toglierlo, puoi non mettere puoi lasciare esatto. Barella, Dio, esatto. Sai che devi... a barella. No, potresti fare, sì, un giaciglio, potresti dire giaciglio, una roba del genere. Sì. Un ma guarda, giaciglio, secondo me forse. Lettiga è la cosa, cioè nel senso sì, viene utilizzata perché barella è un po' troppo lettiga. Sdoganato oggi. No, la lettiera no, Jack. La lettiera è quella dove caga la mia gatta, non è il caso. Povero Boromir. Smorza un po' l'atmosfera. Drammatica. Peraltro, grazie a Mr. Bog per i 50 bits e dice, quando è più grande si chiama Cataquila. Ok, mi autocoppina, giusto? Autocoppinati. La catapoiana. Ascoltate, dopo il catafalco, giaciglio anch'io lo preferisco, ma dopo il catafalco procediamo. C'è una cosa che mi perplime non poco. Perplime è una parola cannarsiana, ma esiste stavolta. A un certo punto, leggiamo all'inizio del capitolo I Cavalieri di Rohan, c'è una parte, anzi prima vi leggo stavolta la parte... in originale dovrebbe essere si gira pagina dove cazzo è cosa dopo nord gi- dovrebbe esserci una cosa che finisce con nord gira se mi dici gira ma dove cazzo proprio no è proprio all'inizio quindi no è proprio all'inizio fermi lì che adesso ve la trovo allora the riders of giù. Poi ti devo chiedere una cosa perché sono curioso di sapere come l'ha tradotta. South? No, nord. No. Ma cosa stai cercando? Sto cercando. Allora, cerchiamo a nord. Bellissimo, sembra Rick e Ari in autostrada in vacanza. Esatto. Se è vero. Il primo dei Cavalieri di Rohan. Il primo, alla fine del primo... Questo, Northwards, eccolo qua. Ah no, non l'avevo mica visto. Ok, perfetto. Allora, nell'origine, perché cercavo North e invece c'è scritto Northwards. Allora... A un certo punto nell'originale si legge quanto segue. The dale ran like a stony through between the ridged hills, and a trickling stream flowed among the boulders at the bottom. A cliff frowned upon the right, to their left rose grey slopes dim and shadowy in the late night. È molto poetica questa parte, molto sì. Bella, una descrizione molto molto bella. A parte per come l'hai letta te, però. No, invece è poetica proprio per quello. È come l'avrebbe letta Tolkien, peraltro. E nella... Dopo che è morto. la
traduzione della Aliata è molto fedele, perché la prende bene o male alla lettera e dice: la valle correva tra le creste dei colli, simile a un ghiaione, e un esile roscello mormorava in fondo tra le grosse pietre. Una rupe si ergeva minacciosa alla loro destra, mentre a sinistra si innalzavano grigi pendii, vaghi e indistinti nelle ombre della notte tarda. È una traduzione che, se voi prendete l'originale, guardate, è proprio fatta. Si perde un pelo la musicalità, perché quella di Tolkien è letteralmente una filastrocca. Mm-hmm. Allora qui fatica... fa una cosa che io in parte condivido, perché lui dice: vorrei dare importanza anche alla musicalità. E allora qui vorrei proprio sentire il parere di Barbaroffa, che questa roba la fa come professione, quindi scrive così il nuovo traduttore. Come una conca sassosa, la convalle correva tra le colline crestate e sul fondo un torrentello scorreva in mezzo ai massi. Una falesia si stagliava corrucciata sulla destra. Erti sulla sinistra, grigi pendii vaghi e ombrosi a tarda notte. Punto, peraltro. Quindi è proprio una frase veramente strana da un punto di vista di struttura. Mm. A me questo, devo dire, io dico la mia, poi ti lascio. A me questo crea un problema, perché in questo paragrafo, a parte che il paragrafo si discosta troppo da tutto il resto, cioè proprio sembra una roba messa lì e poi riparte la narrazione normale, cosa che in Tolkien non succede invece, perché è tutto molto coerente stilisticamente. Qui c'è questa roba che è fatta di allitterazioni e sonorità molto molto chiare, molto marcate, e però io qui sento veramente fortissima la presenza del traduttore, cioè io sento la scelta stilistica e questo mi crea un problema. È un bel problema. Allora, ti dico che in traduzione la prima cosa che deve esistere in traduzione e in interpretazione è l'invisibilità del traduttore. Mm-hmm, sì. Il traduttore non si deve vedere. Se lo vedi, o c'era bisogno, penso per esempio a un'interpretazione simultanea in cui succede qualcosa, che ne so, si rompe il micro, si rompono le cuffie e l'interprete segnala che la traduzione, il servizio di interpretazione non può continuare per motivi tecnici. Lì devi. Oppure le note a piè di pagina delle traduzioni nel momento in cui c'è qualcosa che proprio non puoi tradurre, oppure degli elementi culturali molto forti, penso anche alle traduzioni dei manga o cose del genere. Sì, oppure anche le battute che magari funzionano in una lingua e in un'altra non hanno senso. Esatto, anche se anche lì se una battuta funziona in un senso, funziona in una lingua, in un modo o nell'altro dovresti riuscire a trovare il modo. Ci sono tanti modi, penso alla battuta di Grasti che dice Saddam Hussein, Saddam Insane, no? Tradotto in Saddam Hussein, Saddam Mazzà. Sì, vedi, esatto. Non è che fai la nota per i ti inventi una supercazzola e vai. Però dovrei avere il testo sotto gli occhi. La musicalità è molto bella, mi piace, anche se falesia è un pochino troppo... cioè mi sembra un'altra parola di cui lui è innamoratissimo. Nella prima metà del libro l'ho trovata 4 volte falesia. Quattro volte. Io l'ho dovuta cercare adesso, perché insomma non penso che sia questione di... Sì, l'ignoranza c'è sempre, si impara sempre, però falesia io non l'ho mai utilizzato. Prima d'ora. No, è una cosa importante, perché qualcuno in chat diceva, giustamente, sono molto d'accordo, ma il fatto che un termine sia molto ricercato non è un difetto. Attenzione però, attenzione. Attenzione, perché volevo arrivare lì. Lo scopo principale della traduzione è conservare l'impatto, non le parole. Cioè, tu l'impatto che hai nel pubblico della lingua di partenza lo devi conservare nel pubblico della lingua d'arrivo. Se c'è un'espressione non oscura in lingua in partenza, perché metti un'espressione o un termine oscuro nella lingua d'arrivo? Sì, ci stai mettendo del tuo. Rick, puoi dirmi, scusa un attimo, puoi dirmi qual è il... perché non ho l'edizione originale sotto mano. Falesia, Tolkien come l'ha scritto in originale? Proprio il termine. Ah, adesso te lo dico, è proprio quello che ho letto. È allora, subito all'inizio della seconda frase. Sì, sì, falesia. È cliff è una piana, una parola di tutti i giorni. Esatto. Scogliera, al limite. Cliff frowned upon their right, che diventa una falesia, si stagliava corrucciata. Ma perché corrucciata? Sì, corrucciata frowned. Ci sta, frown upon. Sì, frowned, sì, è vero, sì. Hai ragione. Ma anche per una parete rocciosa, corrucciata. In inglese una rupe non fa così.
anche in inglese. Cioè, è un, la vedo come una cosa poetica, sinceramente. Sì, 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 è una cosa poetica. Vabbè, sì. Era Frown in originale. A parte Frown. Per la costruzione, è la classica parola che costruisce l'atmosfera, cioè il corrucciata sì, sì. Più che essere una descrizione. Right. Sì, esatto, sì. È più, una, sì. È più l'atmosfera. Anzi, che c'è, quindi. Tradotta Frown, Ottavio? Corrucciata, Frown upon. In realtà è già più corretto, guarda, questo è più corretto perché Frown letteralmente significa cipiglio. Sì. Qua era tradotto come minacciosa. Esatto, una rupe sì, mi sembra una, un po' più... Era corretto rupe qui, ma è più corretto sì, l'articolo, l'aggettivo lag. Sì, esatto. Corrucciata. Beh, oddio, si ergeva, però, vedi, si ergeva minacciosa con l'aliata, è letteralmente, sì. Cioè nel senso, tu perdi il contenitore poetico, però mantieni il significato, perché veramente sì. Frowned upon in questo caso è, c'è qualcosa di incazzato che ti guarda, ok? Quindi sì. Ci sta, io sono molto più in linea con la traduzione precedente che con questa, eh. Ma non solo, frown upon è anche un atteggiamento, in inglese si indica che qualcosa è frowned upon se non è molto accettato, quindi il fatto che sì. Questa rupe sia austera, e cioè io me lo vedo questo sì, profilo sì. Roccioso, che mentre questi passano la rupe non è contenta, guarda, è frowning upon. Sì, tipo, sì, non, sì. Non... Quindi sì. No, ma fallite, però... non è sbagliato, cioè perché c'è gente, no, gente non in chat. Sbagliato, non ho sbagliato, è che... Assolutamente. Solo l'impatto che è l'impatto, esatto. A parte che proprio anche in questo normalmente non direi questa cosa, ma nel contesto di cui abbiamo appena parlato, ovvero il voler mantenere una musicalità, quasi una poetica in tutto quello che si sta dicendo, Falesia stona secondo me con il resto della frase di fatica, perché è un suono molto Falesia è veramente forte, stridula. Sì, sì. Lo vogliamo rileggere, perché questa tua affermazione, Kalel, io non l'ho notata, volevo... Se è possibile, Rick, ti sì, 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 sì. Devo leggerlo con un tono particolare? Vuoi che lo reciti in no, modo... No, dicono di leggerlo normalmente perché molti non hanno capito come hai letto. No, ma non in inglese. Beh, ah, cioè, non nel in senso, inglese. No, no, lo leggo nella traduzione di fatica. A parte che il mio inglese, se non lo capite, avete dei problemi voi, altri signori. Ma andiamo avanti. Come una conca sassosa, la convalle correva tra le colline crestate e sul fondo un torrentello scorreva in mezzo ai massi. Una falesia si stagliava corrucciata sulla destra, erti sulla sinistra, grigi pendii vaghi e ombrosi a tarda notte. E a me crea problemi questa troncatura qua. A tarda notte, sì, che cioè, risentite questa cosa qua. Allora, una falesia si stagliava corrucciata sulla destra, punto e virgola, erti sulla sinistra, grigi pendii, vaghi e ombrosi a tarda notte. Cosa? Ah, c'è il punto e virgola? Sì, sì. Sì, a tarda notte cosa? Il si punto e virgola? Si guardavano? Si masturbavano? Non c'entra un cazzo lì. Più che altro, è per questo, guarda, è per questo che ti sembra così strano, perché c'è il punto e virgola. Tu, dopo il punto e virgola ti aspetteresti che tu fai una pausa per dare spazio ad un periodo molto più sviluppato, invece lo tronca subito. Non ha nessun ma senso, secondo me ci sta il punto e virgola invece, perché un punto sarebbe stato troppo, una virgola avrebbe allungato molto il periodo. Guarda, a me aspetta, non disturba. Sì, ma ti toglio una curiosità, perché ho come l'impressione che anche in originale abbia messo Tolkien il punto e virgola. Sì, vedi? Così. Sì, sì. Char left, rose, gray slopes, demon shadowy in the late night. Punto. Sì, ma c'è il verbo, cazzo. Cioè, qui il verbo, vuoi dirmi dov'è? Che è erti? Dim, dov'è? No, no, dim, rose. Rose, to the left. Rose, sì, rose sì. Gray slopes. Sì, sì. C'è il verbo, rose, gray slopes. Sì, sì. Ah, rose, qui rose, gray, il verbo sì, diventa... Rose come rise al passato. Esatto, sì, esatto. Esatto. Qui sì, esatto. Diventa... erti sulla sinistra, ma non è un verbo erti, no, infatti, non infatti... è un verbo, cazzo, ma scusa, sì, dove erti sulla sinistra, grigi pendii, vaghi, ombrosi, a tarda notte, però aspettate, cosa? Si ergevano sulla sinistra, ci potrebbe stare anche una elisione del verbo, se è sottointeso il verbo essere, ad esempio, alla vostra destra Parigi, alla vostra sinistra Berlino, dov'è il verbo? Non c'è verbo. Sì, ma non hai fatto una frase prima che non è troncata. Non hai fatto la frase prima, non c'è un no, ma io la sto buttando così, alla vostra destra, alla vostra sì, cioè, no, l'elisione del verbo, secondo me, non ci è sta. Una guida, secondo potrebbe me no. Starci. No, secondo me non ci sta qui, perché in realtà doveva essere sulla sinistra, si ergevano grigi pendii, ombrosi sì, a tarda notte, si ergevano, ma non erti sulla sinistra, cioè, sta frase veramente...
Cioè, ma Erti ha funzione aggettivale. Ho capito. Sì, appunto. Non, e non puoi lasciare la tronca così, una frase così. Cioè, nel senso, diciamo che ti stai prendendo una licenza poetica esagerata. Secondo sì, me. Ma ti stai prendendo una licenza poetica esagerata. Allora, me. Mettiamola così. Dire, perché qua si stanno usando, secondo me, delle parole molto forti a livello di traduzione. Dire è sbagliato, è giusto, okay, attenzione. Okay. È giusto, sì, è sbagliato? Certo. No. Hai ragione, è una mi merda. Mi piace, non mi piace. Se diciamo è una merda, sì, perfetto. Dire... è importante, dire una merda va bene, dire è giusto, è sbagliato. Ok, sai cosa facciamo? Dopo scrivo una mail a fatica, gli dico, ascolta, ma se dico che è sbagliato quello che hai scritto, preferisci è una merda quello che hai scritto? Vi interrompo che... un secondo, ci raggiungono gli amicici, amicici Agnese e ciao. Dario. Ciao ragazzi! Ciao belli! Ciao! Comunque volevo dire una cosa. Sentite qua, ma voi sapete cos'è un catafalco? Sì, sì. Cos'è? Sì, sì. Cos'è un catafalco? A Livorno spesso si usa per le ragazze brutte. Però... No. Mi dissocio! Mi dissocio, ovviamente, sì, però io ho detto a Livorno, ho detto io. A Livorno si dice questa cosa. Qualcuno? Quindi mi stai dicendo che Ghibli e Aragorn stavano costruendo una ragazza brutta per ferrare Livorno, voi. Mio Dio! No, no, ragazzi, a Carrara catafalco viene usato come a intendere, diciamo, una cosa che dà fastidio, nel senso una cosa ingombrante. Sì, e Boromir è una roba ingombrante. No, ma no, c'era anche nella Treccani, ingombrante. Cioè, nel senso di accozzaglia di cose messe insieme, per cui una ragazza brutta è una accozzaglia di elementi estetici buttati alla cazzo di cane. Più che altro mi rifaccio un po' quello che ha detto Agnese, cioè brutta ma anche ingombrante. Brutta e in mezzo ai coglioni, mettiamola così, dai. Cioè, secondo me è questo il che ostruisce il passaggio. Esatto. Questo è il catafalco, sì, credo. Sì. Quindi la rupe sarebbe dovuta essere catafaltica. Esatto, non lo so. Sì. Oddio, fantastico, fantastico. Comunque, volevo dire prima che tutto quello che stiamo, questa cosa che stiamo facendo è proprio l'espressione ennesima del nerdismo più totale ed è fantastico. Sì, sì, però, a me piace molto. Sì. Oh, ragazzi, linguistica ragazzi, mi chiedono di alzare il volume di Dario. Io non ho il controllo del volume di Dario, quindi se Dario... Ma io sono da cellulare, ma sono altissimo, sono cioè, più di così non possiamo, quindi ce lo teniamo così. Voi aguzzate bene l'orecchietto e alzate voi il volume, anche se so quando parla Barbaroffa un po' di fastidio ora, entra. Ora mi sento un attimo. Si cerca di abbassare un po' il volume di Barbaroffa, però non posso, non ho controllo sul volume degli ospiti. Comunque, dicevamo, dove eravamo arrivati? A proposito di fastidio, esatto, qua ci tengo a sottolinearlo, cioè un conto è dire è una merda e si può anche dire, perché sono giudizi estetici, però dire che una traduzione è sbagliata, a meno che non sia una traduzione tecnica, e sbagli il termine. Cioè io ti dico... sono triggerato, sì, perché anche quando si affrontò la questione di cannarsi, mm-hmm, è sbagliato, attenzione, è attaccabile, è brutto, non rispetta molte cose, però... sbagliato. Guarda, va bene. Beh, va certe bene. Frasi però, Barba, certe frasi però erano proprio sbagliate a livello sintattico, proprio in italiano. Quello sì. Sì. Certe cose erano desuete, brutte da sentire, sono d'accordo con te, però c'erano delle robe proprio che aveva sbagliato a livello sintattico e grammaticale. Quindi, effettivamente cannarsi è veramente indifendibile. Ho usato l'esempio più sbagliato, perché proprio la sintassi, i verbi. Hai usato la parola sbagliata, però. Ho usato la parola sbagliata, ho fatto l'esempio più di merda. No, in realtà, perché cioè, su certe cose è vero, è semplicemente desueto, non sbagliato. Su certe cose sì, un po'. Cannarsi è sempre a metà, un po' e un po'. Guarda, io adesso allora voglio andare in fondo a questa questione qua, Barbaroffa, perché la frase... Allora, io la ripeto e cerchiamo di analizzarla per bene. Vai. Allora, già una frase che comincia con una falesia, però una falesia... È sbagliata. Si stagliava corrocciata sulla destra, punto e cazzo virgola. Erti sulla sinistra, grigi pendii, vaghi e ombrosi, a tarda notte, punto. Tu puoi stare qua e dirmi che c'è... Il verbo sottinteso finché vuoi, ma questa frase sintatticamente è incompleta. No. Se c'è il verbo sottinteso non è incompleto. Ma dov'è? Mi dici qual è il verbo sottinteso? Esserci, ci sono. Esserci.
ci sono erti sulla sinistra grigi. Sì, no, erti sulla sinistra ci sono. Ti ripeto, la frase, cioè tu pensa a barca con i turisti alla vostra sinistra. Ma tu stai indicando, no, vedi, no, però qui, no, qui mi stai facendo una cosa, però mi stai facendo una cosa che è disonestella. Perché in realtà no, non è disonesta. Quando sei sulla barca, tu indichi alla vostra destra quella roba, indicando il contesto, è totalmente diverso. Tu qui non hai la faccia di uno che si volta e dice: guarda, sulla sinistra c'ho un paio di palle. Ma stanno o non stanno attraversando un paesaggio? O no? Proseguono, sì, in un miglio e più, ma non c'entra. Cioè, non comunque, c'è mica Gimli che sta facendo la guida turistica ad Aragorn qui, capito? Ok, però ci sono molte frasi che in italiano sottintendono il verbo esserci. Allora, aspetta, sto cercando... No, ci sono. Perché la frase, io so... La frase, per esempio, il punto e virgola nella funzione inglese è perfettamente... Come l'ha scritto Tolkien, è perfettamente corretto. Sì, sì, Perché tu puoi usare il punto e virgola... Se separi due concetti distinti ma uniti da un nesso logico, esatto. Se la seconda frase presenta una lista determinata da delle virgole, quindi quello che succede qua, perché lui ti descrive una parte, punto e virgola, una seconda parte dove continua ad elencare, sì, le cose. Però sai che cambia la punteggiatura tra italiano e inglese, quindi non mi ricordo se... Sto contando se questa cosa valga anche... Guarda, io sono d'accordo col fatto che esteticamente non è piacevole, ma dire che è sbagliato sintatticamente, secondo me, si va un po' più in là, perché okay, c'è, aspetta, una cosa trovato. Come l'elisione del verbo. Ho trovato. Allora, ti dico secondo me cos'è qui. Ok, allora, la prima frase, prima del punto e virgola, il verbo è si stagliava. Prima del punto e virgola c'è il verbo, si stagliava, non ci sono, si stagliano, ok? Se tu metti il punto e virgola... Allora, se mi togli il verbo nella seconda parte, devo presupporre che il verbo della prima parte rimane a reggere la seconda. Ma no, o ma no? Per esempio, no. L'Italia, ti spiego con una frase simile, l'Italia ha una costa orientale che è bagnata dal mar Adriatico, un bellissimo mare pescoso e abbondante, punto e virgola, a ovest il Tirreno. A vedi tarda che notte. Gira a tarda il Tirreno, però allora, va bene, ok, ragazzi, è brutto, però vedi che funziona. Io non sto indicando, non sono sulla barca, qua è buffo perché ci sono sempre elementi di acqua, però il verbo essere sottointeso, un verbo sottointeso può esistere, che sia brutto un altro discorso, ma dire che è sbagliato non sono d'accordo. Ma non avrebbe tanto senso mettere a tarda notte, non... il problema non è il verbo, è quello che voleva dire qualcosa. Vabbè, cosa avevo capito? Cioè, Ari, vai Ari. Sì, sì, vai. Cosa? Io? Ah no, io intendevo che il dire a tarda notte sembra che stia per dire qualcosa che in realtà viene interrotto dal punto. È proprio il contesto, cioè, appunto, dire a ovest il Tirreno, punto, tu, ok, puoi capirlo. Però cos'è che diceva lì? Sì, si ergevano, cioè si stagliavano. No, dopo... Cosa? Ah, dopo i compagni proseguirono con un miglio in direzione nord. È tutto molto interessante, però sto parlando da mezz'ora, magari andiamo avanti, ha ragione. Non focalizziamo troppo su sta cosa, se no non andiamo più avanti. Ok. Andiamo oltre. Vabbè. Mi sta sul cazzo Barbaroffa, adesso lo banno dalla chat. Esatto. No, per me io sono tutto il tempo a parlare, però poi la chat si rompe il cazzo, giustamente. No, ma hai ragione. Stiamo andando a cavare gli aragni dal volete andare avanti, dai, battete in ritirata, se capito, dai, forza, top linguista Barbaroffa. Voi avete sentito il discorso di aragne? Sì, quanto male vi ha fatto? No, non l'ho sentito. Io sì, assolutamente. Testa di minchia. Sono d'accordo, un po' con Nick, un po' con Ari, un po' con Barba, un po' con Calen. Diciamo che l'uomo del popolo diplomatico. Esatto. Uguale democristiano, sì, esatto. Top pavido. Ma così dai ragione a tutti, e c'hai ragione anche tu. Ho ragione anch'io nel dire che avete ragione, è tutto un grande mix, diciamo, però va bene così. Top Renzi. No, non è che sono Renzi.
Andiamo al capitolo 3. Il capitolo 3 è quello in cui c'è il rapimento di degli Uruk-hai che rapiscono gli Hobbit. Ok. Allora prendo un paragrafo a caso. Ok, così cominciamo a leggere e vediamo cosa succede. Però ecco, qui vorrei dire, scorrendo il libro, mentre Barbarossa diceva le sue cose, che ovviamente non hanno il minima cognizione scientifica, Kal-El riempiva l'immagine e Dario Moccia mentiva, io mi guardavo qualche altro paragrafo. Veramente, rispetto al primo volume, ci sono meno cose problematiche. Cioè, nel senso, e questo per me è ancora più grave, perché guizzano quelle parti lì, che poi invece... sono proprio dei punti in cui dici: voglio togliermi lo sfizio di mettere un'allitterazione con la C. Ok, che stai lì e dici: vabbè, ok, grazie che l'hai fatto. Speriamo non mi sgamino mettendo la parola con valle e falesia nella stessa frase. E vabbè, andiamo avanti. A pagina 77 della nuova edizione troviamo un paragrafo a caso. La banda d'orchi si avviò giù per uno stretto calanco che portava alla sottostante pianura immersa nelle brume. Merry e Pippin, separati da una dozzina o più d'orchi, scesero con loro. Pippin. E Merry non è più Brandybuck, ma è Brandine. Ricordo, Pippin dovrebbe essere il nome di Clefairy o di Clefable in giapponese. De che? Del Pokémon, ma quanto sei boomer, no, Rick? Non so un cazzo di Pokémon. Io vado avanti. Male. Io sono un boomer. Giunti al fondo, posarono i piedi sull'erba e gli hobbit si rincuorarono. E ora avanti dritto, urlò Ugluk. Per fortuna non hanno cambiato. Vi immaginate se mettevano i nomi degli orchi? Cioè, Ugluk cosa sarebbe diventato? Paolo. Merda manzo. Ugluk, anche conosciuto con il nome di Merda Manzo. Ma dai, ma è un nome famosissimo, popolarizzato da Celentano, il ragazzo della via Ugluk, no? Un orco famoso. Che testa di merda. Va bene, andiamo avanti. Simpatia comunque per dire che parla. In direzione ovest e un po' a nord, seguite Lugdush. Vabbè, qua in realtà c'è, devo dire che i dialoghi non li hanno. Ecco, un altro aspetto di cui mi accorgo è che nel primo volume era fortissima, tu sicuramente Kal-El te la ricordi, era fortissima la caratterizzazione dei personaggi, cioè ogni personaggio aveva un certo. Qui invece a me pare che sia totalmente andata persa. Cioè, nel senso, alla fine, se tu leggi come parlano gli Aragorn, i Gimli, sono più caratterizzati quelli dello Svarione degli Anelli, capito? Cioè, si è persa completamente. Anche questa cosa qua mi crea un problema, perché erano dei punti centrali del progetto di traduzione. Se tu a metà del progetto mi vieni meno su quella roba lì, che cazzo l'hai ritradotto a fare? Più che altro perché anche, cioè, proprio stupido, perché è logico che Gimli parli in un modo diverso e un po' più rozzo rispetto a un elfo millenario come può essere Legolas. Nello stesso modo gli Hobbit avranno un linguaggio completamente diverso. Boh, magari non ce la sbata e tu senti, ma chi me la fa fare di creare un registro linguistico per ognuno? Mettiamo tutto lo stesso. Sì, è che, ripeto, di nuovo è cambiare le carte in fase d'opera, che palle. Ma sarebbe bellissimo se avessero tradotto quei dialetti. I nani per me parlano marchigiano. Adesso devo fare la guerra con un elfo de merda, ma vedi un pochetto questo? Bellissimo. Gli Hobbit molisano, gli elfi veneti. Shelob veneto, no? Shelob veneto. Aragne! Ma no, in realtà vedi, Mordor è il veneto, perché c'è Kiritungol che è tipo Rovigo, e poi c'è Mordor con Barad-dûr che è Padova, evidentemente, no? Tipo, tu immaginati Sauron che fa... Ciao, dammi l'anneo, pezzo di merda! E diciamo che il metro è quello, Ciao, chi sei che mi ha tagliato il deo? Cioè, nel senso, e Lobby che risponde, e mo che mi fa, l'anello la io portai, me ne vai a Mordor, muovi, me ne con. Va, sotto al pose tutta Africa, questo è Sauron, ovviamente. ma una cosa che io non so, ma Dario e Agnese l'hanno letto il Signore degli Anelli? No, ma infatti non capisco. Come no? Cioè, sì, però non abbiamo letto la nuova edizione. Infatti, non ho capito perché ci hai invitato. Devo ancora capire. Beh, lo stiamo leggendo insieme adesso. Per ridicolizzarci. a parte.
a parte ridicolizzarvi, ma più che altro perché, come vedi, cioè, tu hai già avuto l'uscita del catafalco livornese, quindi, cioè, nel senso, io ti ho chiamato soltanto per quello, sei un po' la mascotte, capito? E poi perché Agnese, e poi perché Agnese è una persona seria, cioè, nel senso, io... Ma a me va bene essere buffoni, ci mancherebbe, però, no, la nuova traduzione non... Ho letto dei pezzettini, tra l'altro, se non erro, proprio forse sulla pagina di Calello, da, forse qualche pagina del genere. Sì, avevo postato alcuni estratti, possibile. Ah, ok. Però no, ho letto la vecchia edizione, io mi tengo la mia vecchia edizione, fighissima, tra l'altro. Però posso dire una cosa? Sì. Io allora non ho letto la traduzione nuova, quindi ovviamente non mi posso esprimere su tutto, però ho letto un articolo, non mi ricordo assolutamente di chi, che paragonava proprio alcune frasi della vecchia traduzione a quella nuova. Di Rob McQuack? No, non era Rob McQuack. Signor Giacomo? No, non era nessuno di loro. Praticamente, effettivamente, cioè, alcune... Non lo so, alcune frasi sembrava tornassero quasi di più in questa nuova traduzione. Victor, forse era Victor? No. Ok. E quindi c'è, cioè, in realtà guarda che noi, Dario, in realtà abbiamo invitato Agnese, non te, cioè nel senso, cioè, ti ricordo che Ari ha mandato il link ad Agnese. Aspetta, no, non è che noi abbiamo invitato Agnese, è stata Ari a invitare Agnese, poi viene, esatto. Perché hai potuto fare solo A, va bene, anche perché se dicevi no ti sparava il culo. Sono dovuto intervenire anch'io, perché così della doppia cosa, però ad Ari non interessa niente di te, come ad Agnese non interessa niente di me. Oh no, perfetto. Mi pare una effettiva lettura molto molto condivisibile. Sì, sono d'accordo. Ma mi sa che Dario si risveglia se parliamo della traduzione in francese dei nomi dei Pokémon. Lì ci sono delle perle pazzesche. Perché secondo me è proprio... Allora... È la lingua di merda in francese. Wow! Va bene! Così violento! Ma perché? Ok! La lingua di merda è come... Cioè, la puzza sotto il naso, no, cioè, quando vedi, ma perché non davano per quello, no, quando vedi il vecchietto di 95 anni con la bolletta che non sa come pagarla, eccetera, perché non sa proprio inserire date alle poste, e dice, cioè, ti fa pena, no? Guarda, io provo la stessa pena per il francese, cioè lo rispetto, wow, perché comunque ha una grande storia, eccetera, però ti fa un po' pena. Quello per me è il mio rapporto col francese. Per quanto riguarda è una lingua che è proprio stata fatta male rispetto all'italiano, che è la migliore lingua del mondo, però no, vabbè, ma qui non sai che non posso sindacare sui nomi tradotti del francese, in francese, perché fondamentalmente i nomi americani, quelli che adottiamo noi, cioè Pikachu è universale, però Charizard sì, è un nome americano e non è il nome giapponese. Il nome giapponese è Lizardon, quindi diciamo che la traduzione, cioè la traduzione, i nomi più fedeli sono quelli giapponesi. Noi stiamo adottando la versione americana, che ci va bene, però i nomi originali sono quelli giapponesi, però il francese ha voluto ritradurre qualcosa di già tradotto dagli americani. Ma guarda che avviene anche in tedesco, anche in tedesco sono stati ritradotti. Anche in tedesco, sì. Dracafeu e Charizard. Forse lo spagnolo anche l'ha tradotto, non mi ricordo. Sono state tradotte in cinese. Ma quindi adesso non riesco ad aver adottato i nomi giapponesi. Però stiamo dirottando, io top dirottatore. No, in realtà sto cercando un passo. Cerco io che tu non lo trovi. Ha senso quello che dici, Mario. Stiamo aprendo una parentesi in attesa che Rick trovi il passo. Diciamo. No, ma ha senso, perché infatti il discorso dell'adottare i nomi, vedendo che succederà anche. Infatti nella serie del Signore degli Anelli, che deve uscire, quella di Amazon Prime, vedremo i personaggi che diranno: oh, look, a Forestale, probabilmente, a questo punto. A Forestale. Posso dire... Entro a gamba tesa, perché ho notato una cosa fenomenale, che veramente questa qua merita tantissimo. Allora, come sapete, i Cavalieri di Rohan hanno vari soprannomi per Gandalf. Corvo Tempesta, e quello tranquilli, l'hanno lasciato Corvo Tempesta. E poi lo chiamano anche Gandalf...
grigio manto, ok, grigio manto, che è in originale Gandalf Greyheim, che è letteralmente grigio manto, ok? Sì. Sapete come l'hanno ritradotto? E questo, non ha, questo secondo me è un ictus. Cioè, questo è un ictus del traduttore, perché non ha nessun senso. Gandalf permanente scura, come cazzo. Super grigione, man. Non potrete mai indovinarlo proprio perché è un ictus. È indubitabile. Pelo grigio. No. Kabija. Gandalf. Kabija. Ma quella del porno? Kabija. Kabija. Bigio. Io l'ho letto e ho detto, questo è un errore, è, forse è Kappa Grigia, no? Kappa Bigia. Kappa Bigia, qua in Toscana la vedo Bigia, lo utilizziamo quando la vediamo un po' fumosa. Comunque sì, infatti è un toscanismo, sì, è vero. Kappa Bigia comunque. A Firenze dicono la vergo buia. No, allora... Esiste perché bigio è proprio la tonalità di grigio, sì. Quel grigio cenere, ma fa cagare la merda. Sì, sì, infatti. Sì, però capite bene, che... anche qui l'impatto, cioè nel senso Greyheim è una cosa comunque abbastanza seria, non è una cosa per prenderlo per il culo. Corvo Tempesta più che altro è fatto per prendere per il culo Gandalf, mentre Grigio Manto è molto più serio, è molto più in linea con Gandalf. Infatti sono dei cavalieri di Rohan che si permettono di chiamarlo così, ok? Perché comunque c'è un senso di soggezione. Kabija invece è quello che direi è il mio vicino di casa rincoglionito, capito? Ah, guarda, c'è... Eccolo, Kabija, come dire? Ehi là, Kabija! Uè, Kabija! Sempre il solito coglione. Cioè, capito, non è da... Non c'entra un cazzo. Ricorda un po' Mojo come... Cioè, nel senso... Esatto. Kabija. Kabija. Cosa, Dario? No, K è, credo sia il mantello, e Bigia, il mantello grigio, via, insomma, sì. Vabbè, però è, cioè, fa ridere, capito? Io quando ho visto Kabija... Sembra più una voce del traduttore, cioè, guardate ragazzi, conosco questi termini. Si sembra doverlo fare per forza per cambiare. Sì, è vero, è verissimo. Ma guarda, quello è il mio stato d'animo, quello che ha detto Agnese. Cioè, per me, 99% delle cose di questa traduzione mi sembrano fatte giusto per farle, perché non mi possono pagare se copio il 90% della traduzione precedente, devo cambiare un po' le cose, quindi mettiamo cose alla cazzo di cane. Sì, sono d'accordo. Perché a noi la qualità ci ha rotto il cazzo! Evviva la merda! Evviva la merda! Spettacolo. Kabija devo dire che è abbastanza trucida. Come... Sì. Andiamo al capitolo su Barbalbero, dai. Vediamo un po' se troviamo qualcosa di succulento su Barbalbero. Tribird. Allora, siamo quasi all'inizio, dove dice... Hai avuto la sensazione... Eccolo qua, perfetto. Barbalbero l'hanno lasciato, sì. Ok, sì. Barbalbero l'hanno lasciato. Hanno cambiato gli altri nomi degli ent, che però vabbè, chi cazzo se ne frega. Allora... Poverini, ma sì, ma poveri, associazioni turcheniani, pianta e pianticella. Cioè, come hanno tradotto il nome di quell'ente appassionato di immagini piccantine giapponesi? In originale era Entai, se non ricordo male. Madonna, vai, io me ne vado. Lasciamo qui da solo Barbarofa. No. Ari, non possiamo lasciarlo qui da solo. Eventualmente lo banno. Cioè, magari stai facendo dei danni. Non è così che funziona il web, Ari. Riesco a distruggere l'impero di Dufer. Le persone nello schermo sono piccolissime. Madonna santa. Allora dai, leggiamo. I due hobbit si trovarono di fronte. Ti prego, leggi da sopra, perché voglio vedere anche come parla Balbalbero. Cioè... Comincia da lì, okay. Il tuo parlo. Va bene. Grazie. Allora, no. Hai avuto come la sensazione che la foresta ti piacesse? Questa sì che è bella, bontà tua. Disse una strana voce. Giratevi, così posso guardarvi bene in faccia. Ho come l'impressione che voi due non mi piacciate, ma non corriamo troppo. Giratevi. Due grosse mani nocchierute si posarono sulle loro spalle. Nocchierute! Io ti bestemmio in live prima o poi, se andiamo avanti così, sappilo. Le vostre facce non mi piacciono, giratevi, e con le grosse mani, cioè sembra proprio manipolare. Io l'ho detto che era hentai il lente che stava parlando. Ma come si fa? Ma da dove l'ha trovata fuori nocchierute? Allora, in originale, cioè nell'edizione di prima era le mani dalle giunture nodose, che è perfetto. Sì, esatto. È proprio perché per un albero. Appunto, sì.
Nocchie rute. Ah, poi io non me lo ricordo dove, forse dopo lo ritrovo, però si è inventato anche la parola sussurrevole. Ok, cioè nel senso... cioè, sussurrevole è carino, però. Vabbè, però mettilo insieme a nocchie rute non è più carino, capito? Cioè, nel senso, no, beh, sì. Si capisce che c'è una malattia. Vabbè, due grosse mani nocchie rute si posarono sulle loro spalle e delicatamente ma irresistibilmente li costrinsero a voltarsi. Poi due grandi braccia li sollevarono. Muscolute, allora, cioè nel senso a sto punto... Che brutto! Bracciute. Bracciute, due braccia bracciute. I due hobbit si trovarono di fronte a un viso invero straordinario. Apparteneva a una grossa sagoma simile a un uomo, per non dire a un troll, quindi a Dellimello, alta più di 4 metri, assai robusta, con una testa alta e quasi priva di collo, quindi Maurizio Costanzo. Difficile dire Barba Costanzo doveva chiamarsi. Se fosse rivestita di una specie di corteccia grigio-verde o se si trattasse della cute. In ogni caso, le braccia, appena staccate dal corpo, non erano grinzose, ma coperte di una pelle liscia e bruna. I grandi piedi avevano 7 dita l'uno. La parte inferiore del lungo viso era coperta da un'ampia barba grigia, cespugliosa, quasi ramuta alle radici, sottile e muscosa alle punte. Ma sul momento gli hobbit notarono solo gli occhi. Quegli occhi profondi ora li esaminavano, lenti e solenni, ma assai penetranti. Erano marrone, venato da una luce verde. In seguito Pippin cercò spesso di descrivere la prima impressione ricevuta. E poi la leggiamo. Perché hanno messo i metri? Hanno cambiato il sistema metrico. Cioè è sempre stato in piedi o comunque quello che usavano loro. Questa è l'unica cosa che mi sento di lodare, perché il sistema di metri è vero, però è una cosa che io in realtà ho sempre apprezzato del Signore degli Anelli, perché ci sta più all'interno del mondo, per dire così, per come la vedo io. Quello hai ragione, quello sì, quello ti posso dare il ragione. Cambiamento in metri, per dirti, non l'avevo neanche notato io. Però hai perfettamente ragione. Io apprezzo un po' il cambiamento in metri, però... No, cioè, da un punto di vista della comodità nostra, assolutamente. Però... Sarebbe interessante vedere se poi, perché nel corso del romanzo ci sono tanti momenti in cui ci sono dei sistemi metrici. Per esempio, non so, quando misurano in leghe la distanza fra una città e l'altra. Bisognerebbe trovare la parte in cui, tipo, si hanno tradotto in chilometri a sto punto. Aspetta, forse, vabbè, tu vai avanti che... Forse prima parlavano di legge. Dicono di andare un po' di pagina avanti e leggere la poesia di Barbalbero. La poesia di Barbalbero, va bene, sì, va sì, bene, sì. Va bene. Allora, devo sentire. Eccola qua. Ah, aspetta, sai... Sì. Ricordavo bene, all'inizio dei Cavalieri di Rohan, la parte della rupe e tutto quanto, qua usa miglio, quindi guarda un attimo cosa diceva è subito miglio. Lì. Allora, aspetta che dovevo ritrovare la parte. Quella proprio... Subito lì, indietro. No, è il subito capitolo all'inizio precedente. Del capitolo 2. Okay. All'inizio del capitolo 2, giusto? Sì. Ah, no, questi sono gli Uruk-hai, aspetta, i Cavalieri di Rohan. Muil, due lunghe dorsali, fianco occidentale. È subito dopo lo stacco dove inizia il secondo paragrafo, quello della valle, quello che abbiamo letto prima. Oppure per cambiare a tutti i costi scrivi in sistema imperiale, poi tra parentesi in metri. Così lo rendi sicuramente brutto e pesante, no? Circa... Sai che non lo trovo. Vabbè, se mai lo cerchiamo dopo. Sì, vabbè, perché c'è da vedere se hanno cambiato entrambe le cose oppure no. Non trovo le miglia, sinceramente. Vabbè. Leggiamo la poesia di Barbalbero, dai. Allora, la poesia di Barbalbero. Allora, la leggo prima in inglese, sì, così con Allen Ginsberg. Con la mia Allen Ginsberg voice. Per me è molto, molto, molto in linea con la voce di Barbalbero. Cioè, se devo immaginarmi la voce di Barbalbero, me la immagino proprio con quella di un contadino del Missouri oppure di Allen Ginsberg. Quindi, learn now the lore of living creatures, first named for the free peoples, eldest of all the elf children, dwarf the delver, dark are his houses, ant the earthborn, old as mountains, man the mortal, master of horses, beaver the builder, buck the leaper, bear be hunter, boar the fighter, hound is angry, hare is fearful.
Eagle in Airy, Ox in Pester, Harthorn crowned, Hawk is swiftest, Swan the widest, Serpent coldest. Ora, la grazie per averla rovinata. Ma come? Beh, ma mi sembri Jeremy Irons in Dungeons and Dragons, ok? Quindi con piacere. Yes! No. Yes! Però c'è un dettaglio importante. Questo era Barbalbero che parlava, sì? Sì. Visto che nella prima cosa che ha detto ha menzionato la parola lore, forse si poteva cambiare in Sabaku no Maiku nella nuova edizione. È vero. Allora, la traduzione della poesia di Barbalbero è la seguente. Ma la maio, cioè, adesso scusate, mi stanno pensando che questa sia la mia pronuncia dell'inglese. No, non è così, tranquilli, cioè, nel senso, no, allora, sto facendo testa di minchia. Va bene, allora, la traduzione dice così. Apprendi ora la tradizione delle creature viventi. Noma prima i quattro popoli liberi. Noma. Cosa vuol dire? Noma. 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 È voce del verbo nomare. Noma. Cos'è nomare? Nomare. Noma è nomare, nominare. Però ragazzi, Noma è nominare. Perché come? Era, no, il verbo in originale non era tipo ricorda, remember, qualcosa del sì, genere. Sì, ricorda, ricorda. Ricorda che sono quattro libere genti. Cioè, e infatti first name the four. First name the four, dice. Però non è nomare. Nominal, ma al massimo nomina prima. Mi sembra un po' un salto, cioè nel senso tu nel momento in cui nomini qualcosa ne menzioni il nome, quindi lo ricordi. Quindi però denunciare come... Secondo me è cioè, nomare, nomare ci può stare. È morto... Eccolo, eccolo. Sì, no. Sì. Secondo me è Mona no, i primi quattro. Mona, Mona okay, beh. Hanno invertito le sillabe. È Mona i primi quattro. Forse è chiamare, tipo, prima chiama i quattro. No? Sì, sì, no. Tipo, le... sì, 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 esatto. Nomare significa... Ci sta, non è, allora, non credo, però è un po' bruttino. È bruttissimo. Ma anche perché mentre lo leggi sembrava no virgola ma e cioè sembrava cos'è che c'è scritto no virgola ma prima i quattro i popoli liberi, cioè questo è il suono che ha. Io l'ho già sentito il verbo nomare e non è top onestamente, non mi piace. Ci può anche stare, però è tirato, non mi piace. Però è un po' difficile, più che altro perché tipo nell'edizione della Bompiani era ricorda, che è diverso, perché non è name. È un po' difficile, perché l'unica cosa più vicina che mi viene da tradurre è nomina, però nomina è brutto. Noma, per quanto sia brutto, sì. Se lo sa un po' di arcaico. Boh, no, io non so se nessuno mai a Dario Moccia l'ha nomato, cioè nel senso, non so se Dario sei stato nomato. Sua madre lo nomò Dario. Probabilmente, mia madre, sì, sì. No, ma si può fare anche con i nick questa cosa qua, cioè con i soprannomi eccetera, cioè nomare, è comunque nomare. Sì, sì, sì. Kal-El, per esempio, lui si è nomato da solo chiamandosi Kal-El, no? Esatto. Oppure se in estate vuoi andare in montagna, nomare. Oh mio Dio. Aspetta, no, fate silenzio per 10 secondi, per piacere. 10 secondi di silenzio, nessuno dica nulla. Comunque, mi dicono, scusa se ho interrotto, ma io, Rick, è normale che interrompa il silenzio. Nella versione papera dei Promessi Sposi, Rokerdak era il mai nomato invece dell'innominato. Quindi, vedete? Quindi no, è una citazione di Rokerdak. Io lo accetto, Se lo dice Topolino, sì, io lo accetto. Basta, fatto. Ti ho sentito citare... in inglese i pezzi del Signore degli Anelli te li ricordi quindi a memoria bene o male? Li stavo leggendo Kal-El. No, semplicemente siccome l'ha letto prima mi ero ricordato quello che aveva appena letto la memoria. Fino a 30 secondi fa mi arriva, non di più, però no, non è perché... figurati, io le filastrocche e questo lo dico, io le salto quando rileggo il Signore degli Anelli perché sono due coglioni, ok? Bellissimi. No, si scherza, ovviamente. Terzo mondo dell'intelletto, ragazzi, riempite la chat di terzo mondo dell'intelletto per Kal-El. Terzo mondo dell'intelletto, per sono fiero, ok? Voglio e leggere terzo mondo dell'intelletto, voglio le guerre, io non voglio sapere tua zia che cazzo ha fatto, tu che mi racconti in prosa voglio le guerre. Io mi dissocio totalmente da quello che ha detto Kal-El. ma quindi Kal-El, cioè, ripeti un attimo, Nero, cioè tu hai detto che non hai mai letto che cosa, che salti che cosa? No, la sua carta d'identità.
e le canzoni dello Hobbit, salto le poesie. Nel Signore degli Anelli salti le poesie. Sì. Sei molto coraggioso a dire una cosa del genere, ti dico la verità, io sono un pochino d'accordo con te, alcune parti del Signore degli Anelli sono difficili da leggere. Purtroppo, guardate questo utente per favore, Zaid 389, Tom Bombadil, Top Tortura. Smetti di leggere qualsiasi cosa, smetti di leggere i cartelli, i manifesti per strada, i manifesti mortuari, è tutto inutile, è tutto inutile. Ma come tortura? È, cazzo, è proprio l'apice del fantasy. Tolkien ti sta descrivendo il fantasy tutto con quei capitoli su Tom Bombadil. C'è un cazzo, un viaggio nel tempo all'indietro, dove vai all'origine del mondo e poi torni al presente. Ma di cosa stiamo parlando? Questa figura mistica che non si sa dov'è, che galleggia tra un umano e un dio, una persona che... Ma di che cosa stiamo parlando? Dario, però grazie, scusami Dario, se ti interrompo. Grazie Dario. Io penso che ti sbagli, Dario, perché Tom Bombadil mi sembra che fosse in Harry Potter. Sì, sicuramente. Butta fuori, Barbara! No, ho cercato di triggerarlo, non... evidente. Io non sono un grande fan di Harry Potter, lo dico, lo ammetto. Non sono così fissato, ecco. Riconosco il valore dei libri, però non sono un Potterhead, assolutamente, che fa l'esame delle case su internet. Meno male. Ma che casa appartengono? Il tatuaggio. Sì, il tatuaggio. Perché io ci credo, perché noi ci chiediamo in alto le bacchette. Non sono così, ecco. Però se ci fosse un test che ti dice in quale stanza di casa di Tom Bombadil potresti trovare casa, subito lo farei, cazzo. Subito. No, ragazzi, Tom Bombadil, ma quanto è bello il suo arrivo con la canzoncina in lontananza in quel bosco, con il vassoio a forma di una foglia con sopra i loti, questa la sua musa misteriosa, Gandalf che dice è inutile dargli l'anello perché tanto se ne dimenticherebbe. Ma esatto, no, cioè, misterioso, quando fascinante. Tu sei con Bombadil è totale lore, cioè nel senso, chi veramente si rompe il cazzo con il capitolo di Bombadil? Gente, si è perso per strada degli spunti di lore sull'anello e su tutto quello che ne consegue, che proprio, cioè, è un capitolo... Ma a parte la lore, Rick, io ti devo essere sincero, quando io mi lessi la parte del, diciamo, trip mentale che si fanno loro, dove vanno all'indietro e ti racconta tutto, all'origine della foresta, delle acque, veniva da piangere, cioè ero proprio commosso, perché Tolkien è riuscito improvvisamente nel mezzo a un... Non ti dico un road movie, comunque loro che percorrono questa avventura, perché diciamo il primo libro è molto più avventuroso, no? Fanno tappa dopo tappa con insidie sempre, è un battle shonen praticamente, e quindi è molto divertente come cosa. A un certo punto lui interrompe, stacca, e qui capisco, ora senza ironia e scherzi, capisco i lettori che dicono porca puttana, stavo seguendo un'avventura tutto sommato abbastanza lineare e come si può, fluida, e a un certo punto Tolkien interrompe questo ritmo per buttarti dentro a una casa di questo sconosciuto, tra virgolette, che a un certo punto addirittura li ammaglia a tal punto da fargli fare questo viaggio mentale da sconvolgere completamente. Quindi un po' la trama si arena, però è bellissimo perché se lo vedi come una roba a sé, Tom Bombadil diventa veramente una roba straordinaria, mega fantasy davvero, sembra proprio un tributo al fantasy, la gente che teorizza chi è, che figura è, che ruolo può ricoprire Tom Bombadil, secondo me è proprio l'essenza del fantasy, cioè Tolkien ti sta spiegando con quel personaggio in che cosa devi credere quando leggi un fantasy, secondo me, poi ovviamente non è mai stata data una spiegazione ufficiale, quindi è per questo che non è stato messo nel film, perché avrebbe bloccato. No, avrebbe bloccato, cioè in un film non può... Ha fatto benissimo infatti a toglierlo dal film, sono stato d'accordissimo con Secondo me non è vero che interrompe la narrazione, cioè questo è proprio chi dice che la parte di Tom Bombadil interrompa la narrazione, sbagliatissimo, perché arriva nel momento esatto in assoluto per tutto quello che succede. Sì. E io non mi riferivo a quello, cioè la no, parte... io sono d'accordo con Calè, però ho detto semplicemente che capisco chi dice cazzo, però a un certo, cioè il ritmo cambia, questo lo posso capire, però in realtà no, perché gli salva il culo, poi c'è tutta la parte degli spettri, dei tumuli, insomma, comunque fa parte della trama e fa parte del loro viaggio, però in un film non avrebbe funzionato mai. È lunghissimo quella parte. Mai. Ma secondo me infatti la maggior parte delle persone che critica la parte di Tom Bombadil è proprio per la sua mancanza nel film, nel senso... Molte persone hanno visto il film, si sono avvicinati dopo ai libri, arrivano in quella parte che ovviamente nel film manca, magari loro non se l'aspettano, effettivamente è una parte un po' lunghina
e loro dicono: ah, cacchio, però sta cosa cos'è? Se non l'hanno messa nel film non è importante, perché mi stai raccontando sta cosa? Mm-hmm. E tendono a volerla skippare. E infatti, cioè, secondo me è quello per lo più il ragionamento che ma ci poi dà. Il discorso qual è? È che te stai facendo vedere un viaggio, no? Il viaggio dell'eroe di una compagnia che si stanno avviando verso delle mete. A un certo punto gli poni un obiettivo nel film, te gli stai narrando quella cosa, e a un certo punto il pubblico già che si ritrovava, io me lo ricordo perché c'era andato al cinema proprio quando uscì il primo, e c'erano anche i miei genitori, e già i miei genitori erano, che non conoscevano il libro, erano completamente sbaragliati da una sequela di nomi per loro incomprensibili, una sequela di eventi, già all'inizio che ti spara subito la storia dell'anello con il popolo dei nani, degli uomini, ti dà un sacco di informazioni, e in più Jackson avrebbe dovuto metterci tutto quel discorso sull'universo, la foresta, cioè, sarebbe stato veramente impossibile, secondo me. No, infatti i film secondo me sono uno dei perfetti esempi di compromesso narrativo fra un libro che è intrasponibile e la miglior possibilità che avevi per portarla al cinema, quindi io ho una stima enorme di quei film. Infatti ti ho regalato Jackson qualcosa poi... di... Sì. Dario Moccia è d'accordo con tutti, infatti. Sì, vai. Non è vero. A inserircele le filastrocche molto malamente nello Hobbit. Oddio no? Santo! Con Dio le canzoni. Le canzoncine. E lì è caduto tutto. Anche perché sennò non riusciva a coprire lo screen time di due film. Sì, esatto. Non voglio che entriamo nell'argomento trasposizione cinematografica degli Hobbit. No, grazie. Non no. Parliamo di quella andiamo avanti. Zona oscura. No, perché ci sono traumi che non riesco ad affrontare ancora, ragazzi. Quindi vi prego. Direi di procedere. Però il primo non era manco. Anzi, il primo e il secondo non erano manco dispiaciuti come film. A me il primo. Tutto sommato ci sta, e il secondo perde un botto, il terzo è un abominio. Mamma di quelli mia, che terzo proprio... Però qua devo fare l'avvocato del diavolo e no. Dire oh Madonna Santa, aspetta, Barbaroppa, che io lo devo dire, l'avvocato del diavolo, e io faccio l'obiezione a priori, dai, vai. Vabbè, bannate. No, come ha detto Kal-El, cioè, bisogna anche pensare il punto di partenza del libro dell'Hobbit, che secondo me ha uno spessore anche proprio fisico. Sì. Totalmente diverso rispetto al Signore degli Anelli, cioè l'Hobbit è quasi un libro più per bambini proprio. Sì, certo. Invece... Sì, quindi sì, primo e secondo ci sta. E il film è per mentecatti invece, sì, cioè, nel senso, ho capito, se tu fai... Il film è poco onesto, ma le canzoni, francamente... non mi sono totalmente dispiaciuto. Ma a me non hanno dato tutto quel fastidio, più che altro a me è piaciuta l'idea di Jackson di integrare al racconto dell'Hobbit le appendici del Signore degli Anelli, così in un certo senso a livello proprio cinematografico colleghi meglio tutta la saga, però poi e lì era impossibile inventata. Sì, c'è roba inventata, e poi lì vabbè, quello anche del Signore degli Anelli, però anche lì ci sono degli errori che te non potevi correggere, tipo le discrepanze tra il flashback di Bilbo nel Signore degli Anelli quando trova l'anello, che era già l'attore che interpreta Bilbo. Sì. E invece nell'Hobbit quando trova l'anello c'è il flashback, non è un flashback, insomma ti raccontano il flashback che ti hai visto nel Signore degli Anelli e l'attore è diverso, ma lì non potevi farci niente, però questa quella discrepanza qui è molto bella, sì, no, è figa, è molto figa, l'indovinello, tutto il molto gradevole, sì. La cosa che veramente non è perdonabile secondo me è il bisogno fisiologico, cioè proprio quasi di fare per forza una trilogia quando quel film poteva essere benissimo condensato, cioè non andare a parlare. Pensavo il bisogno fisiologico di sesso nell'Hobbit, pensavo ti riferissi a quello, sì, il momento erotico. Oddio, esatto, la storia d'amore fra l'elfa e il nano è proprio una cosa cringissima. Attenta che ci bannano da Twitch. Mi dissocio, però è una cosa cringissima, davvero. No, io pensavo al primo incontro. Tra... questo che stai dicendo. Stai dicendo che esatto. Le persone affette di nanismo non meritano di provare l'amore e la gnocca? No, mi dissocio. Dalle tue parole. Madonna, quel Kal-El quanto tu, wow. Ragazzi. Non no, io per incontro d'amore intendevo. Nulla io ne frega. Ma attacca tutti. No, perché quando, no, giustamente, quando dici i nani non possono fare questo, Kal-El si sente chiamato in causa. Cioè, no! Al mio 1,83 di altezza. Delicatissimo. Io comunque per incontro d'amore intendevo Smeagol che si incontra per la prima volta con Bilbo. Sì, ho 1,83. 1,83, 1,84. 1,63, Kal-El, 1,63. Sì, infatti mi hanno scritturato. Ma non è vero, poverino.
Volevo chiedere, lo chiamano, parla... ma no, ma lo chiamano, lo chiamano il Tom Cruise di YouTube Italia lui, no? Ma perché con questi video che faccio gli stunt da soli e me la rischio ogni volta. Però almeno non sei dentro a Scientology, dai, ti è andata bene. Aspetta un po', aspetta. Aspettiamo. Dopo questa live, Kalel potrebbe anche ripensare. Tu hai mai visto il capo di Scientology e me nella stessa stanza? Madonna santa. Dovremmo farlo uscire, Kalel. Ok. Ascolta, riprendiamo sta cazzo di poesia di Barbalbero. Sì. Quindi dopo Noma, cioè pensate che sto trip è partito da Noma, ok? Ma io non oso pensare a cosa arriveremo poi con le prossime... Vabbè, Noma prima i quattro, i popoli liberi, i più antichi di tutti gli elfi, Nano lo scavatore, Buio il suo alloggio, Ent nato dalla terra, antico come i monti, Uomo il mortale, Signore dei cavalli, Castor il costruttore, Daino il saldatore. No, perché Daino saldatore? Dopo il forestale c'è il saldatore, giustamente, il muratore. Orso il cacciatore d'api, Cinghiale il combattente, che era il lottatore prima, vabbè. Buono, cane ha fame, lepre ha paura. Come cane ha fame? Ma perché? Sì. Perché no, è vero, ma perché sì, anche Tolkien... Hound is è più corretta questa di traduzione. È vero. Hound is angry, ma Hound è mastino, però non è... Vabbè, sì, ok. Vabbè, ma la radice germanica. Radice germanica, okay. Hund, cane. Hund. Hund. Sì. Aquila nel nido, bue nel pascolo. Aquila nel nido. È giusto, sì, anche questo, è giusto anche questo. Aquila rapace, in effetti, sì. Cervo di corna coronato. Falco il più veloce. Cigno il più bianco, serpente il più freddo. Sì, sì. Vabbè, c'ha il senso, dai. Onesto. Beh, dal commento sembrava che fosse chissà quale merda, in realtà. No, infatti, l'hanno anche migliorata. La merda, quella che tocca fatica. Cioè, ci sono anche delle scelte buone, alcune anche ottime. È che sono molto poche quelle scelte ottime rispetto a quelle un po' del cazzo. Vero, Aragne? Scusate. C'è un coppino. Però con Falco mi aspettavo anche un catafalco qua buttato. Catafalco, quanto, esatto. A proposito di scelte di merda, quanto non ci piace catafalco. Mamma mia, catafalco. Senso. Non so catafalco. Se è peggio catafalco o falesia, sinceramente. C'è un coppino ingiusto di Nick Olaf che dice: in realtà chiedo che Dario vi faccia vedere un vero goblin. Quindi quando Dario torna... quando arriva lo farò. Cioè, non so se lo può fare, no, in realtà non lo so. Ok, allora tanta, appena torna il vero goblin. Tanta paura, comunque. E poi volevo ringraziare Off Topic 24 che ci ha fatto un ride. E grazie. Antonio Amades de Usp che ci sta ospitando. Grazie. Direi di andare avanti, perché mi sembra, non so, che il capitolo sugli Ent sia abbastanza tranquillo in realtà. Cioè, sto vedendo qualche parte, ma non mi pare che ci siano grandi... Andiamo un bel po' avanti... Quindi capitolo su Barbalbero a posto. La voce di Saruman. C'è il Cavaliere Bianco. Il Cavaliere Bianco, che è il capitolo successivo. Ma è politicamente corretto per gli standard attuali il Cavaliere Bianco? Non ho capito quello che hai detto. È politicamente corretto per gli standard attuali il Cavaliere Bianco? The White Rider, quindi... Perché al Cavaliere Bianco non gli devi cacare cazzo! Era così, no? Cioè, era così. Sì. Il Cavaliere Nero. Arcavaliere bianco, arcavaliere nero, non mi devi cagare il cazzo. Forse si dovrebbe dire cavaliere caucasico. Ditemi che ha tradotto cavaliere caucasico. cavaliere caucasico, lo voglio vedere. Bellissimo. Prendiamo una parte di questo capitolo, dai. Andiamo. Siamo all'inizio, è il secondo paragrafo e leggiamo. Per un po' i compagni a quattro zampe cercarono a tastoni nel terreno. L'albero incombeva dolente su di loro con le foglie secche che adesso pendevano flosce e crepitavano al vento gelido dall'est. Aragorn cominciò pian piano a allontanarsi. Lontanarsi? Come allontanarsi? Lontanarsi. Ora, va bene. Perché? Anche qua, cioè, proprio il motivo è perché? Vabbè. Io mi lontano. No, io no. Lontaniamoci. La politica della lontanazione è quella del coronavirus. Vedi, questo è quello di cui dicevo prima. C'è proprio il cambiamento nel nome del cambiamento. Giusto per cambiare. Esatto. Ma sai, qui io questa cosa l'ho detta nel video del primo volume. Qui c'è un problema di necessità di
necessità politica di distanziarsi dalla precedente, cioè si vede proprio, si vede che loro vogliono creare una percezione diversa, perché la precedente traduzione era stata fagocitata, come abbiamo detto, dalle destre e via dicendo, e questo è il problema. E quindi boh, sono molto perplesso, ma andiamo avanti. Boh. Volevi dire qualcosa tu, Barba? Ho visto che stavi... Sì, ho sentito leggendo Collodi, ultimamente lo sto rileggendo, Pinocchio, visto Muffito al posto di Ammuffito, quindi lontanare Muffito. Mamma mia. Un tozzo di pane Muffito, così. Sì, quindi... sì, sì. Ma io l'ho sentito un sacco, non solo in Collodi, viene usato molto spesso, non nella lingua colloquiale, però ci sta. Sì. Però tra tutte le cose, lontanarsi, ok, cioè se si deve dare un sapore fantasy, secondo me ci sono degli esempi molto più cicciosi della bruttezza. Non so, cioè, io lo vedo veramente come diciamo prima, cioè il cambiamento per giustificare il cambiamento, esatto. non mi piace, non mi piace. Però giunse alle ceneri del fuoco da bivacco vicino alla sponda del fiume e poi iniziò a percorrere a ritroso il terreno fino al poggio dove si era combattuta la battaglia. Di colpo si chinò fin quasi a sfiorare l'erba con la faccia, poi chiamò gli altri che arrivarono di corsa. «Finalmente abbiamo qualche informazione», disse Aragorn, e mostrò a tutti una foglia spezzata. Una grande foglia pallida, di un colore dorato, ormai brunita dallo sbiadimento. «Ecco una foglia di Mallorn, di Lorien, con qualche briciolina attaccata, e nell'erba ce ne sono altre. E guardate, vicino ci sono anche frammenti di corda tagliata». Ed ecco il coltello che l'ha tagliata. Vabbè, qua è quando c'è Aragorn che fa tipo la signora in giallo e quindi si mette a cercare tutte le prove per capire chi è il colpevole. Andiamo al prossimo paragrafo, perché ripeto, qui va bene, cioè mi sembra che vada abbastanza bene, a parte il lontanarsi. Di lì a poco Aragorn rinvenne nuovi indizi. In un punto presso la sponda dell'entorrente, l'entorrente com'è che si chiama? Aspetta, non so dove sei ora. Ah, lentalluvio. Lentalluvio è diventato lentorrente. Dove sei? Perché? Com'è in inglese? Allora, di lì a poco, Aragorn. Guarda, ti dico subito. Mi ricordo in inglese. No, eccolo qua. Un po' di Entwash. Entwash è in inglese. Mm. Entalluvio, entorrente. Devo dire che Entalluvio a me piaceva tanto. Sì, sì, sì. Cioè, nel senso, è proprio bello Entalluvio. È proprio il nome di un fiume. Più che altro wash inteso come non corpo d'acqua, un corso d'acqua. Sì. Cioè wash io l'ho sentito molto raramente, quindi tenere alluvio come espressione marcata, quindi non comune, secondo me ci starebbe di più entalluvio, entorrente. Sì, sì, sì. Sì, sì, sono d'accordo. Secondo me perde tanto, sinceramente. Sì, entorrente semplifica tutto, perché ha fatto perdere come sempre quell'aura mistica che aveva quel termine. Sì, sì, appiana troppo, sì. Vabbè. In un punto presso la sponda dell'entorrente si imbatté in qualche orma, impronte di hobbit, ma troppo superficiali per cavarne molto. Poi di nuovo sotto il tronco di un grande albero proprio ai margini del bosco scoprirono altre impronte. La terra era arida, brulla e non rivelava molto. E si va avanti. Dopodiché i tre cacciatori si immersero nella foresta di Fangorn. Legolas e Gimli lasciarono seguire le tracce ad Aragorn, che non aveva molto da vedere. Il suolo della foresta era secco e coperto da un cumulo di foglie, ma convinto che i fuggiaschi si sarebbero tenuti vicini all'acqua, tornava spesso sulle rive del fiume. Fu così che pervenne nel posto dove Merry e Pippin avevano bevuto e immerso i piedi. Lì sotto gli occhi di tutti c'erano le impronte di due hobbit, uno un po' più piccolo dell'altro. Anche qua, perdonatemi, sì, sì. Ma pervenire ha un altro significato. Dove? Cioè, pervenne. Fu così che pervenne nel posto dove Merry e Pippin avevano bevuto. Anche qua, è una ricercatezza inutile, perché in realtà... che arrivò? Cioè, pervenire è quando si perviene a una decisione, si perviene a un accordo, si perviene ad altre cose. In realtà, pervenire vuol dire è quando tu arrivi in un punto dopo che hai fatto un lungo viaggio particolarmente faticoso. Quindi in realtà suona di... cioè, non mi piace come suona... Però in effetti, contando che questa è la conclusione di questa investigazione che Aragorn sta conducendo, è corretto, però è straricercato, però è stracorretto da un punto di vista del significato del termine. Bisognerebbe vedere in originale. In originale è "So it was that he came upon the place where Merry and Pippin had drunk and bathed their feet." He came upon. He came upon. Però "come upon" mi sa di pervenire. Sì. Mi sa di pervenire. Oh, okay. Proprio come verbo frasale, "come upon"
per venire dal latino. E poi qua il dizionario. Io di solito quando uso per venire lo uso in senso figurato, cioè si perviene a una decisione, si perviene a un accordo. Quindi sì, cioè nel linguaggio usuale si usa così effettivamente. Sì, perché, però... perché tu lo dici dopo una magari una lunga discussione dove le due parti si accordano su un qualcosa e giungono, quindi sì, arrivano a un compromesso. Sì, però nello spostamento compromesso fisico è molto meno usato, cioè nel senso si dice assolutamente molto. È quello, capito, che mi... però a Rick nei commenti. Cosa? Rick, metti caso che se ti mettevano in talluvio nella traduzione attuale e in torrente fosse quella precedente, ti sentiresti schifato solo perché agli esseri umani la verità fa schifo. No, non è vero, Liam. Per esempio, scusami, ti faccio un esempio, sempre preso da questa cosa qua. Secondo me, cioè, non l'abbiamo ancora incontrato, ma io l'ho già visto. Trombatorione, ok? Quindi la costruzione del fosso di Helm, ovviamente qui è ritradotta. A me piace di più come è tradotta qui. Qui la traduce con Borgo Corvo. Ok, Borgo Corno, scusami, Borgo Corno. Sinceramente, poi andiamo a vedere l'originale tutto, a me piace di più. Io non è che schifo a priori la traduzione. È Entalluvio. Anche, sì, è anche una questione di suono, cioè Entalluvio ha una... sì, ha una musicalità. Poetica, esatto, che Entorrente non ha. Sembra che abbiano messo insieme Torrente e Ent... come quando scegli di fare un logo e vuoi mettere per forza il tuo nome assieme a un concetto e viene fuori una cozzaglia, esatto, di roba brutta. Tra l'altro, senza contare che Borgo Corno è la traduzione letterale, perché in inglese era Hornburg, cioè letteralmente Borgo Corno. Esatto, e c'è Peyor che dice Catafalco no e Alluvio sì, no, no vecchio mio, drizza le orecchie, collega i polpastrelli al cervello prima di scrivere, perché è una cosa importante. Sempre. Allora... e se uno mi scrive al posto di un torrente c'è un alluvio, gli sputo in testa, ok? Ma se c'è il nome proprio di un fiumiciattolo, non è un torrente, l'intalluvio è letteralmente un fiumiciattolo, è un ruscellino che attraversa Fangorn, ok? Se tu mi scrivi Entorrente, mi dai proprio una percezione diversa, ed è un nome proprio di un luogo, quindi non c'entra un cazzo alluvio e catafalco. Catafalco è per designare un oggetto e Entalluvio è il nome di una cosa, ok? Di un nome di un fiume in questo caso. Quindi vorrei aggiungere qualcosa, Rick, perché quello che ha contestato questa cosa Entalluvio e catafalco, secondo me solleva un buon punto, ma la cosa che bisogna vedere è il testo di partenza, perché se tu vai a vedere Entwash, wash utilizzato non come verbo lavare, ma come torrente, è un'espressione marcata linguisticamente. Marcato vuol dire che è un'espressione che i parlanti non riconoscono come espressione di tutti i giorni. Ecco perché, secondo me, nella traduzione, a espressione marcata si traduce con un'altra espressione marcata. Sì, perciò, se wash dici, oddio, è strano che è, oh sì, è un torrente, alluvio, traduci alluvio, secondo me, è più fedele. Oltre ad essere più fedele, è anche più bello, perché alluvio è più musicale, torrente è più... Sì. Secondo me questo è... Queste spiegazioni mi arrapa un botto. Cioè... oh, Kalel, guarda la mano, purtroppo sono un uomo sposato, ma no, scrivimi in privato. Sappiamo che sarebbe solo sesso con Kalel, quindi insomma puoi tranquillamente... Cioè, io sono sicuro che Federella... chiuderebbe un occhio, anzi guardate, se volete fare quello che voglio, io li chiudo tutti e due, cazzo, perché non voglio vedervi qui su Twitch, possiamo? Qui su Twitch, adesso distruggiamo Ma per una sola volta, perché questo è bannato. Noi ci dissociamo, però dissociamo voi in anticipo, esatto. Ah, quindi vi dissociate dall'amore tra due uomini? Perfetto, no! No. Ci dissociamo proprio oggi, no. Ci dissociamo dal sesso fra due uomini. No, sto scherzando. No, non era quello che volevo dire. No, anzi. Top inquisitore, Rick. Ha detto, si sta sviluppando un trombatorrione in live. No. Prego, qualcuno può dire, c'ho il trombatorrione in tiro? No, qualcuno può dirlo? No, io può. No, mi spiace. Ari, non tu posso non puoi dirlo. C'ho un trombatorione che non avete idea. Mi si è sviluppato un trombatorione nelle mutande. In realtà sembra più un tumore che qualcosa di... Anzi no, scusatemi. Mi si è sviluppato un borgo corno nelle mutande. Ancora peggio se ci pensate. Rick, te lo devo dire, quando prima stavi criticando la parola pervenire, è iniziato così. Ma perché pervenire... E io mi aspettavo delle istruzioni. Tipo, no, come senso. Si fa? Rick.
Bellissimo, bellissimo. Io, sai che mi diverto ancora quando la gente in chat si stupisce, tipo adesso c'è Svarione della Terra di Merdor che dice Rick modalità Chaotic Evil. Non hanno ancora capito che io sono l'incarnazione, sì, del Chaotic Evil. Sì, io ho capito, cioè, Barbaruffa mi ha conosciuto di persona, abbiamo passato dei giorni. Dio solo sa cosa è successo a Berlino. Dio solo sa. Cioè, capito? Infatti la frase che mi è rimasta più impressa di quella gita con Barbaruffa è lui che mi fa: Rick, ma non avrei mai detto che fossi così politicamente scorretto. A me è rimasto tanto anche il singhiozzo che gli è rimasto per tipo tutta la serata. Io tanto cazzo, avevo rimosso il singhiozzo di Barbaruffa. Un singhiozzo, Dio. Mari, ma perché tu ti ricordi solo delle cose inutili? Perché era divertente. Ah, ragazzi, Ari non si ricorda niente delle cose più fondamentali della nostra vita, ma si ricorda del singhiozzo di Barbaroffa a Berlino. Rendiamoci conto. Top momenti. Top momenti, vero? Top momenti, vero. Davvero. Il singhioffo. Da il singhioffo. Allora, andiamo avanti. Siamo sempre nel capitolo sul Cavaliere Bianco. E a un certo... mi sono rotto, scusate. A un certo punto... il cavaliere Le Bandi. Le Bandi, riempite di Le Bandi la chat, per piacere. È il momento delle Bandi in chat. Via con Le Bandi. Allora, oddio, c'ho caldo, sto ridendo troppo. Le Bandi, eccolo Le Bandi in chat. Grazie. Oddio. Sì, sì. Dario, devi mostrarci il vero goblin prima di tutto. Ah, sì, il goblin, voglio vedere. Sono in mutande, ti vanno. Sì, un goblin in mutande. No, cosa vuol dire allora mostrarci il vero goblin? Aspetta, no, aspetta, aspetta. No, aspetta. Ma no, dai, la di Rick. Ma l'ha chiesto per... lui, l'ha chiesto lui. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Non vorrei mai che ci fosse il catafalco di Dario in live. No, non è una cosa col cazzo. No, non smetti. Molto sottile, Dario. No, vabbè, se lo sai, insomma, sono abbastanza diretto. Ma comunque, vieni qua, Dio Cristo. No, aspetta, perché mi aspetta, mi vedono le mutande. Oddio, ecco, cosa fa la quarantena alla gente? Un parallelismo tra Marco Travaglio e Dario Moccia, bellissimo. Ti ricordi quando c'era il terremoto Travaglio? Oddio, che è il terremoto? È mutande, cioè, libero, impazzito. Marco Travaglio è mutande. Poverino, era a casa sua, tra quello che gli pare. Cioè. Ma... Comunque, no, vabbè, il Goblin è un verso, è un urlo. Comunque si trova su YouTube, eh? Cioè, metti Goblin, Dario Moccia, ti verrà fuori qualcosa sicuramente. Ok, dopo penso che andrò a vedere, allora. Sì, sì, allora. Sì. Ragazzi, noi andiamo perché volevamo fare una passeggiata, che siamo chiusi in casa da un bel po', quindi andiamo via. Grazie di essere stati qui con noi. No, grazie a te dell'invito, Rick, anche se non sapevo niente, speriamo di non aver fatto brutta figura. Non sapevi niente, parlato anche di Tom Bombadil. Vabbè. È vero. Cioè, io ho apprezzato la tua parentesi di Tom Bombadil. Sì. Grazie, Bimmi, grazie a te. Però adesso, dopo andrò a vedermi il Goblin, sappilo. Quindi. Hai anche insultato pesantemente tutto il popolo francese. Vabbè, e anche per quello ci stava. Via la gente che mette la scelle sotto, allora, le baguette sotto la scelle. Via, dai, ragazzi. Mi raccomando, però, Dario, metti i pantaloni per la passeggiata, sennò ti arrestano. Sì, quello sì. Te lo ricordo, sì. Ciao. E salutate i catafalchi che trovate per strada. Ciao. Molto bene. Ragazzi, cioè, nel senso, va così. Aspettate un attimo che allora, a questo punto, visto che siamo tornati in quattro, io mando l'invito anche al nostro prossimo ospite, che è il buon Corrado Polini. Corrado. Ti com'è voglio che... al più presto sposar. Bam. Corrado e mostra Milano. Ma che cazzo succede? Perché vuole vedere la città di Milano? Qual è il problema? Corrado è milanese, voglio... no? Mi manca un po', Nel frattempo, io vedo che in chat c'è un po' di gente a cui è scaduto l'abbonamento con Twitch Prime. Ricordatevi che va rinnovato manualmente. Con le mani. Non c'è il rinnovo automatico perché c'è Twitch Prime, quindi il rinnovo fatelo manualmente, avete capito? Eccolo! Quella! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Bellezza. Come stai? Buongiorno, bene.
un altro bene. Innanzitutto, bene, 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 benerrimo. Allora, intanto voglio dire che qua giù ho un disco d'oro poggiato per terra, quindi già mi colloco su un piano differente. Devo prendere anche il trofeo. Il piano di neurologia. No, perché il mio è un disco d'oro che non ho mai vinto, semplicemente l'ho sottratto a Boban Pesov, quindi non... è per questo che mi colloco. Chiamiamo la polizia un attimo, scusa. Barbarossa è appena entrato nel primo mondo dell'intelletto. Ah no, per il secondo mese, giusto che eri già abbonato tu, Barbarossa. Grande Barbarossa. Sono fortissimo con l'abbonamento. Fai come Barbarossa, frequenta i locali giusti, non come Barbarossa, e abbonati al nostro canale. Intanto vorrei salutare anche Kalen e il Barbarossa stessi, che è da... Beh, Barbarossa ci siamo incontrati recentemente. Kalen invece è da un po' che non ci si vede. Quindi sono... Esatto. Sono veramente onorato di essere qua. Bene, siamo Corrado, felici di averti qua. Il tempo ti aumenta la barba. Magari alzi un po' il quoziente intellettuale. Aumenta, infatti c'era Barba Scura, Barbarossa e ora Barbaliniani, come la chiamiamo, non so. Barba Pulina. Visto che siamo in epoca di traduzione. Bello vedere che le persone di intelletto implodono così velocemente quando cresce la barba. Bene, direi sì. Quindi di procedere. Ma perché 50-50? 50%... Calel, ho detto persone di intelletto, cazzo. Ho detto persone di intelletto, non persone che riempiono la live. Ma scusami, cioè... dai, torna lì a leggere le filastrocche del cazzo. Andiamo. Madonna, sono curioso. Non in maniera cattiva, ma io veramente voglio andare avanti. Sì, ma guarda che forse se devi fare un dissing dovresti farlo in romeno. Uno, perché così nessuno ti capisce. Due, perché fa un po' più paura. Un po' più paura. Ma dai, andiamo avanti. Allora, abbiamo capitolo il Cavaliere Bianco. Sì. Siamo proprio all'ultimo paragrafo del Cavaliere Bianco. Okay. No, il penultimo. Okay. E leggiamo. Si riavvolse nel vecchio manto a brandelli e si incamminò per primo. Dietro di lui gli altri calarono rapidamente dall'alto ripiano e si fecero strada attraverso la foresta fino alle rive del lentorrente. Non aprirono bocca finché non si trovarono di nuovo sull'erba, oltre i margini di Fangorn. Dei loro cavalli non c'era traccia. «Non sono tornati!» disse Legolas. «Sarà una camminata faticosa!» scusate, ma per me Legolas è sempre, c'ha sempre l'accento toscano. C'è nulla da fare. Perché ha tutti il mezzo da ste parti. Io non camminerò, il tempo incalza, disse Gandalf. Poi alzò la testa e lanciò un lungo fischio. Così chiara e acuta fu la nota che gli altri rimasero stupiti nell'udire un suono del genere uscire da quelle vecchie labbra barbute. Tre volte fischiò. E poi fioco e lontano credettero di udire il nitrito di un cavallo che giungeva dalle pianure col vento d'oriente. Aspettarono incuriositi. Di lì a poco ecco un rumor di zoccoli. Sulle prime poco più di un tremore, del suono percepibile soltanto da Aragorn steso sull'erba, poi sempre più forte e chiaro fino a diventare un rapido scalpitio. Ed ecco qua, vado avanti e sappiate che Ombromanto, in questa traduzione diventa, dici come l'avranno cambiato, che mutazione avranno fatto per renderlo ancora, diventa Mantombroso. Vabbè. Ma perché? Dai, non... Ma perché no? E mi aspettavo veramente le peggio cose. Io quando l'ho visto ho detto la t-shirt scura, mi aspettavo già. In inglese Ombromanto è Shadowfax, se non ricordo male. Io se proprio voleva voglia, mi aspettavo tipo fax nero. Cosa così. Da qui ci dissociamo. C'è un connotato. Comunque, però vabbè, cioè, poi fax dipende come è scritto. In realtà mi ha fatto ridere Mantombroso. Semplicemente perché mi sono detto, ma perché? Anche solo lo sforzo di cambiare sta parola, perché? Vabbè. Comunque, Rick, hai parlato di nitrito, ma sai come fa invece un cavallo ossigenato? Nitrato. Barbarossa sta cercando di fare di tutto per essere buttato fuori, cioè, è tutta la live che seguo, ma mi sembra proprio che ci sia un impegno in questo. È come il panda che vuole estinguersi, cioè uguale. Sì. Sa che finché si comporta così da una live come la mia non verrà mai buttato fuori, cioè nel senso è quello. Esatto. Live normale, vabbè, ciao. Con querela, ban e sicuramente su tutti i social. Da me invece no, gli voglio sempre più bene. Anzi, perché Eric piacciono le battute intellettuali, ecco perché. Comunque vorrei dare un
Volete, secondo il mio piccolissimo disappunto rispetto all'89,4% rispetto a quello che avete detto finora, cioè mi associo di più a Barbaroffa io in tutta la questione della traduzione, perché ci sono delle... Adesso non voglio tornare indietro, parleremo dell'avanti, però insomma ho delle riserve, ecco, rispetto a questo flame contro il povero Fatica, che ci avrà messo un sacco di fatica per riuscire a tradurre quest'opera Omnia, e sento la mancanza di una cosa, di un contesto. Devo essere sincero, in tutte queste ore di live noto tanti punti salienti, interessanti, no? Di linguistica, di traduzione, figo, ma manca il contesto, cioè di cosa stiamo parlando? Perché si sta mettendo a paragone? Cosa vuol dire fare il traduttore? Che ruolo ha il traduttore? Dove si colloca? Cioè, è così che secondo me diventerebbe ancora più cicciotta la faccenda, perché sennò diventa un su 3000 pagine di libro, abbiamo trovato 8 termini che non ci piacciono e parliamone su. Che tra l'altro, se lo mettiamo su una bilancia, diventano veramente poveri, no? Cioè, sono poche cose, sono pochi passaggi. No, sono importanti, non sto dicendo che non lo siano, però... Boh, no? Ma guarda, allora... E ora me ne vado, ciao, grazie a tutti. Ciao. È interessante che hai delle riserve, infatti fai l'indiano. Sì, no. Sì, ma non è che faccio l'indiano. Guarda che adesso però stai tirando la corda. Stai un po' esagerando. Non è... Io ho un 8 per 1000 di sangue Cherokee, quindi... Ah, se può fare. Allora, il problema secondo me, se prendiamo l'analisi del primo, perché io il primo me lo sono analizzato per bene, l'ho letto, mm-hmm. l'ho riletto, me lo sono comparato con la traduzione precedente e con la cosa originale, io ti dico che il vero difetto è quello che dicevamo prima all'inizio, cioè si sente fortissimamente la presenza di qualcuno che gioca con il testo, cioè proprio si sente, soprattutto in alcune parti, qualcuno che fa cose all'interno del libro, che non è l'autore, non è la voce narrante, ma è qualcuno che ci ha messo del suo. Per me il traduttore deve essere il più possibile invisibile. Non solo, io per esempio nei miei corsi, alla gente a cui, diciamo così, insegno come si raccontano delle storie, dico sempre che è addirittura l'autore che deve non sentirsi, cioè lo stile autoriale, persino lo stile dell'autore, non deve essere pervasivo nella percezione che il lettore ne ha. Al punto che per me una delle regole fondamentali del testo è che un buon racconto, un buon romanzo è quello in cui alla fine il lettore ne sa sempre qualcosa in più rispetto all'autore, cioè per me questa è una regola fondamentale. Questo per il traduttore diventa ancora più forte, perché il traduttore deve fare doppia opera di dissimulazione, deve in primo luogo rispettare la dissimulazione dell'autore e quindi mai essere quella voce che guida il lettore, che fa sentire la sua presenza. E in secondo luogo deve essere quindi anche dissimulativo nei propri confronti. Non deve far sentire il proprio intervento. Secondo me... Ma infatti questa tua opinione qua è chiarissima. Per me è la palissiana rispetto a tutto questo bel incontro che avete organizzato. Però mi devo, invece dal mio punto di vista, e non c'è opinione più lontana. Perché comunque un traduttore, e qui poi dopo se me lo permetterete in un momento vorrei... citare fuori il nostro amico Sanguinetti, il traduttore è sempre presente, è come un restauro, si può scegliere di dire ok, prendo una statua del IV secolo avanti Cristo, li metto a posto la spalla e facciamo finta che sia vera, poi se fra tre secoli quella spalla si spacca perché non è non è attaccata, è un discorso, tant'è che infatti nelle regole del restauro si è trovata la scelta di mostrare l'intervento esterno, perché così ho un modo di paragonare quello che è fatto ex novo e quello che invece è vecchio. Idem, secondo me, vale per il traduttore. Il traduttore è sempre presente. È falso dire che non può, che deve stare nascosto. Non può, è inevitabile. Perché o fai una traduzione parola per parola, staccandoti completamente dal senso e dall'interpretazione, e allora dopo diventa un po' l'accannarsi, ok? Però è un lavoro fatto con quella scelta lì, con quell'idea, in quel contesto. Bello o brutto, dopo lo si sceglie dopo. Però il traduttore c'è, cioè tradisce per forza il testo. Che dopo Vittoria l'abbia fatto con la revisione, tra l'altro, di Quirino Principe, l'abbia fatto in maniera più nascosta, dopo quasi 30 anni che hanno rimesso le mani su quel testo lì comunque, perché vi ricordo che all'inizio non è che era stata presa poi così bene quella traduzione. E dopo, nell'arco di 20, perché la tradotta che aveva 17 anni, se non ricordo male, 17-18, insomma. 19 Ecco, cioè molto giovane comunque.
infatti, però Bompiani, insomma, comunque il progetto editoriale ha tenuto a lei. Chiunque avrebbe detto, ma cioè, ascolta, va, levate che ne prendiamo un altro. E invece no, sono andati avanti 20 anni, o di più anche, rivedendo, fino ad arrivare al 2000, facendo la traduzione che poi dopo abbiamo trovato nei film, che ci ha fatto emozionare, che ci ha fatto prendere di grande amore su larga scala un libro che tra l'altro fino a prima in pochi si filavano, il caso è arrivato dopo. Quindi adesso noi stiamo parlando, diciamocelo pure, siamo tutti dei vecchi qua dentro, rispetto a quello che è il libro. 14 anni. Tu, anche, tu lo so, Mari è vecchia. No, e quindi noi ragioniamo anche non possiamo far finta di non essere già comunque, come dire, guidati dalla nostra minima pancia, che quando avevamo 12, 13, 14 anni abbiamo visto Il Signore degli Anelli al cinema o a casa e abbiamo detto wow, che cos'è questa cosa meravigliosa. Poi col tempo uno può tirare fuori appunto i termini, no, questo sì, questo no, però secondo me abbiamo ragionato su un contesto un po' diverso. Sono passati 20 anni da questa traduzione. Guardiamola oggi. Nessuno infatti ha contestato la possibilità di ritradurre, ma ci mancherebbe. Io è la prima cosa che ho detto quando ho fatto il video a riguardo del primo libro. Sì, sì, infatti. Credo che sia assolutamente legittimo, anzi necessario ogni tot per un libro del genere. Però sai, il discorso che fai tu rischia di giustificare qualsiasi operazione. Cioè, nel senso, è inevitabile che poi andiamo a vedere una a una. Io posso avere tutti i distinguo, tutti diciamo così, mettere avanti tutte le mani del mondo e dire sì, cioè, nel senso, il traduttore ha un lavoro molto ingrato, molto complicato. Attenzione, perché sì, sono d'accordissimo. Però poi devo andare nel merito e guardare come è stata fatta questa cosa. E certo, quindi compararla con il testo originale e poi anche con la traduzione precedente, che ogni traduzione sarà sempre un tradimento, sono pienamente d'accordo. Però poi il tradimento si sviluppa in diversi modi. Cioè il tradimento va a svilupparsi in un contesto socioculturale particolare. Esempio, esatto, la traduzione dell'Aliata non doveva scontrarsi con un immaginario. E questo deve essere per forza messo in conto. Cioè è stata criticata sì, ma su quello si è prodotto l'immaginario che i lettori per 40 anni hanno nutrito, che hanno nutrito anche i film poi. Ora, esatto, Ottaviano Fatica doveva tener conto di questa cosa. Ma infatti ha tenuto conto, ha tentato di tenerne conto dopo il backlash che c'è stato dei lettori che hanno criticato, e quindi ha aggiustato. E io questo non lo so se sia. Scusa, vai pure, Barba. Sì, volentieri, perché sulla deontologia, sulla filosofia della traduzione, ho voglia di dire qualcosa. Per chi non lo sapesse, sta seguendo, io faccio divulgazione linguistica, sono anche un traduttore, interprete, eccetera, eccetera. Secondo me quello che sottolinea Corrado era un po' l'accenno di quello che avevo detto precedentemente, mettendo le mani avanti, dicendo attenzione a dire questa traduzione è sbagliata, perché la traduzione, sono un po' in disaccordo con quello che dice Corrado, solo parzialmente. Il traduttore è vero che c'è, ma deve essere invisibile, almeno questo è quello che ti insegnano nei primi anni di traduzione, insomma, quando devi iniziare a fare il lavoro. Quindi quello che dici è vero, ma bisogna aggiungerci una sfumatura. Il traduttore c'è, ma deve essere invisibile. Per quanto riguarda il resto, la traduzione è di fatto una riscrittura. Perché tu, certo, un testo, cioè, si usa sempre questa metafora molto sessista, molto brutta, che però è efficace. La traduzione è come una moglie. Puoi averla bella e fedele e o fedele. Nel momento in cui una delle due cose deve mancare, la traduzione deve essere bella, non fedele. Perché la traduzione è una riscrittura, è un atto, un poiein, come dicono i greci, no? Ci sono diversi modi di fare in greco. È una creazione estetica. Quindi il metro finale è un tipo di giudizio che è estetico sulla tecnica, mm-hmm, fino a un certo, mm-hmm, punto, cioè nel momento in cui, esatto, tu rispetti la sintassi. Alle volte la puoi anche spezzare, non puoi rispettare, sì, la grammatica o la sintassi per fini poetici, eccetera. Ed è lì che stavamo parlando del, no, cos'era? Erti i monti, mm-hmm, che tu ti ricordi, Rick, dicevi, ah, ma non c'è il verbo. Ok, se il punto è, se è bello e soprattutto conserva l'impatto del pubblico del testo di partenza, pubblico nel testo d'arrivo, allora la traduzione funziona. Non si può neanche dire è corretto o non è corretto. Secondo me bisogna proprio
sottolineare, esatto, i termini sono funzionale, funziona ed è bella. Se funziona, esatto, ed è bella, ma questo, qui, ma questo è un discorso di qualunque tipo di lavoro che mette in moto sia un concetto di contenuto, di forma. E qui Rick chiaramente se tu sei tu il vate in questo senso. Sì, infatti pensa che prima che tu apri bocca io adesso ti banno. sono troppo belli questi momenti, troppo belli questi momenti. Aspetta, facciamo che mi banno. e vorrei mettere un microfono nell'acqua, ecco, almeno si sentono cose diverse. E no, quindi secondo discorso tu ti parlavi, Arnaldo, di bellezza. Sì, ma il bello va connotato in un concetto funzionale e anche in un momento storico ben preciso, perché la bellezza, se è frutto della moda, dura quanto? 2 anni? Poi dopo dobbiamo già ristrutturare di nuovo tutto quanto, non ha senso. Il bello, poi non vorrei dirottare troppo la... No, però voglio dire, è quello che dico, questo lavoro qui, io in realtà quando io non ho ancora le due torri, torniamo al Signore degli Anelli, non ho ancora le due torri, quindi grazie Rick e grazie Ari, mi associo a Kal-El, grazie per aver pagato anche però, per me. Però tutti noi sappiamo che hai una torre, no vabbè, cioè, veramente... Io in realtà io ne ho due perché sono molto più avanti in realtà. Una davanti e l'altra... Figlio di Chernobyl. Benvenuto nel mondo. Guarda, no, viva la giornata di oggi e viva il piacere multiplo. Ma qui apro e chiudo la parentesi. potete dissociarvi, ma non mi sembra il caso. Oh. Perché siete tutti peccatori qua. Esatto. Guardali. Ho toccato un nervo scoperto. Parlando di queste cose, proprio mentre... Ciao, Svet! Buonasera. Ma ciao, abbiamo una traduttrice. Oh, finalmente. Esatto. Io da lontano. Finalmente una persona autorevole. Quello di cui parla. Esatto. Teoricamente. Cioè. Ciao Svet, come stai? Ciao. Bene, guarda, io grazie per avermi invitata intanto, Rick. Perché ho visto in live, quindi ho detto, ma ascolta, ma io pensavo, vabbè, scrivo, figurati se mi riconosce, ho detto, ma sì, figurati ma... se si ricorda di me anche, ho detto, vabbè, di solito, cioè, non ho perso la capacità di leggere e di mettere insieme le parole tipo svettere, nel senso di... bene o male l'ho mantenuta quella, poi non ti ho riconosciuta perché non hai il tuo avatar in chat, però no, Svet mi ricordo, bene, no. Quindi benvenuta. No, grazie per avermi invitata. Appunto, posso stare poco perché appunto sto finendo una traduzione che non finirò mai. Soprattutto perché sei entrata che stavo parlando di trombatorioni, che non è esattamente una bella cosa. Perché Corrado stava per mostrare il suo trombatorione, quindi evitiamo però di entrare. Corrado, sono ben felice. grazie Luciano. Ciao Vic. Bene. Detto questo, vi prego, dovete fare la clip e mandarla a Victor questa, per forza. Sapete come farà Victor? Farà qualcosa tipo, aspetta un attimo, devo scrivere a Ora devi invita Boban soltanto per l'imitazione. Sì. Il problema è che è anche in live Boban, altrimenti... Aspetta, ma se non ricordo male, tu sei russista, o ricordo male? Ma guarda, non solo, sono slavista, perché slavista studio anche polacco, proprio. Quindi... Scia la notte. Aspetta, vabbè. Io non so se tu sai, ma... Che è quella che dicono tutti. Cosa? Io non so se tu sai, ma siamo colleghi traduttori, io non sono slavista o russista, ma... Tu hai la faccia da lingua onorrena... Facciamo lo svedese, germanica, non lo so. No, io francese, inglese e cinese. Quindi ok, ho sbagliato per forza, dovevo dirle tutte e tre. C'avevo un pochino di francese, infatti, prima quando Dario ha fatto quell'inventiva. Ti dimentichi anche la lingua di Mordor, sei un traduttore della lingua di Mordor. Molisano sì. Anche, madrelinguista anche, molisano, sì. Parlo il dialetto. No, abbiamo allora la lingua di Mordor. Allora Veneto. Ci metto anche il pugliese, allora, dai. Perché Mordor è la lingua dei veneti, quindi non esiste. Punto e basta. Ma tornando alla serietà che non c'è mai stata in questa live, stavamo parlando, Svet, del ruolo del traduttore. Allora c'era Corrado Pollini che diceva cazzate, Barbaroffa rispondeva dicendo cazzate, allora sentiamo finalmente una persona competente. Autorevole. Anche cazzate.
Chaotic Evil. Vai, vai, smetto. Allora, guarda, mi ripeterei quello, le cazzate che ha detto Barbaroffa, perché di base è quello che ti insegnano a scuola. Quando inizi a fare il traduttore è quello che ti insegnano. Però voglio aggiungere un'altra cosa. Ultimamente il ruolo del traduttore, proprio ti parlo degli ultimi, l'ultimo anno e mezzo, da quando c'è stato l'Evangelion Gate, è una continua crocifissione. Perché? Perché a volte la gente si dimentica di una cosa, che il traduttore di base, a parte che, come è stato detto, in qualche modo il testo lo deve tradire, perché si tratta di due culture diverse. Ogni cultura c'è il proprio specchio, lo specchio è la lingua. Non è che se io dico, ho una tazza in testa, tu che sei italiano, non, giustamente non capisci niente, ma se glielo dici a un russo lo capisce. Cioè, ho un non sto capendo niente, sarebbe. Perché non so se c'è un'espressione idiomatica in italiano, non mi viene in mente adesso. A me viene in francese adesso, che avere la testa nel culo, che è la testa dal cul. Che io uso in italiano, oggi ho la testa in culo, mi dicono... Cioè, capisci? Di chi? Brutalmente tu queste cose le devi, devi tener conto di tutto ciò. Per quanto riguarda ancora di più i prodotti che sono entrati nell'immaginario collettivo, vedi Il Signore degli Anelli, lì c'è ancora più severità e adesso il traduttore non solo deve calcolare il testo di partenza e il testo di arrivo, ma anche il pubblico di arrivo che era affezionato ad Ombromanto, a Gran Passo, eccetera. E no, il pubblico d'arrivo era cancro, è quello che stai cercando di dire. E capisci? Non volevo essere così cattiva. Che per carità, certe scelte possono essere anche discutibili. Tu dici, vabbè, io l'avrei fatta in un altro modo. Anch'io sono la prima rompiscatole che quando vede certi adattamenti dice, ma io personalmente l'avrei fatto un po' più così. Quello che mi dà i nervi è il fatto che la gente non si rende conto che l'affetto per un'opera, in realtà l'affetto verso certi nomi, certi adattamenti, non è necessariamente sbagliato quello che ci è arrivato. Per quanto io non sia d'accordo al 100% con certi termini che ha utilizzato Fatica, io avrei scelto altre cose per quanto riguarda Gran Passo, anche se, cioè, il forestale è talmente, è fedele, ma è anche fin troppo fedele il forestale, che non ti lascia passare effettivamente quello che è a Gran Passo. Non lo capisci, tu da lettore ignorante, il forestale che è la guardia, non, è anche contraddittorio a un certo punto. Quindi insomma, per quanto io non sia d'accordo, non mi va di farmi crocifiggere quest'uomo, non me la sento, perché io per prima riesco a scindere l'affetto che provo per i termini che sono entrati nell'immaginario collettivo e quello che è il lavoro di traduzione. Sarà che io sono dentro questo settore da un po', da meno tempo probabilmente di Barbaroffa, però da un po', ma sono riuscita ad avere una sensibilità in più che mi fa capire che quell'opera lì non c'è l'errore, non si può dire che c'è un errore. Puoi essere in disaccordo. Se poi parliamo di altre opere come Evangelion, là è un altro discorso, là è un delirio, certo, di onnipotenza, certo. Ma non è questo il luogo adatto per parlarne. Vorrei aggiungere due cose a quello che ha detto Svet, assolutamente allineato, e voglio rafforzare quello che dici dicendo che la traduzione non è una scienza esatta. Se parliamo di formula dell'acido solforico, H2SO4, se io dico H3SO4, no, è sbagliato, non è quello. La traduzione non è così, non è esatto. Quindi giudizio estetico, preferisco, infatti si parla di proposta di traduzione. Tu nel momento in cui avanzi una traduzione fai una proposta, e non è giusto e sbagliato una proposta, è accettabile o non accettabile. Certo. Quindi sì. Cioè potenzialmente potrebbe esserci, ci sono n soluzioni per una parola, potenzialmente. No, questo sicuramente. Ci sono due cose che voglio chiedervi allora, approfittando anche della presenza di Svet. Allora, la prima è, cosa succede quando però un traduttore, perché allora, nella questione della polemica intorno alla Compagnia dell'Anello, credo che la parte riguardante i nomi, i termini singoli e la traduzione diretta dei termini singoli come Ranger, Forestale, sia sinceramente la parte minore. Perché, ripeto, per me i problemi di quella traduzione erano altri, era proprio uno squilibrio all'interno del testo che poi andremo a toccare. Però poi ti trovi di fronte a cose del tipo, testo originale, lead your people swiftly to the hold of Dunharrow in the hills. Il luogo è Dunharrow, che nella traduzione precedente aspetta, è... c'è aspirazione o no? Dunharrow o Arrow? Dunharrow. Harrow, c'è l'H. Con l'H. Okay. Sì. Ok.
Perfetto, nella traduzione dell'aliata è: conduci velocemente la tua gente al forte di Dunclivo sui colli. Perfetto, benissimo. Dunclivo, che è un termine molto utilizzato in tutto il secondo libro perché è un luogo molto importante. Nella nuova traduzione mi trovo: affrettati a condurre la tua gente alla rocca di Fanclivo sulle alture. Adesso, signore e signori, a parte che Fanclivo a me ricorda fanculo e non è bello, non è bello, non è bello. Mandali a fanculo. Mandali a Fanclivo, cioè siamo tutti andati a Fanclivo. Oddio, mi dispiace, spero che non ve ce mandino più. Ok, fino a tutto. Ma io mi chiedo, se il termine originale è Dunharrow e Dunclivo... Ma cambiami Clivo eventualmente, ma non Dan, ma perché? Cioè non ha nessun... Io non trovo in certe scelte nessun tipo di legame logico che mi porti a dire: ah, questa cosa è stata fatta con questo tipo di intento. Perché qui si perde anche... Una obiezione che mi è stata mossa quando ho fatto il primo video critico sulla Compagnia dell'Anello è stata: Eric, però tu leggi questa cosa avendo letto anche la precedente traduzione, quindi nella comparazione tu hai degli elementi in più, ma i nuovi lettori che leggeranno solo questa non sentiranno tutto. Però qui abbiamo una scelta discordante anche con la parte originale, cioè col testo originale, e hai un elemento che secondo me un traduttore deve tener conto. Cosa se ne farà il lettore della parola Fanclivo? Ne riderà? Cioè, capito? Quindi non so sinceramente. Quindi questo è il primo punto. E il secondo punto è l'altro che io ho posto inizio live, ma vorrei sentire veramente cosa ne pensate voi. Il Signore degli Anelli è una trilogia? In realtà no, è un libro unico diviso in tre parti. Il che significa che Ottavio Fatica ha ricevuto il mandato da Bompiani per tradurre tutti e tre i libri. E infatti lui stesso, all'inizio della traduzione, quando uscì il primo libro, disse: io risponderò alle critiche solo una volta che sarà uscito il terzo libro. Il che mi porta a dire che, come qualsiasi progetto di traduzione intorno a una cosa così grossa, c'è un progetto editoriale che va a coinvolgere tutta la trilogia. Ecco, io leggendo questo secondo testo, ho l'impressione che sulla base anche delle critiche ricevute dopo il primo, ci siano stati dei cambiamenti in corso d'opera. Perché ci sono scelte stilistiche del primo volume che non ci sono in questo secondo volume. E a me questo, come dicevo prima, mi crea problema, perché io preferirei una brutta traduzione per tutta la trilogia che non una brutta per il primo libro, una media per il secondo libro e magari una bella per il terzo libro, sulla base peraltro dell'opinione pubblica, di cui il traduttore sinceramente durante la fase di traduzione dovrebbe un po' fottersene per quanto possibile. Quindi ecco, io ho questi due problemi enormi. Allora, prendo velocemente la parola soltanto perché hai toccato un punto che a me già prima ho sentito appunto durante la live e mi interessava molto. Non credo che ci siano state modifiche in corso d'opera. Poi sarà Ottaviano traduttore appunto a dirlo alla fine del terzo libro. E lo dico per un semplice fatto, appunto, come hai detto te, ci deve essere un progetto a lungo termine. Non è che io adesso, vabbè, traduco il primo, poi vediamo il secondo. Poi c'è un motivo di ordine tecnico. Se io ho tradotto il primo nel 2019-18, poi dopo l'altro lo faccio uscire nel 2030 e l'altro ancora nel 2040, ho tutto il tempo di fare quel cavolo che voglio. Tradurre il Signore degli Anelli integralmente ritengo che abbia delle complicazioni e del rispetto, soprattutto perché dietro c'è la Tolkien Estate comunque, non è che c'è la famiglia Tolkien che dice: ma sì, italiani, fate pure quello che volete, tanto a noi non ce ne frega assolutamente niente di quello che gli state descrivendo, che comunque fa da grande ombra dietro, che fa paura, a cui bisogna rendere conto. Quindi non credo possibile una traduzione delle due torri a valle della pubblicazione del primo, e anzi addirittura non soltanto a valle, perché se no ci sarebbe in mano, uno diceva, il manoscritto è girato nelle mani, è stato leakato il manoscritto, tutto internet ha potuto leggerlo, prima che venisse dato alle stampe, prima che venisse dato alla distribuzione, forse potrei dir di sì. In un'ottica di editoriale, di produzione di centinaia di migliaia, se non di più, di volumi, per rifocillare tutta la catena distributiva nazionale, tirando indietro tra l'altro la vecchia traduzione, secondo me qualcosina stride in quest'ottica qua. Poi, io dico una mia opinione personale rispetto a quello che dicevi prima tu sul termine, no? Che c'è qualcosa che stride, qualcosa no. Io tendo sempre a prendere qualunque tipo di opera, che sia un film, che sia un brano musicale, che sia un libro, che sia, non lo so, un albero. Se mi dà un impatto, cioè prima mi colgo su un piano emotivo e dopo tecnico. Rileggendo
anzi rileggendo, leggendo la traduzione di fatica della Compagnia dell'Anello, perché torno a dire, le due torri non l'ho ancora tra le mani, io ho notato in realtà una densità di parole e di tono fiabesco superiore rispetto alla traduzione precedente. A me ha portato maggiormente in un mondo forse un po' meno fantasy, ma più fiabesco, proprio alla Pinocchio, non so come dire, visto che prima Barbarossa parlava di Pinocchio, no? Ecco, mi sembra più una cosa fiabesca, ma non alla Hobbit, perché comunque ha la maturità di un romanzo di Tolkien, ma questi termini qua mi portano in una realtà diversa, non scimmiottano un significato che io ho in mente, ma ne creano uno nuovo che mi permette di entrare dentro l'opera. E anche sul discorso alluvio, a me, che ho visto che bene o male voi eravate abbastanza tutti d'accordo sull'accettare la parola alluvio, alluvio appunto in realtà non è l'acqua, ma sono i detriti che crea l'acqua, quindi c'è un senso di concretezza diverso, non punta sul water, quindi la traduzione è sbagliata, perché Tolkien ha scritto water, giusto? Lo dico male. Wash. Ecco, wash. Mentre invece nella nuova si parla di dei detriti. E quindi è tutto un altro modo di vedere la cosa. Secondo me, cioè io mi sento... Non ho capito. No. La nuova torrente nella nuova. È in torrente. No, prima parlavate di alluvio. Entalluvio è quella precedente. Entalluvio. Ah, ok. Quindi ecco, questo ecco, ok. Quindi mi sento comunque di essere con voi in questo senso qui, su Entalluvio, che è meglio, ok? Okay. Però nel senso generale, dicevo, leggendo la Compagnia dell'Anello, ho notato che mi sentivo più dentro una fiaba. Ecco, questo qui sì, quindi è livello emotivo. Poi a livello tecnico si può smontare in tante maniere, però ecco, questo è quello che volevo dire. Rick, posso prendere la parola, scusami, no. Svette, Kalel, se... No, no. Basta che poi ce la ridai. Ok, vorrei prendere la parola perché poi a malincuore devo allontanarmi. Riguardo le due questioni che hai sollevato, quindi ordinatamente ti rispondo. Dan Harrow, ok, scomponiamo la parola. Dan è una parola, è una radice proto-inglese che vuol dire collina, tanto okay. È vero che viene utilizzata in molti posti. Swindon è una località, swine, maiale, Don, collina, la collina dei porci, Swindon. Quindi Dan Harrow in realtà è un nome che è molto molto plausibile in questa lore, diciamo, del Signore degli Anelli. Quindi Dan Clivo non mi piace molto, perché Clivo è una radice greca che vuol dire... anch'essa montagnella, tanto è vero, e qua dirò una cosa che farà ridere, ma clitoride di per sé significa quello, e la radice è sempre quella, clean. È vero. Quindi, Dan Clivo non mi piace, ancor meno mi piace Fan Clivo, perché il valore fonosimbolico è terribile. Ricorda fanculo, come hai detto tu, cioè Fan Clivo mi viene da ridere. E soprattutto perché? Perché Fan... Ora, se vai a vedere Harrow vuol dire praticamente dissodare, tanto è vero che è anche un attrezzo agricolo, erpice, sì, ora non voglio entrare troppo nello specifico. Quindi una mia proposta di traduzione, che poi come ha sottolineato Corrado, bisogna vedere che ne dice l'associazione Tolkien o chi per loro, se piace o meno il project manager, perché un traduttore non è mai da solo, un traduttore fa delle cose e deve... Ecco, una proposta numero uno, agriclivo. Perché? Perché prendo le due parti, cioè il fatto dell'agricoltura e della collina, agriclivo, Dan Harrow, secondo me abbastanza piano, oppure aroclivo, perché arare, eccetera, erpice è un caso, erpice clivo fa schifo, erpice. Per me aroclivo o agriclivo potrebbero essere delle proposte di traduzioni belle e fedeli. Quindi questo qua. Per quanto riguarda quello che dici tu, Rick... la traduzione deve essere bella, appunto. Cioè, più che essere fedele, deve essere bella, perché una fedeltà eccessiva poi diventa pedante, diventa poco interessante, poco appetibile. Però, e qua faccio per l'ultima volta in questa live l'avvocato del diavolo, vi voglio raccontare di un episodio che mi è capitato quando lavoravo non in posizione da traduttore, ma facevo dell'altro. Ho parlato con un traduttore, si stava lanciando un prodotto che doveva essere rosa, e in inglese era rhubarb,
cioè rabarbaro. Tradotto in italiano, rhubarb pink, rosa rabarbaro, non ci sta un cazzo. Sì. Color rabarbaro. Color corallo. Vedete com'è bello, funziona, lo visualizzi, c'è cioè proprio quella tonalità di rosa. Project manager, no, perché i competitor hanno utilizzato corallo, quindi rosa rabarbaro. Ora, se noi non tenessimo conto di tutte queste cose, il traduttore di quell'azienda è un cane, fa schifo, ma come cazzo ti viene in mente? Ma non ci sono solo traduttori, e Svet lo sa bene. Tu presenti una traduzione, ho fatto questo, ma no, ma in italiano è diverso, passa la traduzione di merda perché il committente paga. C'è la tua firma, sì, però il committente paga. Quindi queste sono delle cose che secondo me vanno tenute in considerazione. Non tanto per te, Eric, per Calello o per altri, fanno un giudizio meramente estetico che secondo me ci sta. Ci sta a fare un giudizio estetico, ma tenere conto che è la traduzione. Diciamo che è la traduzione che è brutta, non che il traduttore è un cane. Poi potrebbe anche essere un cane, ma magari la traduzione non funziona, è più corretto, ecco. Sì, sì. Qua, la traduzione non funziona, te ne accorgi. Te ne accorgi come quando riesci a fare un'inquadratura sbagliata anche se non sei un regista. Il problema è quando se ne accorge il lettore. Lo senti che c'è qualcosa che non va. Io ora stavo leggendo in chat, perché cambiare i nomi? Appunto, il traduttore non è solo. Ci può essere anche un problema di diritti. I casi sono due. Vero. O c'è un project manager dietro, soprattutto in Tolkien, perché magari ci sono di mezzo dei diritti, qualcuno ha comprato i diritti di cosa che era Puledro Impennato e non puoi usare Puledro Impennato, o semplicemente non piace a loro e allora per contratto tu lo devi cambiare, oppure può essere anche una scelta del traduttore. Queste due situazioni sono. Il punto è, ho anche letto, se un autore ha creato un mondo, lo si dovrebbe lasciare tale. Il punto è che una volta che tu vai a tradurre, tu cerchi di riportare il significato di quel mondo, ma non puoi, non sempre almeno, soprattutto per quanto riguarda i nomi parlanti, non puoi riportare così come sono certi nomi, perché tu vai così a perdere quello che l'autore ti voleva trasmettere. Un bromanto, e dico un bromanto perché mi piace di più, non deve essere Shadowfax, perché non tutti sanno che cosa vuol dire shadow e cosa vuol dire fax. Non comprerebbero una cosa in italiano. In realtà, scusa se ti interrompo, è l'unico caso in cui non importa, perché nonostante noi pensiamo alle parole inglesi di shadowfax, però l'etimologia tolkieniana di shadowfax deriva dal roirim, quindi non c'entra nulla inglese o roba del capisci? Genere. Quindi non stiamo neanche a perderti, è già di per sé una traduzione quello che tu leggi, quello che nel testo di partenza, quindi certo. È anche inutile dire perché cambiare i nomi, lo devi fare. Sì, 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 no, ma su questo io sono pienamente d'accordo, pienamente d'accordo. C'era una cosa che aveva detto... Un gatto. Oddio, c'è un'evocazione di noni pazzi. È Luna. Però devo interrompere, perché avevano evocato una faccetta di Ari. Una faccetta? C'è una faccetta di Ari. Cioè, aspetta, dicono la faccetta da rocca di Fanclivo. Ari, devi fare la faccetta. La faccetta della rocca di Fanclivo. Che poi io non mi ricordo. C'era un altro termine che lui aveva utilizzato. La faccetta di Fanclivo. Vai, scusa, Svetta. No, aspetta, in questo caso ti chiedo aiuto a te, perché immagino tu sia fresco di lettura. Come diavolo avevano tradotto Gran Burrone? Che sembrava il nome di un fiume. Valforra. Ecco, io ad esempio, Valforra, per quanto possa essere evocativo, anche se ha utilizzato un termine un pelino arcaico, secondo me, mi ricorda, se mi metto nei panni del lettore, mi ricorda un comune di Frosinone. Ti dico la verità, non mi dà l'idea di Varese, io ho detto nel video. Meraviglioso, ma anche oscuro, che è Gran Burrone. Esatto. Sì. A me non è mai piaciuto granché Gran Burrone. Valforra non... Anche a me, io infatti l'ho sempre chiamato o Rivender o Imladris, per non sbagliare, perché Gran Burrone... Esatto. Rivender è bellissimo. Aspetta, cos'era la prima traduzione, quella di Principe? Era... aspettavo un altro nome. Ah sì, ce l'ho un altro. Forse ce l'ho io sullo Hobbit. Cos'è che era? L'Hobbit era Forra Spaccata. Forra spaccata, ecco. Esatto. Tipo Forra Spaccata. Però già Forra Spaccata a me piace di più. È più evocativo. Sì. Infatti, sì, Forra Spaccata a me piaceva molto. Quindi... Poi dipende molto dal vissuto. Per esempio, io che parlo francese, sono un francesista. Fourré in francese vuol dire farcire, ma anche slang per scopare.
quindi gran forra o forra spaccata. La casa chiusa. Non riesco proprio a mandarla. Gran... Però adesso ragazzi vi butto la bomba. Gli elfi si divertono. Vi butto la bomba atomica. E io prima che butti la bomba, aspetta, l'ascolto e poi decido qua. Come ne vanno. Devi okay, stare qua oddio. Finché butto la bomba atomica, perché mi servite sia tu che Svet, perché questa cosa qua mi spiace, ma io con tutta la comprensività, con tutto, però io qui ho tirato un porcone quando l'ho trovato. Che ho trovato un porcone. E Kalel ha già minacciato di ridirlo oggi. Non lo dirò. Se è vero. Devo trovare. Aspetta lì. Ma quello che hai letto ieri? Quella che ti ho letto ieri a... quella è lì... è un po' indifendibile secondo me. Comunque vorrei dire una cosa, che per adesso quello che sta emergendo mi sembra di capire che ci sono dei termini che riportano molto a una dimensione italiana, ma nel senso proprio di dimensione italiana. Ci sono c'è qualcosa che sembra dei dialettismi, un paese che sembra un comune di Varese o di Varalpiombino. E non è detto che non sia una scelta, tra l'altro, molto interessante, portare quella dimensione lì, ma che ti dia... E forse è quello che a me ha suggerito una cosa più fiabesca. Sì, perché capito, nella fiamma ci sono sempre... innamorato di Ottavio Fatica, sì, va bene. Ciao Ottavio, ciao zio. Ciao zio, ti voglio bene. Corrado Polini Fatica. Top sabotatore, Corrado Polini. Guardate, vi dico oh, ieri, adesso devo trovare il passo, però ieri quando ho mandato il vocale a Kalel. Sì, okay. Se vuoi riprendo il vocale così la sentiamo lì con te. Eh no, ma perché ci sono anche le bestemmie, vecchio, quindi no. Sei veneto, è normale. Ieri quando volevo invitare Kalel, io gli ho chiesto dai vieni in live, e mentre gli mandavo il vocale sfogliavo il libro, ok, poi ho smesso il vocale, lui mi ha mandato, e mentre mi mandava la risposta, senza ancora prima di sentire la sua risposta, io ho trovato il passo, gliel'ho letto in vocale e mandato, ma ero talmente incazzato che non l'ho neanche segnato, perché quando ho mandato il vocale poi ho buttato per terra il libro e, il telefono e anche il libro, sì, tutto quanto. Tutto qua. Nel frattempo voi parlate, riempite la live, vi ho invitati solo per riempire la live, quindi io cerco di passare. Ah, no, c'è Kalel che giustamente si ascolta il vocale e ritrova. Che parla, no, Kalel, cosa stai facendo? No, riascolta il vocale, giustamente, sì, così ripesca prima di Eric. Vedendo se ci sono già da pranzo. Il vocale. Vedi se c'è una bestemmiona sul vocale, altrimenti... Non l'ho mangiato. Non hai mangiato, male. No, perché ho mangiato abbondantemente a colazione. Madonna, se vi va nel frattempo, visto che Eric tanto è lento a leggere, sì. Porrei questo passaggettino qua, dicevo, prima di Sanguinetti. Vai. Come traduttore, il libro è teatro che leggi nella vita tu, peraltro, cioè, nel senso, puoi dirlo forte, no ma io non leggo da un anno, ma non leggo, hai solo sempre citato Sanguinetti, beh ci sarà un motivo. Sei il nipote di Sanguinetti. Ciao zio, ciao. Ciao zio. Corrado Polini, nipote di tutti. Sono tutti traduttori. È entrato, sono tutti traduttori. Cioè, non c'è neanche un'altra figura. Allora, in traduzioni e ricordi, teatro antico, il buon Edoardo Buonanima ci insegnava che in ogni caso... che io traduca Sofocle o un contemporaneo qualsiasi, sono io che traduco e sono io che sto parlando. Ho scritto diversi anni fa, e lo credo ancora, che il meccanismo profondo della vera traduzione consiste pur sempre nel fatto che qualcuno qui parla per bocca ad altri, sia esso anonimo o fornito di nome, poco importa, verificato o inverificabile, controllabile o no. Qualcuno, questo è l'essenziale, si esprime mistificandosi e mistificandoci in persona aliena. Il procedimento ridotto all'osso è tutto un travestimento. Ogni traduttore, il falso come il vero, trasponga da una lingua all'altra o simuli di trasporre, opera. In qualunque caso, adottando, quale sua insostituibile impresa, il motto illustre del Larvatus Proteo. A chiunque sostenga la possibilità di una e una sola traduzione filologicamente corretta risponderei: candido lettore, aspetta che passino 5 anni. Perché si continuano a tradurre e ritradurre gli stessi testi? Perché si interpreta diversamente. Quando si legge Monti, l'Iliade è l'Iliade di Monti. Un traduttore tende a non confessare di essere un traduttore, cerca di rendersi così trasparente da dare l'impressione di non esistere.
ma la trasparenza è un'utopia. Io, da parte mia, non sono diverso da qualsiasi altro traduttore. La differenza, semmai, sta nel fatto che io dichiaro ciò che un altro traduttore non sa o non dichiara. È solo una differenza di consapevolezza. Sono io che traduco, sono io che sto parlando. Mamma mia, grande, te l'ho trovato Gazzimma. Comunque. Sì, sì, l'ho trovato anch'io. Ok, hai grandissimo Gazzimma. Però qua rispondo, i traduttori tendono all'invisibilità, devono essere invisibili. Poi... Ovviamente adesso siamo un po' in vetrina, il che allora è una maledizione e una benedizione insieme, nel senso che adesso finalmente la professione del traduttore esiste, prima non esisteva, prima era un omino che portava le cose da una lingua all'altra in maniera del tutto passiva, adesso invece esiste ed è anche bersagliato, quindi non so quanto questa cosa possa essere positiva, la trovo un'arma a doppio taglio. Infatti è quello che dicevo io prima, secondo me il fatto che dal primo al secondo volume ci sia stato quello che io percepisco come netto cambio stilistico è un male. È un male perché significa che il traduttore non lavora più nella sua dimora separata dal mondo, che dovrebbe invece essere, perché lui dovrebbe avere un progetto in testa e portarlo avanti coerentemente, ma a causa dell'impatto dell'opinione pubblica... Ma se il progetto fosse quello? Di questi twitcher di merda, di questi youtuber di merda che ne parlano pubblicamente e rompono i coglioni, a causa mia... Oddio, ma sta parlando di me! Sei famoso, anche Kal-El! Anche di me sto parlando. Io so. Scherzi a parte... No, beh, Corrado, io non posso pensare che il progetto fosse quello, perché il lettore ne avrebbe un danno. Il lettore di Tolkien, dell'opera originale di Tolkien, non sente un cambio, perché è un'opera unica. È un'opera unica, che va da un punto A a un punto Z e che corrisponde a tutti e tre i libri. Se sì, ma invece... è lunga. Cioè, non so, non l'ho letto io l'editore, quindi non so cos'è, che tipo di sensazione tu abbia vissuto, però... Se questo è vero, devi ricordarti che Il Signore degli Anelli è un unico libro che, per questioni di marketing, è uscito in tre libri, quindi non sono tre libri separati. Quindi quando tu, perlomeno è quello che sento io, se tu devi mettere mano a un'opera del genere, deve essere coerente, cioè nel senso, quindi invece sento, vabbè, questo è un discorso che abbiamo già affrontato, magari ci saranno altre occasioni quando leggeremo tutto il libro. Esatto. Allora siamo nel capitolo, vabbè, voi lo sapete già, quindi lo dico senza tema di creare e suscitare brutture. Siamo nel capitolo che originariamente era La Tana di Shelob, Shadow's Lair, mentre in questa traduzione diventa, scusatemi, prendo un bel respiro perché altrimenti bestemmio, diventa Balasso, La Tana di Aragne, che io, per scelta stilistica, perché anch'io in questo momento mi faccio traduttore, diventerà La Tana di Aragne, perché per me ormai Shelob è veneta, ok, sappiatelo, cioè io a causa della traduzione di Ottavio Fatica, per me Shelob è diventata veneta. Quindi dice la traduzione: lì essa dimorava da un'eternità, malefica creatura a forma di ragno, di quelle che una volta vivevano nel paese degli elfi a occidente, ormai sommerso dal mare, di quelle contro le quali combatté Beren sulle montagne del terrore del Doriath, mentre prima di giungere tanto tempo fa da Lúthien sull'erba verde in mezzo alle cicute al chiar di luna. Come Aragne fosse giunta lì, in fuga dal disastro, nessuna storia lo riporta. Poche le storie tramandate dagli anni oscuri. Eppure era ancora lì colei che prima c'era di Sauron, che c'era prima di Sauron, e anzi che fosse posta la prima pietra di Barad-dûr, e lei serviva soltanto se stessa, beveva il sangue degli elfi, degli uomini, resa enfia, che è una bellissima parola. Io devo dire, resa enfia mi piace tanto, anche se è ricercatissima, va bene? Perché il problema non è mettere termini ricercati, è anche far imparare al lettore dei nuovi termini, ci mancherebbe, e grassa dal rimuginio ininterrotto sui banchetti. Però vado avanti un po'. Se tu mi fai questo registro linguistico e dopo 5 righe mi dici: anni addietro Gollum l'aveva già vista, Smigol che ficcanasava in tutti i buchi scuri, e porca puttana, ma scusami, i buchi scuri, e in passato si era prosternato e l'aveva adorata, il tenebrore della malevolenza di Aragne. Tu mi metti due registri totalmente diversi nella stessa riga. Cioè, mi metti tenebrore e buchi scuri sulla stessa riga. Nello stesso paragrafo mi metti enfie e grassa e poi mi metti questa cosa qua. Cioè, c'è proprio all'interno del testo, provo un fastidio perché mi sembra di leggere due scrittori diversi nello stesso paragrafo. E di questo è pieno il primo libro. E ho trovato tanti esempi anche nel secondo libro. Questo
con tutta la comprensione, con tutto il contesto, però io da un traduttore non me lo posso aspettare, perché sono due registri diversi nello stesso paragrafo e la giustificazione non può essere "ma potrebbe essere voluto", perché se è voluto è ancora peggio, cioè nel senso non puoi darmi questo fastidio da lettore, perché il testo originale è totalmente diverso, è coerente, è un unico registro. Se tu mi metti queste robe qua, che sono scelte molto personali, Tenebrore ed Enfia, sono belli, ma sono molto personali, molto marcati. Poi mi dici Buchi scuri nella stessa riga, per me è un problema. E se è il buso, non è che se altro, eh? Eh sì, perché in Veneto, lo so, ripeto, che un gol se de drillo a Rovigo, a Rovigo te giri che sei il panettiere, dopo la casa de Aragne. Aragne, che sei una signora tanto gentile, te versi a porta e ti dice: "Veccio, te mostro il buco scuro! Te faccio Dobigo e quei Uganeghe." Esatto, Dobigo e con le zampe de Hobbit, porca troia. Uganeghe de Hobbit. Madonna. Cioè, io vi giuro, vabbè, quando ho letto questa pagina ho provato dolore, non posso farci nulla. Però posso dirti che un pelino questo tipo di disagio lo percepisco, però sì, d'altra parte forse ho capito il perché un po' come ha detto Corrado, lui ha cercato di dare questo tono vagamente fiabesco, perché nelle fiabe, soprattutto quelle magari più antiche, cioè se io vado a recuperare un libro più antiche, più vecchie, vado a recuperare magari un libro degli anni 70 di fiabe tradotte, la vedo questa alternanza tra registro arcaico che ti rende tutto più oscuro e fiabesco e parole semplici che devono essere colte dal ragazzino, comunque dal bambino o dal genitore che ti legge il libro. Quindi secondo me era quello l'intento principale, discutibile sicuramente, sì, sicuramente. Però, io per capito, prima sento suonare una roba del genere, però... Cioè, se vuoi tenermi un registro con le parole come tenebrore, infatti buchi oscuri, c'è anche nella traduzione precedente, però a fianco a questa espressione non ci sono termini ricercatissimi come tenebrore o enfia, che mi piacciono tanto. Allora, se devi mettermi tenebrore ed enfia, nella traduzione mi metti anfratti oscuri, mi metti un'altra parola, ma non buchi scuri, che peraltro, ripeto, suona proprio male, capito? Io vorrei dire questa cosa e poi scappare. Sì, Barbaroffa, vai tu che poi scusami, devo andare in bagno. Finalmente, ti banno finalmente. Sì, scusami se ti interrompo, Svet, però Rick è brutto. Secondo me una traduzione è brutta. Tanto più che nel testo di partenza, dici tu, non ci sono sbalzi di registro, cioè un registro c'è uniforme. Continuità. È brutto e non è fedele, quindi per me è una traduzione che non funziona, perché due parametri deve avere, bello e fedele. Non è bello e non è fedele, non va. Riguardo lo sbalzo di registri, io l'ho visto, Svet giustamente citato Corrado, io dico anche nella classicità, nei classici latini tradotti, non è cosa rara vedere robe come "si fatte cose", sì, ricordo queste "si fatte cose", immortale, eccetera, eccetera. Quindi lo sbalzo c'è, esiste, ok, però in questo caso, boh. Shelob, come ha detto giustamente Kalel all'inizio, vi stavo seguendo, Lob è inglese arcaico, che indica ragno, she, cioè lei, quindi... Sì. Sì, quindi boh, se proprio fossi costretto con le spalle al muro, l'eracne avrei fatto, aragne, bruttarello, l'eracne, oppure arachnella, che sa tanto di fumetto porno anni 70, per cui i buchi oscuri, vedi che ci stava, lui che mette il naso nei buchi oscuri di arachnella, poi sì, diventa una roba tipo da colpo grosso, direttamente. Abbiamo capito che Barbaroffa guarda i porno anni 70. No, me l'ha detto mio amico. Da Kirito un gol direttamente a colpo grosso, grazie Barbaroffa. Peraltro voglio farvi notare che Barbaroffa è talmente boomer che quando all'inizio ha fatto questa battuta che ha fatto ridere la chat, adesso ha dovuto ripeterla. Sì, cioè, rendetevi conto di che livelli abbiamo qui in questa live. Repetita Juvant, ragazzi, esatto. Cari, ricreari, buchi scuri, ricordi. Esatto. Buchi scuri. Kalel, mi ha fatto piacere conoscerti di persona. Svet, ci rivediamo, mi fa piacere. Corrado, io cerco di seminare, tu mi stai sempre attaccato, ma che vuoi, ma chi sei, chi ti conosci? non ne ho idea, sì, boh.
Bello rivederti, Corrado. Rick e Ari, grazie di avermi invitato. Grazie, veramente bellissimo. Ciao, bello. Grazie, grazie per la chiacchierata e di tutta la non competenza che hai portato. Grazie, Barba. Ricordati, evviva il terzo mondo dell'intelletto. Ciao, Barba. Ciao. Guarda, in realtà mi sa che mi accodo anch'io. Ti devo chiedere, Rick, io ti devo chiedere se posso... No, che domande? No, mi sono frizzata, lo sapevo. Allora, ti devo chiedere se posso andare perché ho un bordello da fare ancora. Però ti ringrazio per avermi invitata. Ma noi, Sven, non me l'aspettavo. Dei fatti che devi farti tu, ce ne sbattiamo. Tu devi restare qua almeno per altre 3 ore. Cioè, nel senso, ma mi piacerebbe tantissimo perché la conversazione si tratta di quello per cui io vivo. Quindi renditi conto che per me è una cosa bellissima. E ti ringrazio davvero per avermi chiamato, veramente. Però... No, ma guarda, è stato un piacere. È stato un piacere. Sicuramente ci saranno altre occasioni. Dai, intanto grazie mille tu per aver portato con Ciao ragazzi, vorrei far notare che non c'è andato... due senza tre, vado anch'io perché tutti se ne vanno, tutti. Io rimango. L'unico che volevi cacciare rimane. Ma chi è che sta parlando oltre a Kal-El, Aria? Hai sentito? C'è un ronzio. Forse è un problema con... Un ronzino! È un ronzino! Va bene. Kal-El, Adrian, grazie. Sarei rimasto volentieri, non avessi avuto anch'io la live stasera, però poi veramente non c'ho più le corde vocali. Non c'ho Dai, più non ti preoccupare. Niente, però è stato davvero un sacco interessante. Mi è piaciuto farci segoni multipli sulle virgole. Ci piacciono sempre i segoni multipli, sempre. Esatto, sul Torrione, esatto. Dai, ciao, Kal-El. Ciao. Beh, l'unica persona che volevate bannare in realtà è rimasta, quindi... Esatto. No. È pazzesco in realtà. E in realtà Kal-El è stato con noi per un bel 3 ore e mezza, quindi insomma... Ha resistito. Ari, ci sono 2 evocazioni di pazzia. Addirittura 2. Quindi ce la teniamo qua per un po'. Wow. Pensa quando farete le live tipo ad agosto e vi evocheranno i pazzia. Che sarà esotermica come non so che cosa. No, la peliamo, la rappiamo a zero. Ah, basta, perfetto. Cioè, sì, abbiamo deciso che la rappiamo a zero, giusto così. Giusto così. Comunque, guarda, io... andare avanti? Abbiamo, sì, ma più che andare avanti, guarda, io penso che abbiamo toccato i temi del libro. Cioè, non so se adesso... perché in realtà sono emersi tutti i temi che volevo affrontare. Volevo in realtà con questa live noi volevamo bene o male dare una percezione di quelli che sono secondo noi i difetti di questa traduzione, ovviamente tenendo conto assolutamente di tutto quello che ha detto Corrado, ma anche in chat che si diceva, cioè bisogna tener conto di un contesto ben preciso. Stavi dormendo tu? Decisamente sì. Abbiamo rotto i coglioni, che bello, che rompere i coglioni ai pazzi. Andiamo sotto al manicomio e cominciamo a tirare i petardi sulle finestre. Rompiamo i coglioni ai pazzi, pam. Il nostro hobby preferito. Guarda. Andiamo sotto le cliniche di cura a scorreggiare tantissimo. È bellissimo. No, comunque dicevo, rompere i coglioni ai pazzi è il nostro sport preferito, veramente. No, non crollare. I pazzi, vieni guarda qua. Guarda che sono state 2 evocazioni ai pazzi. Evocazioni, devi rimanere con noi. I pazzi hanno speso 8.000 punti spinozzi per te. Ciao, ragazzi. Ciao. È il gatto tastierista. Smettete di rompermi i coglioni. No, guarda come se la goda, guarda come se la goda. Guardatelo. Il mondo appartiene ai pazzi. No, non è vero. Ai gatti. Sì. Cioè, guardatela. Basta, è partita. Cioè, la bestia più goduta di questo mondo. Dicevo. Ha lo sguardo da aragne. È così, aragne, eccola qua. La tana e ora è sorda aragne. Anche. Cosa? E ora è anche sorda. Aragne. Guarda come è impassibile. Ha una faccia enfia di odio. Perfetto, madonna, c'è pelo dappertutto, ragazzi. Cioè, porca troia. Siamo invasi di pelo, pazia, fai cagare. Madonna. Ma e poi tutti e due siete vestiti di chiaro, quindi non si vedranno mai i peli. C'ho pelo in faccia, c'ho pelo nelle mutande, i pazia, che schifo. Vabbè. Beh, lì basta che usi il rasoio qualche volta alla settimana, non è un problema, cioè. Da.
Va bene, quindi dicevamo, in questa live noi volevamo dare un po' una percezione immediata di quello che è questa nuova traduzione. Mm. Poi io nei prossimi giorni, una volta che l'avrò letta e ben analizzata come sì, il primo, esatto, ci faccio un video che uscirà invece sul canale YouTube, perché secondo me, guarda, lo ribadisco, la cosa che mi disturba di più attualmente, mm-hmm, ma che devo approfondire, è la mancanza di continuità. Perché questa roba mi disturba, in quanto, secondo me, se sarà effettivamente così, se la mia analisi un po' più approfondita lo confermerà, è un danno al lettore nuovo. Perché se tu modifichi in corso d'opera la traduzione, al lettore che non ha cognizione del confronto con l'originale, tu stai dando una cosa ancora più falsata. E questo per me è un problema. Poi, secondo me, è anche questione del lettore. Cioè, tu leggi tanti libri, quindi, e poi fai anche corsi di scrittura creativa, quindi certo, sono cose che ricerchi anche, vedere se lo stile è un continuum. Sì. Magari un lettore meno esperto se ne accorge poco di questa cosa, quindi certo, c'è anche quello da tenere conto. Io non ho letto il primo della nuova traduzione né il secondo, quindi vorrei leggerle anch'io, perché io, leggendo meno di te, vorrei vedere se sento questa stessa cosa oppure se è una... C'è un mio bias, sì, perché potrebbe essere, bias, ripeto, non... Sì, sì, appunto. È una cosa che... No, si chiama odio, non bias. Anche quello, esatto. Odio. Perché un attimo che rovino, Ottavio, fatica. Oggi facciamo del male a lui. Tipo, a lui. E c'è una... Dovete immaginarvi come uno che prende il mappamondo, lo gira e fa: oggi facciamo male a lui. Una volta è capitato a un compagno, una volta a Grimberti, una volta al super uovo. Adesso esatto, Ottavio fatica. Per a la fatica. Volta. Perfetto. Beh, è così. Ogni volta è la scoperta, la bellezza della scoprire il mondo, che allora hai esatto, qualcuno. Esatto, è il valore del dissing, no? Prendi una volta a Fusaro, beh, a Fusaro tempo fa, dovrei riprovarci effettivamente. Io volevo così farvi notare una cosa. Io ho questo qua, no? Di Bompiani, sì, della vecchia. Sì. Non c'è scritto in copertina chi l'ha tradotto? No. C'è scritto dentro, in una cioè dove ci sono le note tecniche, nascosto, perché tra l'altro all'interno non si parla di della curatela, ma non si parla della traduzione. Cioè, quella che io c'è scritto, quella che ho io è traduzione, sì, di Vicky Aliata di Villafranca. Ecco, è della... 2016 io c'ho la traduzione. Ma ce l'ha in copertina? Sì. No, dentro. Ah, no, dentro, in copertina, dentro. No. In copertina, ecco, no. Ecco, no, esatto, ma io, ma neanche nella seconda pagina ce l'ho nei dati tecnici, cioè qua, sì, giù, sì, dove sì, c'è gli ISBN. Esatto. Però è trovato curioso, mentre invece qua è boom. Sì, sì, è vero. Sì. Cioè, sì. Sì. E guarda, anche questa già una cosa... Realtà, guarda, c'è una cosa che quando discutevo con Kalel, quando abbiamo preparato la live, quando ci siamo messi d'accordo, Kalel ha detto una cosa che io un po' la percezione ce l'ho, non voglio pensare questo, però un po' la percezione ce l'ho che sia comunque un'operazione che lega anche un fattore di marketing. Perché in effetti, obiettivamente, quanti sono i libri che hanno buttato in copertina, sia sulla sovracopertina che sulla copertina reale, il nome del traduttore grande, praticamente scritto un terzo rispetto al titolo del libro? Sono veramente pochi gli esempi che mi vengono in mente. È vero, no, è vero, infatti a me questa cosa qua fa pensare. C'è questa cosa qua, perciò io ripeto, non voglio pensarlo perché sono uno che pensa sempre bene delle persone a cui vuole rovinare la vita, però non voglio pensare che sia effettivamente un'operazione di marketing volta proprio a triggerare le persone. Poi, su questa cosa qua, scusa, vai. No. Io avrei un po' il dubbio sul perché in copertina, come immagini, ci sono le foto di Marte. Perché Marte? Perché? Io, cioè, questo voglio capire. So che perché ci sono Marte? Le zone che hanno chiamato in onore del Signore degli Anelli, Mordor, eccetera. Ma è questo il riferimento oppure c'è qualcos'altro che ci sfugge? Perché... Infatti, da questo punto di vista, mi ha proprio introdotto quello che volevo dire. Ah, okay. Ed è che mi stupisco. Allora, nel volume che ho c'è una bellissima introduzione di Emil Zola. E nel nuovo libro non ci sono traduzioni, non ci sono prefazioni, non c'è niente. Cioè, no, è dato così. C'è una mini prefazione di Ottavio Fatica, se non sbaglio. C'è una sinossi. C'è una sinossi, non è neanche firmata. Ah, ecco. No, non c'è. Infatti, c'è la prefazione della seconda edizione, ma. No, ci sono appunto delle scelte stilistiche
che io credo, o meno spero, non lo so, se ne uscirà nel terzo libro, il secondo non c'ho tra le mani, se nel terzo, o boh, magari in un Simarillion che tradurranno, non ne ho idea. Però ci andrà il contesto, giustamente tu Ari chiedevi, sì, ma perché in copertina ha messo sta roba qua? Bella domanda. L'Associazione Studi Tolkieniani ha fatto, ci sono diversi articoli che ne parlano di diversi motivi possibili, eccetera. Perché loro, tra l'altro, sono in contatto con Bompiani direttamente. Però il fatto che non ci siano dichiarazioni ufficiali, sì, ok, muove il mondo perché adesso tutti ne parlano, o ci sono interpretazioni, se loro avessero risposto, vabbè, chiuso il discorso, nessuno poteva dire niente. Certo. E quindi lì entra in gioco il marketing, come dici tu, Rick. Però Cribbio, un minimo di contesto, io l'avrei apprezzato, perché soprattutto fosse una scelta così forte, e tu mi metti il traduttore in copertina, Cribbio. Mi stai dando un messaggio molto forte, sì. Esatto, dimmi, una pagina in cui il traduttore dice dimenticate tutto quello che ricordavate su questo libro qua, perché adesso io me lo sono riscritto da zero. Allora, almeno mi stai introducendo al tuo mondo, cavolo. Sì. Sennò diventa complicato. Diventa veramente complicato. C'è anche un altro aspetto che io, ecco, questo sono rimasto delusissimo. Ci sono speculazioni sul perché sia accaduto. Alcuni dicono che è perché l'alleata ha denunciato, ma io non credo che dipenda da quello. La traduzione precedente è stata ritirata dal commercio. Per me questo è un problema molto grosso, perché io quando ho fatto il primo video, una cosa che ho detto è, in fin dei conti il danno è comunque non così enorme, perché comunque rimarranno disponibili le due traduzioni. E un mese e mezzo dopo viene fuori che Bompiani ritira dal commercio la vecchia traduzione. Questo per me è veramente la parte forse più triste di tutta la vicenda. Sì, anche perché non sviluppa la criticità, cioè non ti fa sviluppare un pensiero critico intorno al soggetto. Quindi è un problema grosso da questo punto di vista, sì. Sono d'accordo. Perciò, ma insomma, è una domanda. Sì. Tu, se dovessero tradurre mai un tuo libro all'estero, come che ti comporteresti? Beh, guarda, posso dirti, vabbè, io qui lo dico ma non posso aggiungere altro, che Spinoza e Popcorn verrà tradotto in cinese, e questa è una notizia praticamente ufficiale, sì, ma non solo. Aspetta, wow! Te lo dico. Ma puoi dirlo questo? Sì, okay. Beh, sì, se non faccio nomi né niente, comunque ci sarà una traduzione cinese di Popcorn. Oh, shit. Ma non solo, a quanto pare, coloro che hanno fatto la richiesta della traduzione in cinese vogliono anche portare alcuni miei video sullo YouTube cinese, che si chiama è un sito, ok, perché YouTube non c'è in Cina così come lo conosciamo, ma ci sarà a quanto pare una traduzione. Devo dirlo a Barbaroffa, io non l'ho ancora detto a Barbaroffa, cazzo, volevo dirglielo durante questa live, invece no, dopo gli mando un vocale. Comunque sì, ci sarà, come si dice, in cinese, lo chiediamo a Barbaroffa. Come ti collochi su questo, da questo piano? A parte la gioia, ovviamente, però... Cioè, nel senso, non credo neanche di avere i mezzi per mediare una cosa del genere. Quindi io, fidandomi delle persone che svolgeranno questa cosa, che medieranno questa cosa, io mi affido a loro in questo caso. Ovviamente, nel caso un mio libro venisse tradotto in inglese, allora lì invece io vorrei vedere almeno un sample della traduzione. Magari non tutto quanto, però sicuramente vorrei vedere le scelte. Poi ti dico anche un'altra cosa, ovviamente il libro che pubblicheremo noi adesso, che uscirà fra qualche settimana, perché sapete che insomma esce il nuovo libro da me scritto, illustrato da Ari e edito dal qui presente signor Corrado Polini. È un libro che avrà un successo simile al Signore degli Anelli, quindi sì, esatto. Sarà un problema quando poi il libro deciderà di tradurlo, soprattutto dopo la trasposizione cinematografica, che ovviamente si creerà un immaginario fortissimo. Ma stai dando un po' troppi spoiler, anche perché una delle traduzioni sarà nella lingua nera di Mordor, quindi insomma, cioè il Veneto. Il Veneto, esatto. Tutto i racconti della vera nuova carne in Veneto. Le storie della vera nuova carne. Scritto da Rick Dufer. Riccardo. Da Arianna De Riso. Detta Ari. Bon. Tra l'altro, noi ci rivediamo invece in live comunque mercoledì, giusto? Sì, mercoledì, esatto. Ci vediamo in live noi da te stavolta, da te, quindi sì. Sicuramente. Catafalco in cinese si dice così. No, penso che sia una cinese che lo legge in italiano. Esatto, è bellissimo, vai. Catafalco. Sì. Catafalco.
Cataferk. Mi sa che non capisce neanche il traduttore. Ma quindi sei sicuro che non ti hanno proposto di farlo leggere da una cinese ed è una traduzione invece cinese? Cioè, sono sicurissima che sia così. No, dico del libro di Rick, che magari ti ha detto, guarda, vorremmo farlo leggere. Scusa, come si dice Rick Dufer? Di Rick Dufer in cinese. Rick Dufer, tutto attaccato, sì, sì, ormai così. Vai. Lick Dufu. Sono Lick Dufu. Bene, bene. Vabbè. Lick Dufu. Allora, direi che abbiamo dato un sacco di spunti a riguardo. E a questo punto, dopo tre o quasi quattro ore di live, credo che ci siamo. Siamo arrivati. Sono volati. Siamo arrivati. Siamo di partiti. Sono volate. Siamo stati molto, molto contenti per la partecipazione del pubblico. Quindi grazie mille a tutti coloro che hanno scritto in chat. Avete riempito la chat di cose belle. Adesso dovreste riempirla di terzo mondo dell'intelletto. Lick Dufu sembra una pratica sessuale. Quindi riempite la chat di terzo mondo dell'intelletto. E prima di lasciarvi vi ricordo, lo ribadisco, uno, che se volete abbonarvi al canale potete farlo gratuitamente usando Amazon Prime. Fatelo, perché per noi è un ottimo sostegno. In secondo luogo, se vi è scaduto l'abbonamento di Amazon Prime, cioè di Twitch Prime, dovete rinnovarlo manualmente. Perché non c'è rinnovo automatico. E poi noi ci rivediamo domani alle 18 con la prossima live, che non so ancora di cosa parlerà. No, infatti, ma immaginatela. L'immaginatela intanto e domani vi stupiremo, giustamente vi stupiremo. E credo che sia tutto. Grazie Corrado per essere stato grazie con mille. Noi. Grazie a voi, grazie a voi. È stato un po' pedante, però dai. Appedate, è stato appedate. Grazie a Barbaroffa, Svet, chi è che ha partecipato? A Dario Moccia, Dario, Agnese e Barba Scura. Ah sì, giusto, anche Calella a riempire la live. Barba Scura. Barba Scura che è stato con noi. Buon catafalco a tutti. Ipazia, sì, che sì, ci ha riempito di pelo, veramente. Ho respirato più pelo adesso che in qualsiasi altro momento della mia vita. Grazie a tutti i catafalchi. Grazie a tutte le aragne. Grazie a alle falesie. Sì. Grazie a Barbalbero. Cos'è che ringraziamo ancora? Grazie a mio zio Valfora, zio. Grazie a tutti i tuoi zii, tutti i tuoi zii. Zii, cioè. E ovviamente grazie ai democristiani di Dario Moccia. Detto questo, grazie mille a voi per averci seguiti. Buona serata. Grazie, ci ragazzi. Vediamo domani. Ciao Corrado, ciao a tutti e non dimenticate che non è tutto catafalco ciò che pensa. Falesia. Ciao. Aragne!